Alle 8 della sera, il racconto delle cose e dei fatti. Francesco Giuseppe di Franco Cardini, regia di Vittorio Attamante. Going down, down, down. Buonasera a tutti, stiamo per cominciare un discorso che durerà abbastanza a lungo su Francesco Giuseppe, la finis Europe e l'inizio dell'età contemporanea. Ma chi ha mai detto che i secoli cominciano e finiscono alle date che finiscono con lo zero, che finiscono con lo 01? Quando è cominciato il ventunesimo secolo, alla fine del 1999, alla fine del 2000, ci siamo divisi in varie squadre, abbiamo stappato lo champagne Taluni alla prima, Falalti alla seconda eh, data, qualcuno ha approfittato per fare due capodanni, che poi erano anche capi secolo, che poi erano anche capi millennio nel nostro caso, però in realtà nella visione, nel sentimento comune di tutti noi, il secolo e magari il millennio, forse è cominciato piuttosto l'11 settembre del 2001. Quando finì il 400? Finì veramente nella notte, l'ultima notte del 1499 o del 1500? A parte il fatto che allora l'anno non finiva esattamente il 31 dicembre, ma nella maggior parte dei casi finiva per Natale oppure il giorno dell'annunciazione, il 25 marzo. Ma in realtà nella. Visione generale che noi ne abbiamo il 400 finì piuttosto nel 1492, quando Colombo scoprì il nuovo mondo, quando i re cattolici di Spagna occuparono Granada, l'ultima piazzaforte saracena a mora della Spagna, e anche quando a Firenze morì. Il grande Lorenzo il Magnifico, Lorenzo de Medici. Come vedete la cronologia è qualcosa che in fondo non è la storia, ci serve semplicemente per ragionare e cercare di imbrigliare questo. Questo cavallo selvaggio che è la storia, fino a pochi anni fa si diceva che aveva un senso, oggi poi si è scoperto che tutto sommato un senso non ce l'ha. Eh, qualche anno fa Francis Fukuyama, sociologo nippo americano, con forti agganci nel governo statunitense, sosteneva che la storia stava finendo, era finita, che ormai c'era soltanto da amministrare. Il migliore dei mondi possibili, occidentale, liberale e democratico. Ci siamo accorti che la storia non era finita affatto e in questi giorni lo sappiamo meglio forse di quanto non lo sapessimo qualche anno, qualche mese fa. Ebbene perché parliamo di tutto questo? Perché dobbiamo parlare dello stacco, dello snodo fra l'Otto e il Novecento. Dobbiamo parlare. Se si vuole, per certi versi, che so io, della nascita dell'età contemporanea, delle immediate vicinanze e precedenze della prima guerra mondiale, insomma, forse dell'inizio del postmoderno. E dobbiamo parlare di un grande protagonista, un protagonista cupo, malinconico, silenzioso, conscio forse che il mondo stava cambiando e che stava finendo qualcosa. Che cosa? L'Europa, forse questo grande protagonista esecrato soprattutto in Italia finché visse e amato, amato anche dagli italiani, da molti italiani adesso, oggi è Francesco Giuseppe d'Asburgo, Cecco Beppe, come dicevano i nostri nonni, i nostri bisnonni, imperatore d'Austria, re del Lombardo-Veneto, re di Croazia re e arciduca di un sacco di altre cose. Parliamo quindi di lui, ma quando far cominciare la sua avventura e l'avventura della fine dell'Europa? Vi parlerò di date, voglio parlarvi di date. Non è che sto regredendo come insegnante, come professore di storia al tempo beato in cui si diceva che quando si sa la storia, quando si studia la storia bisogna imparare le date e i fatti e il resto, la critica, l'esegesi, eh, i ragionamenti, eccetera, è tutta roba che viene dopo. Ma un po' è vero, l'abbiamo un po' trascurata questa storia eh, mnemonica sulla quale ci siamo tanto accaniti, soprattutto i pedagogisti, durante la fine del XX secolo. Forse bisogna recuperare qualche cosa. Le date che vi propongo sono il 1898 e il 1918. Beh, avrete già capito perché la seconda. La prima potrebbe essere un pochino più misteriosa. In realtà, permettetemi di farvi osservare qualcosa intorno a questo meraviglioso anno eh, che è il 1898, un anno magico e simbolico, eh, non è un annus terribilis come sarà invece il 1914, l'anno che secondo un grande storico inglese marxista, Eric Osbaum, inizia veramente il Novecento, il Novecento inteso come secolo breve. Però io le radici del Novecento, le radici di questo secolo breve le farei retrocedere abbastanza avanti. Mi chiedo se il secolo breve non sia cominciato piuttosto con la cattiva pace, perché fu una pace mal organizzata tra prussiani, poi diventati tedeschi, e francesi nel 1870. E chissà che, se vi sembra che far cominciare il Novecento nel 1870 sia arretrarlo troppo, vi proporrei il 1898, in fondo ci siamo quasi al 1900, ma perché il 1898 è veramente un anno, un anno magico? Intanto è l'anno della cosiddetta generazione del 98, i grandi scrittori europei, molti dei quali sono proprio nati nel 98 e la generazione di cui ha fatto parte, guarda caso, Miguel De Unamuno, il filosofo spagnolo, autore. Di un celebre libro che è uno dei libri che dovrebbero accompagnarci anche noi, moderni o postmoderni, il filosofo che ha scritto il saggio sul senso tragico della vita. Cosa succede nel 98? Una quantità di cose. I coniugi Curie in quell'anno scoprono il radio. Quindi, evidentemente, siamo veramente all'inizio. Della nostra età c'è un filo, scegliete voi il colore, rosso, nero, non lo so, un dorato esiterei a, re, a definirlo tale, certo non roseo, però l'energia nucleare mica è soltanto negativa, mica serve solo per le bombe. Comunque dal 1898 un filo rosso ci porta evidentemente al 1945 e all'esplosione di Hiroshima. Vedete come il Novecento è radicato profondamente. Ancora! Nel 1898 Wilfredo Pareto, il grande sociologo svizzero, pubblica il corso di economia politica. È una pagina che si cambia nel modo di intendere l'economia e la politica moderne. Sono fondate la Renault e la Godier, eh, scusate se è poco. Anton Chekhov pubblica La signora col cagnolino e publi la pubblicazione della signora col cagnolino che poi dà luogo al famoso film russo dell'età sovietica segna proprio l'alleanza che ancora non c'era ma che si vedrà da lì a pochi decenni fra la grande letteratura e il grande cinema Paul Cézanne inizia la serie delle bagnanti a Parigi muoiono due grandi pittori simbolisti Gustave Moreau e Pierre-Pierre Puvis de Chavanne è morto anche un grande simbolista il disegnatore Aubrey Bersley, l'illustratore della Salomè di Oscar Wilde. Quindi finisce il tempo in cui l'immaginario si eh, esprimeva attraverso la grande tradizione simbolica, esoterica dell'Ottocento e comincia il tempo delle secessioni, quella più famosa è quella viennese del 1903. Cambiamo veramente gusti, cambiamo veramente modo di vivere, di pensare, di immaginare. Sarei davvero tentato di continuare a lungo col gioco di queste perline cronologiche, vi assicuro che ce ne sarebbero tante. Nel 1898 Edoardo di Capua ha scritto Sole mio. È eh, l'avvio di, di un modo nuovo di cantare la canzonetta. Sara Bernard nel 1898 rappresenta a Parigi la città morta di Gabriele D'Annunzio. Poi di lì a poco Giacomo Puccini, per esempio, avrà il coraggio di portare sulle scene teatro addirittura il western, in questo anticipando il cinema o andando di pari passo eh, col cinema muto americano. È veramente la fondazione della modernità contemporanea. E ancora, Arthur Rubinstein, proprio nel 1898, comincia la sua carriera di pianista. E voi vi direte a questo punto, sì, ma cosa c'entra? con il nostro Francesco Giuseppe, il quale nostro Francesco Giuseppe nato nel 1830 in quel momento eh, nel 98 andava per i 70 Un'età dopo la quale bisognava cominciare un po' a tirare Remi in barca. L'imperatore non li ha tirati affatto, ha continuato coriaceo a portare l'uniforme e a lavorare ogni giorno fino, si può dire, all'ultimo, all'estremo giorno della sua vita e aveva ancora una un ventennio di scarso 18 anni da vivere. Sarebbe morto nel 1916, ma nel 1898 quest'uomo, questo grande vecchio della nostra Europa, che aveva già ricevuto tanti colpi come imperatore, come statista, come sovrano e anche come uomo, tanti colpi dalla vita, una vita che è stata straordinariamente generosa ma anche molto dura con lui, ne riceve uno dal quale forse in un certo senso non si rialzerà più, un colpo... Del quale naturalmente lui, fedele alla sua maschera, che era molto aderente al suo volto, tanto per dirla in termini pirandelliani, una tragedia della quale lui non ama parlare, non parlerà mai, ma che lo colpisce profondissimamente. L'altra data che avevo nominato insieme al 98 è il 1918, un'altra data cardine, è l'anno della fine della Prima Guerra Mondiale, la Grande Guerra, Francesco Giuseppe è sceso nella cripta dei Cappuccini, ormai da due anni, non ha assistito alla, alla finis Austria, che è la fine dell'impero, il disgregarsi del suo impero, ma non ha assistito nemmeno a quella che lui paventava da tempo, che aveva avvertito con una lucidità che altri sovrani, forse addirittura più informati di lui, obiettivamente non avevano colto, cioè che la fine dell'Austria sarebbe stata al tempo stesso anche la fine dell'Europa. Fine dell'Europa nel senso che ormai altre realtà premevano all'orizzonte ed erano tutte realtà extraeuropee, la Grande America ma anche la profondità dell'Asia in quel momento scossa ormai dalla rivoluzione d'ottobre, un altro evento che Francesco Giuseppe non ha fatto in tempo a vedere, il 1918 si collega al 98 attraverso la fine, l'uscita di scena del grande sovrano, ma al tempo stesso anche perché in questo ventennio si consumano veramente le illusioni della belle époque la tragedia suicida di un continente e si avverano in fondo quelle che sotto forma di paura e di inquietudini e di perplessità erano state le serenamente disperate profezie di Francesco Giuseppe. 10 settembre 1898. La scena... È il tranquillo lago di Ginevra, siamo in un territorio da sempre neutrale, beh per la verità è un sempre che dura da quattro secoli, ma quattro secoli non sono, non sono pochi, siamo in un mondo vicino, prossimo, amichevole eh, rispetto all'Austria, l'Austria che in quel momento è priva della sua imperatrice perché la sovrana trascorre appunto un periodo di riposo, un periodo, potremmo dire quasi, fra virgolette, di svago, per quanto può svagarsi un um, cuore, una mente continuamente assillata, che corre continuamente per le strade del mondo e per i meandri della psiche, come quello dell'imperatrice Elisabetta come l'ha chiamata con funerea solennità Giosuè Carducci che alla sua morte ha dedicato una forse delle forse più belle fra le sue poesie qualche volta così retoriche, così pesanti, e colpisce come un uomo come Giosuè Carducci, che in fondo, almeno apparentemente da uomo del risorgimento, era e si era detto più volte odiatore degli Asburgo in vecchiaia, forse attraverso la sua conversione sabauda, si fosse poi riavvicinato e quasi riconciliato con tutta la grande storia asburgica, da, da Carlo V fino all'imperatrice Elisabetta, quella che noi, forse per merito o per colpa della grande, bellissima e compianta Romy Schneider, noi continueremo a chiamare per sempre Sissi, l'imperatrice dal dal vicino sottile, il più sottile di tutta l'europa, dalla grande chioma nera, da quella acconciatura di stelle di diamanti che l'aveva resa celebre in tutta Europa durante le occasioni mondane alle quali il suo imperiale marito partecipava il meno possibile nel modo più compassato, mentre lei qualche volta arrivava al limite di dare quasi spettacolo. Ginevra città austera, città calvinista, città di banche, e eh, tutto sommato la, la principessa Sissi, l'imperatrice Elisabetta, era per certi versi un temperamento molto più concreto di quanto non si dicesse, era una donna che per un verso spendeva spensieratamente, ma per un altro badava gli affari, e questo suo... Permanere questo suo restare sul lago di Ginevra è in fondo l'estremo atto della sua vita, ma è in fondo uno dei tanti suoi eh, momenti a modo suo misteriosi. Non si sa come, non si sa perché, ma sembra quasi che l'imperatrice abbia aspettato la morte che gli è stata recata, come tante sue colleghe dell'Ottocento, colleghi e colleghe regali dell'Ottocento, da una mano anarchica mano dell'anarchico italiano Luccheni. Una morte misteriosa su cui si è addirittura ricamato, su cui si è quasi eh, ritrascritto le note dubbie ma affascinanti di una sorta di romanzo d'amore incompiuto, d'amore silenzioso, Eros Caetanatos. Siamo di nuovo insieme per parlare dell'Europa. Del Novecento, della nascita dell'Europa del Novecento e di un suo grande protagonista, diciamo protagonista negativo, non perché lui fosse un personaggio negativo, perlomeno non direi che lo fosse, ma perché è in fondo in apparenza il grande perdente, Francesco Giuseppe d'Austria. Il 1898, la volta scorsa abbiamo parlato a lungo di quest'anno magico, forse. Più del 1900, veramente l'anno in cui è cominciato il XX secolo. In quell'anno accadono tante cose. Abbiamo parlato di Cézanne, di Chekhov, di Gustave Moreau, eh, di Edoardo di Capo e di Soleimio, di Sara Bernard, eh, abbiamo parlato di Messie e Madame Curie. Parliamo anche del 10 settembre. Il 10 settembre del 1898. Una bella mattina d'autunno sul lago di Ginevra, vicino al famoso Hotel Beau Rivage, dove ordinariamente le teste coronate amavano sostare quando giungevano nella città svizzera cara alla memoria di Calvino. Quel giorno, quel 10 settembre del 1898, cade uccisa da una mano anarchica. Ma andava di moda essere uccisi da mano anarchiche. Due anni dopo anche al re d'Italia sarebbe accaduto la stessa cosa. Cade l'imperatrice Elisabetta d'Austria. Giosuè Carducci che amava gli Asburgo anche se fingeva il contrario, che in quel momento non aveva nemmeno bisogno di fingere il contrario perché alla fine dell'Ottocento l'Italia insieme con la Germania e l'Austria formavano un'alleanza che sembrava solidissima. Giosuè Carducci avrebbe dedicato all'imperatrice Elisabetta d'Austria un'ode commossa, una specie di grande requiem che si legge ancora con qualche commozione. Intanto va anche detto però che noi Elisabetta d'Austria la conosciamo benissimo. Proprio non troppi mesi fa, davanti alla stazione centrale della città di Trieste, liberata, come ricordiamo tutti, nel 1918 dalla signoria dell'impero d'Austria, proprio davanti alla stazione centrale della città liberata sorge un monumento, una statua all'imperatrice Elisabetta. Trieste è una città in un qualche modo sacra agli Asburgo ed è una città anche in cui il rapporto con gli Asburgo è particolarmente difficile, cupo se si vuole. Non a caso proprio un grande studioso, e permettete di, dire, di aggiungere anche un grande scrittore triestino, Claudio Magris, è quello che mh, intorno alla metà del Novecento ha fatto sì con le sue opere che il mito asburgico, che è una particolarità dell'Europa e soprattutto dell'Europa, direi, centro-occidentale della seconda metà del XX secolo, anche se in Austria in realtà continuava a essere omaggiato, il mito asburgico rinascesse. Dalle sue ceneri, diremmo, a Trieste c'è anche Miramar, la villa di Massimiliano d'Austria, fratello di Francesco Giuseppe, che sarebbe morto tragicamente in Messico, e dovremmo parlare anche di questa morte. Insomma, a Ginevra succede un'altra cosa, che è un'altra piccola tessera del mosaico che noi stiamo costruendo intorno al 1898 e alla Casa d'Austria. Noi Elisabetta d'Austria la conosciamo bene, non la conosciamo col suo nome, la conosciamo col eh, nomignolo, affettuoso, vezzeggiativo, eh, che i tedeschi usano dare a chi si chiama Elisabetta, sissi. E la principessa Sissi, sì, sì, anche perché è stata interpretata splendidamente, forse non tanto sotto il profilo artistico ma certamente sotto quello estetico, dalla giovanissima Romy Schneider. Romy Schneider poi ha durato tutta la vita e l'ha detto spesso e non sempre in termini esattamente sereni, ha durato tutta la vita a cercare di scrollarsi di dosso questa, questa immagine dolciastra, un pochino immerlettata vagamente appiccicosa della dolce giovane Sissi, la quale Sissi bellissima lo era senza dubbio, le fotografie ce lo dicono ancora perché abbiamo anche molte fotografie dell'imperatrice Elisabetta oltre ai ritratti. Bellissima era senz'altro, che fosse poi così dolce o così facile direi che non lo era. La sua storia con il suo imperiale consorte, con Francesco Giuseppe, è una storia triste, è una storia per certi versi amara, è una storia sempre comunque portata da entrambi e soprattutto da lui con grande dignità. E con grande, se non serenità, perlomeno con grande intimizzato orgoglio. Nello stesso anno, un anno, come abbiamo già detto, densissimo di avvenimenti, ricordiamone anche un altro, visto che abbiamo parlato di Trieste: Italo Svevo pubblica senilità. Eh, come vedete, l'imperatore aveva 68 anni, Italo Svevo era uno che si era sentito vecchio fino a giovanissimo, ma il tema della senilità. È un tema che accompagna in fondo tutto il Novecento. Il Novecento è un secolo che per certi versi si sente profondamente innovativo, per certi altri si sente stanchissimo, vecchio. L'Ottocento, si è come ha detto qualcuno, è un secolo che... Nasce con l'impetuosità romantica della giovinezza, le cavalcate di Napoleone, poi anche la nuova, la nuova giovinezza del vecchio regime, dell'Ancien Regime, potremmo dire che è la Restaurazione, e poi il movimento romantico, e poi i movimenti nazionalisti, e poi tutto il resto, ma l'Ottocento invecchia presto. E la caratteristica dell'Ottocento è arrivare alla sua fine, alla fine del secolo, appunto. Con un senso di decrepitezza, di vecchiaia incurabile. L'Esposizione Universale di Parigi non è evidentemente la fine dell'Ottocento, è piuttosto l'inizio del Novecento. E quando comincia il Novecento, due anni dopo il 1898, ecco che il vecchio secolo romantico ci dà l'addio alla Grande. Muoiono Oscar Wilde, muore Ruskin. Muore Grande Nietzsche. Insomma, sta uscendo fuori un nuovo mondo ed è un mondo nel quale l'Europa non sarà più protagonista. Il protagonismo ormai si è spostato dall'altra parte dell'Atlantico, ma ancora regnanti, intellettuali, operatori economici, gente di tutti i giorni non se ne è resa conto. All'inizio del Novecento gli europei e fra i governanti quasi tutti sono ancora convinti che l'Europa è il centro del mondo. Uno, uno solo se ne è reso conto, Francesco Giuseppe d'Asburgo. Francesco Giuseppe si rende conto, avrei difficoltà a dire a partire da quando, certamente negli ultimi anni della sua vita, si rende conto che il centro del mondo non è più l'Europa. Si rende conto che la staffetta della civiltà, della forza, della potenza, forse anche magari diciamolo pure del benessere, e se non della felicità della ricerca della felicità sta passando di mano c'è una grande potenza al di là dell'Atlantico che sta accettando che l'Europa gli passi il testimone insieme a Francesco Giuseppe un altro se ne è reso conto un personaggio suo contemporaneo tanto diverso da lui se si vuole anche tanto più rozzo tanto più volgare ma anche nello stesso tempo tanto più positivo, o meglio, positivo di una positività vincente, laddove su Francesco Giuseppe, sulle sue spalle, insieme col manto imperiale, grava la consapevolezza di una fredda capacità di disincanto storico, da perdente, se non personalmente, perlomeno per i valori e le caratteristiche politiche e culturali che egli rappresenta. Chi poi sia perdente o chi sia vincente nella storia è sempre difficile dirlo. Alla lunga, noi, Francesco Giuseppe, ci siamo accorti di eh, in qualche modo rimpiangerlo. Mentre invece l'altro grande personaggio a cui alludevo, il grande Theodore Roosevelt il presidente statunitense, l'uomo del big stick, della politica del duro bastone, l'uomo che avrebbe voluto cacciare dai simboli di Stato degli Stati Uniti d'America quell'Aquila dalla testa bianca che lui diceva essere un povero uccellaccio vigliacco, un, fondo, un avvoltoio un po' più bello e insediare al suo posto il Grizzly il vero animale guerriero del nuovo mondo. Il presidente Theodore Roosevelt si era perfettamente reso conto che il secolo XX sarebbe stato, come lo ha detto in un bel libro il nostro Germinello Alvi, sarebbe stato il secolo americano. Eh, Roosevelt e Francesco Giuseppe sono imparentati anche in questo, nella loro e forse solo in questo, ma scusate se è poco, nella loro profonda coscienza che il tempo dell'Europa è trascorso e che comincia il tempo della grande America. E allora bisogna dire che forse Oswald Spengler ha sbagliato. Ma io non lo direi perché poi ci sarebbe tutto un discorso di uso dei termini tedeschi che vi risparmio, eh, perché sarebbe noioso e io non lo farei adeguatamente, non sono un linguista. Comunque, Oswald Spengler, nel suo grande libro Untergang des Abendlandes, Il tramonto dell'Occidente, forse ha sbagliato il titolo. Forse avrebbe dovuto parlare di un Untergang Europas, di un tramonto dell'Europa. Ma al tempo di Oswald Spengler. Europa e Occidente erano la stessa cosa. Forse oggi non lo sono più. Forse oggi noi europei abbiamo la coscienza di rispetto all'Occidente, questo Occidente che è la, gli Stati Uniti, che è il Canada, che è l'Australia, questo Occidente avanzante e pervasivo. Eh, noi europei siamo qualche cosa di più perché abbiamo anche molto di Mediterraneo, di Orientale, eccetera, e qualche cosa di meno perché il centro ormai. Il centro dell'Occidente si è spostato altrove. Anche Spengler è stato un contemporaneo di Francesco Giuseppe. Francesco Giuseppe, quindi, Theodore Roosevelt, Oswald Spengler, personalità tanto diverse, con tanti altri che abbiamo ricordato da Unamuno fino a Di Capua, che segnano la fine del secolo. E l'inizio del secolo nuovo. E nonostante gli splendori del ballo Excelsior, del Moulin Rouge e della Tour Eiffel, il secolo vecchio non ci abbandona. Anzi, il secolo vecchio sta ostinatamente attaccato al secolo nuovo. Ricordiamocene noi che viviamo un periodo per certi versi parallelo alla fine dell'Ottocento. Noi non siamo ancora. Propriamente, proprio del tutto all'inizio del XXI secolo. Siamo ancora alla fine del XX, lo saremo a lungo. Così come in fondo l'Ottocento di Napoleone, ecco, eh, per fare un altro esempio, è stato molto a lungo un Ottocento settecentesco, se posso esprimermi in questa maniera. Allo stesso modo il primo ventennio del Novecento è stato un Novecento ancora profondamente Ottocentesco. E quindi. Accompagniamo prima di entrare, lo faremo nella prossima puntata, proprio veramente in medias res, come si diceva una volta quando ancora si amava parlare un po' ogni tanto latino. Prima di entrare nell'argomento di Francesco Giuseppe, accompagniamo ancora brevemente questa nostra lunga meditazione sulle simmetrie e dissimmetrie delle date e parliamo un attimo. Proprio un attimo, il tempo di finire questa nostra puntata del ventennio esemplare fra il 1898 e il 1918. L'anno magico e simbolico del 1898 l'abbiamo già ampiamente esposto, abbiamo già parlato del 1900 e delle grandi speranze, delle speranze aperte dalla Belle Époque. Abbiamo parlato, sia pur brevemente, di certi grandi momenti simbolici vissuti da questo neonato nuovo secolo, per esempio la, la, la secessione viennese del 1903, che sembra veramente mutare totalmente il gusto artistico degli europei e quindi veramente si sente di essere in un nuovo secolo, così come il radio dei coniugi curie. Segna una rivoluzione, l'altra rivoluzione eh, la porta poi il nostro Guglielmo Marconi e l'altra rivoluzione ancora, insomma, veramente il Novecento si annuncia come qualcosa di radicalmente nuovo, ma come al solito questi annunzi arrivano gradualmente e il Vecchio Secolo è refrattario ad andarsene così tranquillamente. Il 1918 è un altro anno magico, un altro anno di grandi speranze. Finisce la guerra, muoiono Clint e Schiele, quindi si chiude anche un periodo della secessione viennese, muoiono tutte e due di spagnola, fra l'altro, questa grande epidemia terribile. Muore Debussy, è fondata l'Alfa Romeo. Vi ricordate che abbiamo detto che sono nel 1898 erano fondate la Renault e la Goodyear? Nel 18 si fonda l'Alfa Romeo. Insomma, in questo ventennio magico si ha anche l'apertura della grande avventura dell'automobile. Si apre a Milano il primo emporio della Rinascente. Si parla del Novecento come del tempo dei supermarket. Eccola, però la Rinascente, il nome gliel'ha inventato D'Annunzio. Stravinsky scrive L'Histoire du Soldat. In questo tremendo e fiammeggiante ventennio muoiono insieme Francesco Giuseppe e la vecchia Europa. Da Radio 2, 8 della sera, Franco Cardini vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Buonasera, eccoci di nuovo a parlare di Francesco Giuseppe, quello che, parafrasando un'allusione all'uomo senza qualità di Musil, si potrebbe definire il guardiano della casa dagli specchi infranti e gli specchi infranti sono forse quelli del vecchio secolo dell'Ottocento e quelli della nostra vecchia Europa. Francesco Giuseppe, potremmo dire la solitudine e il mito. Ma che razza di mito, ecco? Se voi oggi andate in Austria e noi italiani ci andiamo spesso e molti di noi vanno non solo a passare le vacanze in Sottirolo dove non c'è quasi albergo o ristorante dove l'imperatore o l'imperatrice ci guardino dall'alto di quadri più o meno grandi, più o meno colorati, ma se voi andate anche a Salisburgo, se voi andate soprattutto a Vienna oggi scoprite un culto quasi totale della casa d'Asburgo, anche perché diciamo la verità la casa d'Asburgo è splendidamente rappresentata da questo eh, gran signore che è l'ultimo nipote dell'imperatore Francesco Giuseppe, che fra l'altro ci, ci somiglia straordinariamente dal dottor Otto d'Asburgo, ex Parlamentare europeo, personaggio di grande stile, personaggio di grande fascino, eh, di cui recentemente è stato appunto celebrato anche un ennesimo genefriaco, perché fedele alla tradizione asburgica si tratta di una persona molto longeva, auguriamo gli altri mille anni. E oggi noi viviamo in questo clima. E qualche volta qualche italiano non più giovanissimo si meraviglia di queste cose. Quando qualche anno fa morì eh, l'imperatrice Zita d'Asburgo, la moglie, cioè eh, Zita di Borbone-Parma, sposata all'imperatore Carlo, quindi al nipote ed erede dell'imperatore Francesco Giuseppe, quello che era salito al trono nel 1916 e che mh, ebbe una carriera imperiale molto breve e tempestosa, alla fine dovette assaporare l'amaro frutto della sconfitta e poi, e poi andare in esilio. Ma quando l'imperatrice Zita, che aveva abitato molto a lungo anche in Toscana e che i toscani si ricordano bene, eh, sulla costa della Versilia, quando morì e fu sepolta nel cappuccino a Croft, nella cripta dei cappuccini, quella proprio eh, famosa per un grande scritto del Roth. Quando morì e fu sepolta, alla fine di un funerale veramente fastoso e terribile per certi versi e splendido per certi altri, proprio eh, sembrava il funerale della vecchia Europa, quando fu sepolto a Vienna gli italiani erano moltissimi. Italiani non più giovani e italiani giovani, giovanissimi. È un mito quello degli Asburgo che è, ha una straordinaria vitalità, però, a noi italiani, o perlomeno agli italiani che hanno qualche anno, che hanno magari superato la sessantina, come chi vi parla, sia pure da poco, fa un certo effetto, non a me personalmente, eh, sia chiaro. Ma eh, gli italiani che hanno qualche anno, che hanno più di 60 primavere, si ricordano come al loro tempo ancora sui libri di scuola si descriveva Francesco Giuseppe come l'impiccatore, l'uomo che aveva fatto morire Cesare Battisti, l'uomo che aveva scatenato l'Austria contro l'Italia, il tiranno. D'altra parte, in molte città d'Italia ancora lapidi e monumenti ricordano. Francesco Giuseppe come l'uomo della forca e l'uomo della tirannide. Che cosa è successo nel frattempo che ha fatto sì che gli italiani di una certa età siano entrati in cortocircuito? Rivalutazione della casa d'Austria, della famiglia d'Asburgo. Che del resto ha una grande storia che coincide in gran parte con la storia d'Europa, dall'imperatore Carlo V in poi, la storia degli Asburgo e la storia dell'Europa coincidono largamente, se non totalmente. Rivalutazione anche dell'ultimo grande sovrano, anche se non è propriamente l'ultimo, perché appunto il nipote Carlo I, poi come imperatore d'Austria, avrebbe avuto un altro numero progressivo se lo contassimo come imperatore. Del Sacro Romano Impero, ma ormai il Sacro Romano Impero non c'era più dal 1806, e dicevo l'ultimo grande imperatore di Casa d'Austria, quello che in Austria è l'imperatore per eccellenza, der Kaiser, quando gli austriaci dicono der Kaiser, intendono evidentemente Francesco Giuseppe, l'imperatore, dicevo. Gode ormai di una specie di seconda giovinezza insieme con l'imperatrice Elisabetta, con Sissi, e questo perché, dagli anni 50, dalla fine degli anni 50, è successo. Qualcosa di nuovo anche in Italia perché l'allor giovanissimo, ancora oggi non anziano, ma l'allor giovanissimo Claudio Marris ha cominciato a scrivere le sue cose sull'impero asburgico, sulla Felix Austria e sulla sua cultura e ci siamo ricordati da allora e l'abbiamo riletto con altri spiriti di questo sovrano triste, un po' cupo, sempre molto molto dignitoso e molto chiuso anche nei suoi dolori personali, eh, il fratello Massimiliano, il figlio Rodolfo, la consorte Elisabetta, morti tutti così tragicamente. Questo Tiaso, questa corte di fantasmi che a Schönbrunn sembra quasi avvolgere il vecchio sovrano alla fine della sua vita, durante la Prima Guerra Mondiale, una guerra che Francesco Giuseppe non avrebbe mai voluto, contro il parere di molti dei suoi giovani ministri e dei suoi giovani generali, la cui dichiarazione contro la Serbia aveva firmato con grande riluttanza, pronunziando una frase amarissima che dovremmo ricordare più spesso, specie di questi tempi: Voi non l'avete vista la guerra, io l'ho vista, sono stato a Solferino. E questo signore, questo vecchio signore, ormai è diventato un mito, ed è un mito che ormai è largamente positivo anche in seguito, anche fuori dell'Austria, anche proprio in seguito alle letture che abbiamo fatto, in seguito ai viaggi che stiamo facendo, in seguito diciamo pure all'Unione Europea, l'Europa stenta a nascere, è un gigante economico e finanziario, ma è un nano politico e un bambinuccio dal punto di vista diplomatico o militare, come è stato detto. Sì, sarà anche vero, ma comunque oggi, Franz Josef, noi non riusciamo più. E io aggiungo, per fortuna, alla buon'ora non riusciamo più a sentirlo veramente come uno straniero, e non solo perché per un certo numero di anni è stato pur sempre sovrano, ha tenuto la corona di una porzione della nostra Italia, in quanto re del Lombardo-Veneto, ma perché noi, anche noi italiani abbiamo imparato nel frattempo a sentirci europei, abbiamo imparato a leggere la tragedia della prima guerra mondiale come una grande e insensata guerra civile che ci ha dissanguato e che, aggiungiamolo, facciamo, diamo un tocco di come dire, paranazionalismo europeo a questo nostro discorso eh, che ha definitivamente scalzato l'Europa dal suo ruolo di grande potenza. Ecco forse in fondo le ragioni per cui, a torto o a ragione, sia giusto o ingiusto, noi un po', Francesco Giuseppe, lo rimpiangiamo. C'è forse un altro fatto da aggiungere a questa nostalgia, naturalmente queste parole io le pronunzio non senza esitazioni, voi non, non dovete ascoltarle e recepirle con leggerezza, Pensate sempre molte virgolette davanti o dietro a certe parole, nostalgia di Francesco Giuseppe, che vuol dire nostalgia... Romantica o peggio ancora reazionaria, la nostalgia del tempo del Walzer, del tempo in cui gli statisti vestivano ancora le uniformi? No, evidentemente non è questo. Sciogliamoci dall'immaginario dall dei film di Sissi che Romy Schneider ha interpretato e ai quali essa ha dovuto anche molta della sua fortuna, ma che non ha mai amato, e che tutto sommato erano dei fondali piuttosto di cartone, di cartapesta. Beh, del resto non ci sono soltanto, anche nel cinema, a proposito di Francesco Giuseppe e di Sissi, non ci sono soltanto dei fondali di cartapesta. Pensiamo al ruolo che, ancora una volta, Romy Schneider, ma una Romy Schneider gloriosamente. Ma esito nel suo caso a parlare di invecchiamento, diciamo gloriosamente matura, il ruolo che Romy Schneider riveste ancora una volta come Sissi, diventata ormai la principessa Elisabetta, nel Ludwig di Visconti, un film sotto certi aspetti splendido, anche perché riesce veramente accogliere il senso di fasto, di falso e nello stesso tempo di profondamente serio e di disperato di quest'epoca della finis Austria, della finis Europe, dell'avanzata del, del colosso prussiano che poi diventerà germanico e che finirà come Visconti stesso ha splendidamente raccontato nella caduta degli dèi. In questo totentanza, in questa danza di morti e della morte, Francesco Giuseppe, anche quando non compare in primissima persona, ha pur sempre un ruolo centrale. È pur sempre e continua ad essere il sovrano che ha pacificamente, forse malinconicamente, con rigore, con durezza qualche volta, mai con crudeltà, che ha regnato su Strauss, su Freud, su Schoenberg, su Musil sul buon soldato Schweik, anche su sudditi molto più ingombranti. È nella Vienna di Francesco Giuseppe che il giovane Adolf Hitler fa le sue prime prove. Prove di pittore e di architetto che non vanno bene, prove di operaio, di decoratore, di imbianchino, un mestiere poi che gli resterà addosso anche per le contumelie di Bertolt Brecht che col termine imbianchino spregiatamente alludeva al Führer, ma, uh, del resto il mestiere di imbianchino non è mai stato evidentemente come nessun altro un mestiere infamante, ma il termine imbianchino, eh, così come lo usava Brecht quando parlava di Hitler, suona veramente come uno schiaffo in pieno volto. Anche Hitler è stato un suddito, un suddito piuttosto riottoso figlio di un buon funzionario imperiale molto ligio e molto fedele, ma il giovane Adolf, l'imperatore non lo amava. E, di fatto, allo scoppio della guerra, Adolf in Austria non c'era più. La guerra lo colse a Monaco e fece la guerra anche valorosamente bisogna dire, ma la fece in un reparto dell'esercito tedesco. Fra Asburgo e nazisti non c'è mai stato veramente nessuna compromissione. Anche in questo la Casa d'Austria è immacolata. Vedete quindi che il quadro lentamente si compone. Possiamo cominciare col chiederci, ma in fondo eh, questo vecchio signore dalle improbabili... Grandi basette, le fedine, come credo si chiamino in italiano, questo signore cupo che per molti anni gli scolari italiani hanno imparato a odiare, a definire boia, impiccatore, tiranno, eccetera. Questo signore poi. Che cosa aveva e che cosa ha da dirci, e poi abbiamo approfondito il discorso e è uscita la dolce immagine un po' nevrotica per la verità di Sissi, e però dietro a Sissi, poi. Visconti a parte, sono venuti Roth, Musil ed è venuto, è venuto fuori dottor Freud, è venuto fuori uno dei grandi innovatori della musica attuale, Schoenberg. Insomma è venuto fuori un mondo veramente profondamente innovatore. Allora la domanda che verrebbe fuori spontanea è questa. Ma nella grande libera, e eh, non che l'impero d'Austria non fosse un mondo libero, certo non era un mondo eh, retto da una liberal democrazia moderna, ma era un mondo in cui l'autoritarismo si era ampiamente e progressivamente aperto a valori costituzionali, era un mondo dove le opposizioni, vi compreso le opposizioni magari socialiste e anarchiche, venivano profondamente rispettate, era un mondo insomma in cui la libertà e le libertà democratiche si stavano lentamente ma progressivamente affacciando. In questo mondo Conservatore, autoritario, però nello stesso tempo rispettoso di sudditi che sono anche cittadini, Francesco Giuseppe gioca veramente uno stranissimo ruolo. È un uomo senza dubbio diffidente delle novità, è un misoneista, però nello stesso tempo si trova a essere un continuo innovatore. Massimo Fini, in un suo pamphlet. Che io ho trovato molto bello, sull'Occidente, sullo spirito dell'Occidente. Fa un'osservazione che io condivido e dice che l'Occidente, in fondo, si trova a essere quasi definibile con la frase che Mefistofele dice e espone nel Faust di Goethe, davanti alla domanda che il dottor Faust fa a questo diavolo, Mefistofele, che in fondo poi è un diavolo di seconda categoria, ma tu chi sei? Mefistofele risponde. Rivestendosi per intero di tutte le sue prerogative diaboliche, io sono lo spirito che vuole continuamente il male e opera continuamente il bene. Con ironia un po' amara, Massimo Fini commenta che l'Occidente è l'esatto contrario di Mefistofele e che non deve far pensare poi che l'Occidente sia l'esatto contrario del diabolismo, ma semplicemente qualcosa di diverso, perché l'Occidente, secondo Massimo Fini, vorrebbe operare continuamente il bene, ma gli capita di operare sempre e continuamente il male. Beh, auguriamoci che Fini non abbia, non abbia poi del tutto ragione in questo senso, certo però le contraddizioni dell'Occidente, quelle ci sono e la contraddizione di Francesco Giuseppe è stata proprio quella di essere un misoneista costretto a innovazioni continue, un abdicatore continuo che ha continuamente abdicato a molte parti del suo potere ma che nello stesso tempo proprio per questo ha profondamente modernizzato il suo paese. È la grande questa forse dal punto di vista politico la vera e grande contraddizione dell'imperatore Francesco Giuseppe d'Asburgo. Eccoci di nuovo insieme per parlare ancora di Francesco Giuseppe, il guardiano della casa dagli specchi infranti. Qual è questa casa? L'Ottocento? L'Austria? L'Europa? Il custode delle porte dalle quali fuggiva la storia? L'uomo che ha visto veramente morire l'Ancien Regime europeo e si può dire è morto con esso. Per quanto poi è sempre difficile dire quando qualcuno muore, con chi esattamente o con che cosa esattamente muoia. C'è una frase storica, una di quelle che si continua a leggere. Sui manuali, sapete che i, i grandi uomini, anche quando muoiono, soprattutto quando muoiono, pare che debbano chiudere in bellezza e dire delle belle frasi che si ricordano. Ce n'è una pronunziata, a quanto sembra, nel 1848 da un grande personaggio della storia europea, veramente uno dei demiurghi dell'Europa dell moderna e contemporanea, anche se è un demiurgo perdente, ma ripeto, è difficile dire. Nella storia chi perde e chi vince. Questa frase è stranota, arcinota, muoio con l'Europa, sono in buona compagnia. La pronunzia nel 1848 il principe Clemens von Metternich Winneburg, il principe di Metternich. Il grande artefice della politica della restaurazione, il grande regista del congresso di Vienna e anche il maestro. Dell'imperatore Francesco Giuseppe. Limitiamoci per il momento a una piccola osservazione riguardo quindi a Francesco Giuseppe e Clemente di Metternich. Non tanto ai loro rapporti, su quello ci torneremo perché vale la pena che ci si torni, ma quanto sul fatto che in fondo questi due personaggi sono due personaggi. Colti sempre come due personaggi di limite, due personaggi che abbandonano la scena. Appunto, l'ho detto con un'espressione che non mi piace, non mi piace in senso assoluto, ma la ripeto, eh, nonostante non mi piaccia, e due perdenti, se si vuole, ma eh, sono due perdenti che poi in fondo hanno combattuto per tutta la vita, si sono continuamente costruiti trincee sempre più arretrate ma continuando a combattere sulle loro trincee e tutto sommato che cosa vuol dire perdere? In fondo chiudere l'esistenza e chiuderla magari in un momento poco favorevole per quello che sono stati i nostri progetti eccetera capita a tutti, forse è più fisiologico che patologico certo Metternich muore nell'anno dei portenti europeo, nel 1848, proprio l'anno della rivolta contro il nuovo ordine che noi abbiamo sempre vissuto e al quale abbiamo sempre pensato piuttosto come un ordine vecchio, il nuovo ordine europeo che egli aveva contribuito a rifondare dopo l'avventura napoleonica. Perdente quindi, Francesco Giuseppe muore nel 1916, un attimo prima che il suo paese subisca una definitiva sconfitta che spazzerà la sua stessa dinastia dal trono e che farà sì che l'Austria si regga in repubblica e che l'Europa esca dal conflitto con un volto del tutto nuovo. Perdente anche lui, se si pensa che oggi i grandi vincitori di Francesco Giuseppe, gli ideali degli stati nazionali sono a loro volta alle corde, mentre si tende a costruzioni sempre più sovranazionali, metanazionali Diremmo che l'esperienza dell'impero asburgico, come dell'impero zarista, come dell'impero ottomano, erano esperienze in fondo più moderne, ma al momento persero la loro battaglia immediata. Dicevamo che cos'è che fa cominciare un periodo storico? Quando è che comincia un secolo e quando è che un secolo finisce? Wolfgang Goethe partecipa alla battaglia di Valmy, il fatidico. 20 settembre, di un anno che secondo lui è l'inizio della nuova storia. In quel momento, siamo alla fine del Settecento, come tutti sanno, non comincia soltanto l'Ottocento, per certi versi si potrebbe sostenere che l'Ottocento comincia con le cannonate di Valmy, ma comincia l'avventura rivoluzionaria francese espanta in Europa, l'espansione, l'esportazione della rivoluzione francese in Europa. E comincia anche l'avventura bonapartista e poi napoleonica. La figura che noi dobbiamo esaminare è una figura profondamente radicata in questa situazione, per così dire, di difesa. La Francia rivoluzionaria e poi consolare e poi imperiale attacca l'Europa, invade l'Europa, la riplasma secondo un sogno che noi a posteriori giudichiamo folle, di unificazione per mezzo della spada e per mezzo della costruzione di una costellazione di regni vassalli dell'impero francese. Questa è la grande, la grande immagine di Napoleone. In questo senso era realistica questa visione? Beh, badate, noi sappiamo che questa visione è crollata miseramente nel 1814 e poi di nuovo dopo una piccola estate indiana nel 1815, ma al tempo in cui il sole di Austerlitz brillava alto sull'Europa si poteva immaginare che quei tempi non sarebbero passati mai, che quella era, come avrebbe detto ai nostri tempi Francis Fukuyama, la fine della storia e che ormai si trattava soltanto di amministrare l'esistente, c'era un nuovo imperatore. C'era un nuovo impero, c'era un modo nuovo e diverso di vedere un'autorità nazionale che però era capace di irradiarsi al di là dei confini della propria nazione. In fondo l'impero è questo. È un sistema organico e magari flessibile, magari dinamico e motevole di poteri, tutti Subordinati a un potere superiore che in qualche modo li domina, in modi diversi, in modi magari molto differenti fra loro. Questo è l'impero, così è stato l'impero romano, così, secondo il collega Antonio Negri, è l'impero americano a cui Antonio Negri appunto ha dedicato un libro famoso che porta proprio il titolo Impero. Così è stato anche l'impero napoleonico. E Francesco Giuseppe è senza dubbio figlio, profondamente figlio di questa esperienza napoleonica. In che senso? Nel senso che senza Napoleone e senza il presupposto napoleonico la grande, finissima, energica politica del principe di Metternich, il maestro di Francesco Giuseppe, resterebbe incomprensibile. Che cosa rappresenta per noi... Clemente di Metternich, noi lo chiamiamo così all'italiano, all oppure tucur Metternich, per la nostra storia. È l'artefice del matrimonio fra Napoleone e Maria Luisa. Maria Luisa d'Austria, Maria Luisa d'Asburgo nel 1810. È l'uomo del congresso di Vienna fra 1814 e 1815. Quindi, questo ammiratore di Napoleone, questo fautore del dualismo austro-francese che è piuttosto un dualismo franco-austriaco, cinque anni dopo si presenta come il più duro, il più irremissibile fra i nemici di quello che cinque anni prima era stato il suo interlocutore privilegiato. Ecco sì che va il mondo in politica e non bisogna meravigliarsi. Metternich è comunque soprattutto il fautore e il grande regista della Santa Alleanza. Santa Alleanza che è principalmente ma con una buona riluttanza da parte inglese e anche un po da parte prussiana mentre invece austriaci, quindi Metternich e russi, quindi lo zar, saranno fedeli a questo principio, la Santa Alleanza, prima ancora di essere qualcosa di antifrancese, perché anche la Francia, la nuova Francia dei Borboni, che poi era un remaking della vecchia, rientrava un po in questo. Concerto delle potenze, prima di essere antifrancese, prima di essere perfino antibonapartista, antigiacobina senza dubbio, antibonapartista e antinapoleonica, è antiliberale. E quindi, in questo senso, il 48, che per noi 1848 è l'anno dei portenti, l'anno della nascita della nuova Europa, l'anno, se si vuole, anche veramente della nascita della nuova Europa liberale anche se ce n'era stata una prima avvisaglia nel 1830, quando in Francia era caduto Carlo X, gli era succeduto il borbone liberale Luigi Filippo il 1948 è il momento della nascita dell'Europa liberale, il momento in cui le borghesie europee coglieranno e scopriranno la possibilità di far andare di pari passo la rivoluzione liberale e l'idea Nazione, l'idea di patria, questa idea di nazione che era nata come Giacobina e che nel 1948 diventa un'idea del ceto medio, un'idea della borghesia, borghesia intellettuale, la borghesia produttrice, da allora nasce la moderna destra europea e nasce naturalmente anche una nuova sinistra. Chi ha letto Vittor Hugo queste cose le sa benissimo, ma anche chi ha letto il manifesto dei comunisti e Marx eh, queste cose le sa benissimo perché appunto queste cose accadono nell'anno dei portenti 1848. Ebbene, quest'anno è anche l'anno della finis europea. Per la vecchia Europa, quando il non vecchissimo tutto sommato, principe di Metternich muore nel 1848, era nato nel 1773, quindi fatevi i vostri conti, era anziano ma non, non decrepito, quando muore pronunzia, e se non l'ha pronunziata, se non è vera e comunque ben trovata, la frase l'abbia detta o no rispecchia certo un suo modo di vedere pronunzia la famosa frase muoio con l'Europa, sono in buona compagnia, ebbene l'Europa di cui il principe di Metternich annuncia la morte insieme con la propria, con la propria morte fisica, è l'Europa che faticosamente era uscita dalla tempesta napoleonica, ma che, al tempo stesso, non era esattamente l'Europa dell'Ancien regime, era qualcos'altro. Ecco che cos'era stata in fondo l'esperienza della restaurazione. Non dico nulla di nuovo, intendiamoci, eh? ma è bene ribadirle queste cose perché oggi a livello mass mediale eh, c'è e ne sono personalmente lieto come insegnante, come professore di storia, c'è un nuovo interesse per la storia. Però, insieme con questo nuovo interesse va riemergendo tutta una sorta di erudizione po' Anche di vecchio stampo, perché ci si interessa alla storia, ma non si è curato troppo di rinnovare gli strumenti critici, e allora riemergono, riemergono vecchie verità. Verità che tali erano 50 anni fa, ma che non sono più tali adesso. Voi direte. Ma una verità storica, quando lo è, lo è definitivamente. Proprio questo è il punto. Non, non è affatto vero la verità storica, cioè la verità degli storici, non coincide affatto con la verità touco. La storia è esegesi continua, rimeditazione continua se volete che pronunzi la parolaccia, la pronunzio senza, senza ambagi, senza difficoltà, è anche revisione continua, e quindi gli storici in quanto tali sono funzionalmente dei revisionisti, naturalmente nel senso positivo, non nel senso quasi infamante che qualcuno ha voluto dare a questo termine, dove il revisionismo significa tentativo di rivalutare uomini o movimenti del passato su cui è caduta la mannaia di un giudizio negativo, eccetera. No, questo, questo movimento revisionista, se c'è nella misura in cui c'è, è un qualcosa di emarginato ed emarginabile. Ma la storia come revisione è necessaria, è indispensabile. Quando si fa storia si rivedono continuamente i giudizi degli storici precedenti e oggi noi non pensiamo più alla restaurazione come a un momento di puro arresto o addirittura a un momento di regressione della storia, in cui, come si diceva un tempo, il senso della storia è stato stravolto, la storia è tornata indietro. Le lancette sono regredite sul quadrante della storia, come si diceva una volta, belle frasi che piacevano ai professori di liceo, e non solo di liceo, anche ai politici del resto di alcuni anni fa. No, intanto la storia non ha un quadrante. Non avendo un senso, è difficile dire quando la storia va avanti e quando torna indietro. Non avendo un senso, si scontra continuamente con, la nostra, con il nostro tentativo di dargliene uno. E d'altra parte, quando parliamo di storia noi abbiamo bisogno di conferire alla storia un senso, il che vuol dire di vedere nel processo storico anche una logica, una logica che è quella che noi gli diamo. Ecco, alla luce di questo mettiamoci in guardia, stiamo in campana, perché non è vero che il grande movimento di restaurazione avviatosi col Congresso di Vienna del 1814-15 sia stato semplicemente un movimento di congelamento o addirittura di sbalzo all'indietro. Il rinascere dell'Anzien Regime. L'Anzien Regime era morto e sepolto. La Napoleone, I cannoni di Napoleone, ma anche la Borsa Valori di Napoleone, ma anche l'attività sul piano imprenditoriale, sul piano promozionale, sul piano giuridico di Napoleone, aveva sconvolto, aveva scardinato il vecchio, il vecchio mondo. In realtà, la restaurazione si chiama così, ma non è la restaurazione dell'Anzien Regime. È un grande. Momento, un lungo momento durato quasi una trentina d'anni fino alla metà del secolo, un lungo momento di assestamento della storia e di questo lungo momento abbiamo un grande protagonista, un grande demiurgo che è il principe Clemente di Metternich. Buonasera, siamo di nuovo insieme per parlarvi del Francesco Giuseppe e dell'Europa dell'Ottocento, della sua Europa. Per parlare di Francesco Giuseppe e dell'Europa dell'Ottocento abbiamo già preso in considerazione una delle due grandi radici della politica di Francesco Giuseppe, che è evidentemente il magistero del suo grande maestro, il principe Clemens von Metternich. Un magistero, come si usa dire, reazionario. Vedremo poi fino a che punto, in che senso, va inteso questo aggettivo che agli occhi dei più sembra un aggettivo infamante. D'altra parte c'è un altro grande maestro di Francesco Giuseppe, un maestro non certo amato, ma in fondo tutto sommato in un certo senso era uno di famiglia, perché aveva sposato una, una congiunta, un ascendente di Francesco Giuseppe. E questo è colui che nel 1810 aveva sposato Maria Luisa d'Austria, la figlia dell'imperatore. Napoleone. Napoleone viene incoronato imperatore dei francesi. L'esatta espressione sarebbe, costituzionalmente parlando, istituzionalmente parlando, imperatore della Repubblica francese, perché l'impero, come del resto l'impero romano, si fonda come potere a base soprattutto militare e democratica su uno Stato repubblicano, anche se poi evidentemente l'impero assume immediatamente forme, valori e cultura, eccetera, di una monarchia, comunque Napoleone viene incoronato imperatore dei francesi nel 1804 e si aggiunge a una lista abbastanza impressionante. Di imperatori che in quel tempo circolavano nell'ambito, diciamo così, eurasiatico. Non c'era ancora l'imperatore di Germania, eh, l'impero federale tedesco sarebbe nato a Versailles nella sala degli specchi solo nel 1870. Ma c'erano due, anzi tre, anzi veramente, veramente qualcosa di più se pensiamo alle monarchie asiatiche, ma limitiamoci al mondo eurasiatico-mediterraneo. C'erano almeno tre imperatori e tutti e tre di diritto divino e tutti e tre di grande tradizione di antica tradizione. Il diritto divino era qualche cosa, naturalmente, a cui Napoleone, che pure era stato incoronato nella chiesa di Notre Dame, e dal Papa, o meglio, in presenza del Papa, e con i crismi del sovrano cristiano, era un concetto di impero, questo napoleonico. Nuovo, che semmai si rifaceva direttamente, non solo per motivi archeologici, ma anche politici, ai valori dell'impero romano, ma che non era la stessa cosa degli imperi cristiani o comunque degli imperi di diritto divino che allora sovrastavano il mondo europeo, o come ho detto e come ripeto, eurasiatico-mediterraneo, perché nel 1804 c'erano almeno tre imperatori di cui Napoleone doveva tener conto più anziani o comunque più autorevoli sul piano della tradizione di lui e della sua giovane e neonata corona imperiale il sacro romano imperatore che era l'asburgo che regnava a Vienna l'imperatore di tutte le russie lo zar e il sultano ottomano di Costantinopoli che aveva anche il ruolo per l'islam califfale di capo e di principe di tutti i credenti. Napoleone si inserisce in questo venerabile Tiaso, in questa venerabile corte di teste coronate. È stata solo retorica e archeologica la trovata di trasformare la Repubblica francese, la Repubblica già retta da un consolato, da un triunvirato di consoli in impero. Beh, le analogie con la storia romana del periodo fra Caio Giulio Cesare e Ottaviano Augusto sono troppo forti e troppo, troppo evidenti perché il parallelismo possa sembrare casuale. Il triunfilato che prelude all'impero, esattamente come il consolato che prelude all'impero, la riorganizzazione della Repubblica democratica attraverso la concessione di poteri sostanzialmente regali e perfino l'assunzione di simboli regali era avvenuta a Roma e aveva come nervo l'istituzione più popolare del mondo romano che era appunto l'esercito ed esattamente nella stessa maniera avviene nella Francia rivoluzionaria, chissà quanto il, la storia, la storia romana soprattutto pesasse sulla rivoluzione francese, capisce che evidentemente questa soluzione è geniale. Dal punto di vista istituzionale, che permette di dare un senso alla rivoluzione, che permette di accelerare una quantità di scelte sul piano anche immediato, pratico, militare, civile, economico, giuridico, eccetera. Tutte queste cose non sono soltanto una trovata retorica. Certo è che questa scelta che qualcuno, alludo ad Ernesto Ferrero per esempio, ha definito, non proprio parlando dell'impero, ma in generale parlando dell'attività napoleonica, una grande scelta imprenditoriale. Ernesto Ferrero ha riletto l'immagine dell'imperatore Napoleone come un grande imprenditore. Eh, beh, certo, in questa visione di Ferrero c'è molta della intrusione di realtà politiche forse presenti nella nostra Italia dell'inizio del XXI secolo, c'è un certo bonapartismo come sapete nella nostra politica italiana, ma sicuramente è un'intuizione interessante, però bisogna anche tener conto che chiamarsi imperatore non è uno scherzo, e chiamarsi imperatore e dirsi imperatore cristiano, quindi in qualche modo chiudere il grande periodo non dirò ateizzante, ma certamente neopaganeggiante per certi versi e teistico per certi altri della rivoluzione francese, far tornare la Francia al cristianesimo cattolico, ma nello stesso tempo pretendere un titolo che allora viene portato legittimamente solo dall'erede, sia pure attraverso vari passaggi di Carlo Magno. O da quello che in un modo o nell'altro si può considerare l'erede dell'impero bizantino, cioè dall'imperatore d'Austria, o meglio, dal sacro romano imperatore, da una parte, dallo zar di tutte le Russie, da un'altra, questo inserirsi di questo parvenu, di questo ufficiale d'artiglieria corso, che a un certo punto è riuscito a rivestire insegne imperiali, non a caso. Archeologicamente esemplificate su quelle romane, perché le insegne imperiali del tempo erano le insegne romano-germaniche che Napoleone mai avrebbe potuto e nemmeno voluto osar rivestire, questa trovata bisogna pure inserirla in una logica giuridica internazionale, in una logica culturale, in una logica storico-politica. Il discorso non è affatto facile. Quindi il nuovo imperatore, eh, no, questo generale rivoluzionario con un passato giacobino che si è rivestito prima di panni consolari come i vecchi triumviri del tempo di Cesare o del tempo di, di Ottaviano Augusto e poi di panni addirittura imperiali si deve far accettare dalle altre teste coronate che sono tutte di diritto divino. Eh, non è facile, non è facile anche perché Napoleone si rende perfettamente conto che non sarà preso sul serio finché ci sarà il vecchio sacro romano impero sbeffeggiato commiserato non preso sul serio tutto quello che volete però c'era e l'imperatore imperatore della famiglia asburgo che regnava su un nucleo territoriale forte che era l'Austria in fondo non dimentichiamo che il vecchio Arciducato d'Austria, quello che è la base territoriale e politica importante degli Asburgo, però l'imperatore di casa d'Austria era formalmente l'imperatore del Sacro Romano Impero ed era una forma radicata nel mondo europeo, certo. L'impero che noi continuiamo a chiamare romano-germanico è quello che un grande giurista del XVII secolo, Samuel Puffendorf, ha chiamato il mirabile monstrum, una cosa veramente che non si riesce a capire da dove veniva, da dove stava in... e come faceva stare in piedi. Costituzionalmente era molto strano, quasi contraddittorio, un impero che si reggeva su sette principi elettori. Quindi la struttura del Sacro Romano Impero non partiva in realtà proprio da Carlo Magno, da Ottone I o da Federico Barbarossa, come noi in generale tendiamo a credere e a far credere un pochino anche nei nostri manuali di storia, ma partiva dalla grande riforma dell'imperatore Carlo IV di Boemia, che nel 1356 emana con la sua bolla d'oro una costituzione dell'organizzazione del gruppo dei principi elettori. Quattro laici e tre ecclesiastici che da allora in poi dovranno nominare l'imperatore. Da allora i principi elettori erano andati perdendo le loro prerogative, tanto è vero che dal Cinquecento in poi si riunivano, sì, alla morte di ogni imperatore, nello splendido palazzo del Römer a Francoforte, ma sempre per legittimare il fatto che L'impero in realtà, nella sostanza, era elettivo e quindi era l'erede di casa d'Asburgo che loro regolarmente eleggevano sacro romano imperatore, però l'elezione avveniva e questo impero era qualcosa che non governava se non direttamente o indirettamente su un quacervo di stati tedeschi o anche italiani, principati, principati laici, principati ecclesiastici, libere città. Ma pure il nome dell'impero, l'autorità dell'impero era qualcosa che teneva pur sempre in piedi questo coacervo di stati e di repubbliche che si riconoscevano nel nome dell'impero. Questo sacro romano impero viene spazzato da Napoleone, anche perché Napoleone si rende conto che finché questa fatiscente realtà resterà in piedi, non ci sarà posto in Europa per nessun altro che voglia chiamarsi imperatore a sua volta. Dopo le grandi vittorie del 1805-1806 non c'è più posto evidentemente per due imperatori in Europa, ma l'imperatore sconfitto deve accettare questa realtà. All'impero che si vuole universale, anche se l'impero universale coincideva in realtà con una Potenza solo mitteleuropea e non riconosciuta totalmente nemmeno dai suoi stessi sudditi, a questo strano impero, che è piuttosto un federale imperfetto per certi versi e simbolico per altri, e che ha come elemento forte della sua vita la, la confessione cristiano-cattolica, si sostituisce una duplicità di imperi europei. Lasciamo stare. L'impero turco che non è cristiano e che non è europeo. Lasciamo stare l'impero russo che a sua volta non è propriamente europeo ed è esso stesso marcato di una realtà orientale, di una realtà asiatica che entra profondamente nella cultura del tempo ma che non è considerato europeo. Lasciamo fare anche il sostanziale impero coloniale e mercantile inglese, che non si dice ancora tale. Non dimentichiamo che soltanto con la regina Vittoria e con la fondazione dell'impero dell'India, dell quindi ben addentro il XIX secolo, noi possiamo parlare di un impero inglese come realtà istituzionale. Prima di allora noi parliamo di un impero inglese come realtà sostanziale inteso come insieme di minori o maggiori potenze che tutti in un qualche modo si coordinano e si riconoscono subordinate rispetto a una superpotenza in questo senso si parla oggi di impero americano ecco ai primi dell'Ottocento si può parlare di impero inglese alla stessa maniera non esiste istituzionalmente un impero il re d'Inghilterra non si qualifica come re e imperatore e invece Napoleone per un motivo che non è soltanto simbolico, ma che è anche simbolico: la politica cammina anche con, i, con le gambe della simbologia e del simbolismo. Napoleone vuole cancellare qualunque impero che non sia il suo. L'impero nuovo, l'impero d'origine giacobina, se si vuole. Comunque non cristiana, anche se cristianizzato. L'impero d'origine democratica e non più dinastica. Quindi. Il contraltare è veramente l'impero asburgico. Non dimentichiamo che poi rispetto all'impero asburgico, che è l'impero del sacro romano imperatore, che però regna su questa forza sostanziale che gli viene data dalla compagine austriaca, e non a caso già a quel tempo si parlava molto spesso dell'impero, non più come impero romano-germanico, questa sarebbe stata la sua qualifica, anzi come sacro romano-impero, ma come impero austriaco, perché per la verità di questo si trattava. Non dimentichiamo, dicevo, che l'impero austriaco era particolarmente, come dire, mal visto nella Francia ex repubblicana, perché era l'impero che... Si era opposto fortemente alla rivoluzione da quando la rivoluzione aveva fatto cadere la festa di una regina francese, o meglio, di una regina di Francia, che era però personalmente un'austriaca e una asburgica. A questo punto l'impero, il Sacro Romano Impero, retto dalla Casa d'Austria, doveva essere cancellato dall'Europa. Napoleone riesce in questo intento. Buonasera, eccoci a proseguire le nostre conversazioni su Francesco Giuseppe d'Austria e il suo tempo. Un tempo che bisogna far risalire un po' all'indietro. Francesco Giuseppe nasce nel 1830 ma in realtà la sua storia, la sua storia se non personale, biografica, diciamo così biologica, la sua storia politica nasce da molto prima, si radica profondamente nel profondo sconvolgimento rivoluzionario e poi imperiale e a modo suo europeista che la nuova Francia, la Francia uscita dalla rivoluzione, impone all'Europa e al mondo. Nel 1804, lo sappiamo, Napoleone, in seguito al rescritto senatoriale al Senato Consulto del 18 maggio precedente, il giorno 2 dicembre assume in Notre Dame la corona imperiale. Una strana corona imperiale perché Napoleone viene dichiarato e viene eletto dal Senato imperatore della Repubblica francese, non semplicemente imperatore dei francesi, come noi diciamo. Del resto, che l'impero sia una realtà che si instaura su una, un assetto istituzionale repubblicano, e noi lo sappiamo, lo sappiamo dal tempo dell'antica Roma, Napoleone quindi ha un modello e il modello è Cesareo. Ma questo modello Cesareo nell'Europa cristiana è stato variamente manipolato e metabolizzato. L'impero da realtà democratico-militare inserita su una struttura senatoriale aristocratica, questo è lo schema romano, l'impero è diventato in realtà poi una realtà profondamente monarchica. Quindi Repubblica e Impero potrebbero sembrare fare a pugni, non lo fanno in realtà nell'ideologia napoleonica, ma certo molti repubblicani francesi prendono l'assunzione delle insegne imperiali da parte del generale Bonaparte come un tradimento degli ideali profondi della Repubblica. E ancora oggi si discute se Napoleone è colui che tradisce la Repubblica e inizia già dal 2 dicembre 1804 il cammino della restaurazione, se la restaurazione quindi sia non un fatto antinapoleonico e post-napoleonico, ma un fatto già iniziato da Napoleone, o se Napoleone invece sia quello che ha dato un senso, il senso, se volete con la S maiuscola, alla rivoluzione francese. Un anno dopo, battaglia di Austerlitz, la cosiddetta battaglia dei tre imperatori, gli altri due sono naturalmente l'imperatore d'Austria, Francesco II d'Austria, e l'imperatore di Russia, lo zar. Grande vittoria di Napoleone, il sole di Austerlitz, proprio ancora una volta il 2 dicembre, che diventa la data fatidica di tutti i fausti destini della dinastia Napoleonide, anche il nipote di Napoleone I, Napoleone III, si farà incoronare nel 1852 il giorno fatidico del 2 dicembre. E la guerra prosegue, Napoleone fra l'altro nel 1805 è entrato anche a Vienna. L'entrata in Vienna è un altro momento simbolico di questa ascesa. Non c'è dubbio che facendosi incoronare a Notre Dame eh, Napoleone ha sconfitto due avversari: la sinistra o il centro-sinistra, se preferite, vetero repubblicano d'origine giacobina, girondina, termidoriana, i suoi vecchi amici del consolato, eccetera, che hanno cercato in tutti i modi di impedire la sua resistibile ascesa e sappiamo che non ci sono riusciti, però d'altra parte Napoleone ha dato anche una scrollata all'idea repubblicana di impero, all'idea europea di impero. L'impero per l'Europa era ormai da quattro secoli radicalmente e indissolubilmente unito alla monarchia degli Asburgo, evoluzione del sacro romano impero medievale che a un certo punto era diventato, pur restando formalmente un impero elettivo, non a caso c'erano i principi elettori, era diventata una realtà dinastica. Napoleone manda da Parigi un messaggio preciso. E all'Europa all intera con la sua incoronazione del 1804. Nella storia moderna, nella novella storia, come l'avrebbe chiamata Goethe dopo Valmy, non c'è posto per due imperatori. E infatti, non a caso, la guerra della terza coalizione è proprio una guerra. L'Inghilterra, la Russia di Alessandro I, la Svezia, Napoli, però. È fondamentalmente la guerra tra la Francia e l'Austria per il titolo, per la corona, per la dignità imperiale. E l'entrata in Vienna e Napoleone, in questo senso, è il sigillo di un tempo nuovo. Napoleone fa nel 1804 quello che i turchi non sono riusciti a fare. Nel 1683. Ne è difficile immaginarsi, sì, certo, abbiamo grosse testimonianze sullo scalpore provocato da quest'ingresso dell'imperatore nella vecchia capitale dell'impero, in un certo senso nella vecchia capitale dell'Europa continentale, però è difficile immaginarcelo, ecco, forse soltanto le note dell'eroica dell di Beethoven riescono in qualche modo a comunicarci la profondità. Di queste emozioni. Dopodiché la guerra della terza coalizione volge al peggio per i coalizzati e alla fine si fa la pace di Presburgo. E con la pace di Presburgo succede quello che doveva succedere, quello che ci si immaginava. Napoleone impone una cosa che a noi può sembrare simbolica. Se volete ci può sembrare anche irrilevante, però se pensiamo, se pensiamo per categorie così piattamente utilitaristiche, poi la storia non la capiamo, Napoleone impone al suo neocollega, l'imperatore, il sacro romano imperatore, di deporre la corona sacra e romana e di assumere la più modesta corona dell'impero federale d'Austria. A questo punto Francesco II, imperatore romano o romano-germanico, come usiamo di chiamarlo noi, diventa l'imperatore Francesco I d'Austria, mentre Napoleone è a sua volta non solo imperatore dei francesi, ben inteso, e si riallaccia immediatamente alla tradizione di Carlo Magno, ma diventa anche re d'Italia, riassumando una corona che tradizionalmente... Era ancora una volta dei sovrani romano-germanici e diventa protettore della Confederazione del Reno. 16 stati tedeschi. Naturalmente, scippa all'imperatore d'Austria anche il primato sulla Germania. Non è che tutto sommato gli austriaci l'abbiano mai digerita questo colpo di mano imperiale. L'Austria non partecipa propriamente, almeno formalmente, alla quarta coalizione e, e Napoleone però quando poi l'Austria ci entra nel 1807 rivince gli austro-prussiani alla battaglia di Elau o Elau, come si dovrebbe dire in tedesco. A questo punto la Russia si avvicina a Napoleone, l'Austria dà avvio alla, nuova, alla quinta coalizione, Napoleone risponde prendendo Venezia, strappando eh, Venezia all'Austria e eh, occupando lo Stato pontificio. Riceve una piccola sconfitta, la prima sconfitta. Proprio da un Asburgo, dal, dal principe Carlo d'Asburgo, fratello di Francesco II, ad Aspern il 22 maggio del 1809, però poi c'è la grande vittoria di Wagram nel luglio successivo a questo punto l'Arciduca Carlo e il principe Stadion, il ministro degli esteri si dimettono e abbiamo finalmente l'entrata trionfale in scena oddio trionfale fino a un certo punto perché in fondo parte perché è una toppa diciamo così dopo la folgorante ma brevissima carriera dell'Arciduca Carlo che ha sembrato tenere a bada Napoleone il modello della politica dell'Arciduca si infrange contro i cannoni e le baionette napoleoniche a Wagram e Carlo e il suo ministro Stadion si dimettono ed ecco l'ascesa al cancellerato del principe Clemens von Metternich. È lui che organizza il trattato di Schönbrunn con cui l'Austria cede. Alla Francia, territori dell'Italia, qualche cosa cede ancora alla Baviera, Granducato di Varsavia, e mentre gli austriaci dimostrano mostrano di non gradire questa politica rinunziataria. Metternisce, questo è il punto, Metternisce è un filo francese, Metternisce è quasi un collaborazionista, diciamolo fra virgolette, Metternisce è un uomo. Che in fondo in qualche modo ammira non solo Napoleone, ma anche la rivoluzione. La rivolta del Tirolo, guidata dal grande eh, rivoluzionario Andreas Hofer. È anche una rivolta contro la politica di Metternich, oltre che contro la, la Francia, non è soltanto una resistenza antifrancese e non è comunque una resistenza dell'elemento austro-tedesco, perché ci partecipano anche gli italiani. Ma è semplicistico dire che si è trattato di una specie di eh, semplice riedizione tirolese del Viva Maria, è qualcosa di molto diverso. Il venir meno di, ultime, di questi ultimi fuochi di resistenza all'interno dell'Austria al terremoto napoleonico fa trionfare la linea di Metternich e come trionfa la linea di Metternich attraverso un fatto di grande portata simbolica ma anche politica. Nel 1810 la figlia dell'imperatore Francesco II Francesco I d'Austria, Maria Luisa d'Asburgo sposa Napoleone. Non possiamo tacere che il matrimonio fra Napoleone e una principessa asburgica, se fai mettere questo parvenu d'origine corsa nella costellazione delle grandi teste coronate europee. Crea scalpore, di solito si dice che crea scalpore nella vecchia nobiltà d'anzian regime europea che è costretta ad accogliere il generale Bonaparte nel salotto buono delle grandi famiglie dinastiche. Ma non dobbiamo nemmeno dimenticare che, d'altra parte, Maria Luisa è la nipote di Maria Antonietta la moglie di Luigi XVI di Francia, morta tragicamente nel 1793 sotto la lama della ghigliottina. E il fatto che il monarca imperiale uscito dalla rivoluzione sposi la nipote dell'austriaca, la nipote di Madame Vetaux, la nipote di quella che per i rivoluzionari era più ancora del re, l'emblema stesso della reazione la più odiata, dà al mondo francese un grossissimo contraccolpo, non necessariamente negativo, eh? tra gli ex rivoluzionari erano sempre di più quelli che speravano che in fondo Napoleone si riallacciasse sempre più strettamente alla tradizione borbonica e che si potesse leggere l'impero napoleonico, l'impero bonapartista, come la prosecuzione non dico senza scosse, ma insomma come una prosecuzione sostanziale dell'avventura monarchica della Francia. Naturalmente tutti noi sappiamo e nelle passate serate abbiamo già ricordato insieme qualche cosa, come finisce questo grande disegno con cui Napoleone ha cercato di suggellare il suo ideale, la sua prospettiva, la sua strategia di capo federale di un'Europa che in qualche modo si sottometta al suo disegno imperiale attraverso un sistema di alleanze e di soggezioni dirette o indirette, articolate. Il fatto che figlia dell'imperatore Francesco I sia ormai eh, sua moglie e fa dell'imperatore di Francia il genero dell'imperatore d'Austria. Poi c'è l'accordo la, con la Russia, ma l'accordo con la Russia salta presto, abbiamo la campagna di Russia, quando la campagna di Russia volge al peggio non starò a rievocare cose che tutti conosciamo se non altro bene, se non altro da guerra e pace di Tassoi. Quando la campagna di Russia, dicevo, volge al peggio, nuovo voltafaccia dell'Austria, battaglia di Lipsia e poi addio di Waterloo, e poi cento giorni e poi sconfitta definitiva di Napoleone. Napoleone esce di scena nel, definitivamente dalla grande scena storica del 1815 e gli stati vittoriosi. Mentre l'imperatrice Maria Luisa si confina nel ducato di Parma, gli stati vittoriosi avviano il processo di restaurazione, di cui Metternich sarà il grande regista. Ancora una volta. Questa visione che noi abbiamo di un Metternich duramente reazionario è una visione da Bignami, è una visione che bisogna rivedere profondamente, altrimenti il suo grande allievo, Francesco Giuseppe, non esce dalla bruma dell'anonimato con le sottolineature dovute. Buonasera, eccoci ancora alle vicende austriache ed europee. Del XIX secolo e all'entrata in scena di Francesco Giuseppe sul teatro della corona austriaca. Il principe di Metternich dal 1815 organizza il congresso di Vienna e fonda nello stesso tempo, rifonda. Una confederazione germanica fatta di 19 stati tedeschi sotto l'influenza dell'Austria e la presidenza dell'imperatore, che è ancora l'imperatore Francesco, Francesco II, che dovremmo chiamare Francesco I in quanto imperatore d'Austria. Ebbene, questa confederazione germanica altro non è se non la ripresa di vecchie istituzioni comunitarie con cui Napoleone aveva cercato di egemonizzare il mondo germanico. Se il mondo germanico prima di Napoleone guardava all'impero, Napoleone aveva cercato di farlo volgere, diciamo così, ad ovest verso l'imperatore dei francesi, ricreando una sorta di equilibrio carolingio. Non che questo sia vero nella storia, Carlo Magno ha poco a che vedere col mondo francese, ma... Nell'immaginario storico del XVIII e XIX secolo, eh, che era un immaginario molto antico nella tradizione europea, già medievale, Carlo Magno era in qualche modo un monarca a cavallo tra la Francia e la Germania. Ed ecco quindi il braccio di ferro tra Napoleone e gli Asburgo per chi deve egemonizzare il frantumato mondo tedesco. Decine di stati, piccoli stati, staterelli vescovili, staterelli laici, alcuni cattolici, altri protestanti, libere città che si reggono con uno statuto speciale e che dipendono direttamente dall'impero, insomma appunto quel mirabile monstrum, quel, eh, quella cosa che non si capisce nemmeno come faccia a stare in piedi, di cui già parlavano, come già sappiamo, i giuristi del Seicento. Ma Metternich, in realtà, se col congresso di Vienna e l'avvio della restaurazione fa di tutto per salvare il cuore, il nucleo delle riforme apportate da Napoleone, e in questo senso quindi è tutt'altro che un misoneista, un restauratore nel senso più bieco e più negativo, più antistorico del termine, tutto il contrario, metternice però una bestia nera ce l'ha. E questo spiega perché noi poi fin dalle scuole siamo stati abituati a vedere in Metternich l'alfiere della, della reazione. Perché noi abbiamo costruito il nostro immaginario storico per quanto riguarda l'Ottocento alla luce del principio che la grande novità, e intendiamoci, è vero, nell'Ottocento era così, che la grande novità sia l'idea di patria e lo Stato nazionale. E Metternich, ministro... Di un impero sovrastatale, sovranazionale a una bestia nera che è proprio la novità patriottica, la novità nazionalista. Questo tanto in Germania come nei confronti dell'Italia. Metternich, ministro dell'imperatore, che è anche re del Lombardo Veneto e che quindi il suo impero riguarda in parte anche l'Italia, farà di tutto per reprimere i movimenti patriottici e i movimenti nazionali. Il lungimirante principe di Metternich, lo so che dire che Metternich era un lungimirante è una offesa per orecchie italiane, perlomeno per le orecchie di chi non è più tanto giovane e ha avuto un insegnamento storico un po' arretrato, ma questo è verissimo, Metternich era un lungimirante e aveva perfettamente capito che le forze centrifughe i movimenti nazionali avrebbero stritolato l'Europa, l'avrebbero fatta a pezzi. In particolare ci avrebbero rimesso i grandi imperi sovranazionali. Quindi anche i due imperi a cavallo fra l'Europa e l'Asia, cioè quello russo e quello turco, ma soprattutto quello austriaco. I nazionalismi avrebbero ucciso gli imperi sovranazionali, avrebbero ucciso le possibilità. Delle nazioni di vivere insieme sotto uno stesso, una stessa autorità, che alla lunga avrebbero ucciso anche la pace. Direi che un secolo prima il principe di Metternich aveva perfettamente capito cosa sarebbe stata la tragedia europea di un secolo più tardi. Metternich ha quasi profetato e previsto la prima guerra mondiale ed ha fatto di tutto per impedire che la prima, senza sapere cosa naturalmente nell'analisi, che cosa stava impedendo, ma nella sintesi aveva capito perfettamente, ha fatto di tutto per impedire l'avvio di quel meccanismo che poi ci avrebbe portato al primo conflitto mondiale. E lo fa da fedele servitore della Casa d'Austria. Si rende conto che saranno i nazionalismi quelli che travolgeranno la Casa d'Austria, la dinastia asburgica. Ed è questo. L'insegnamento contrario a qualunque libertà nazionale, contrario a qualunque troppo forte autonomia delle varie nazioni all'interno dell'impero, ma convinto però che proprio perché non si deve dare autonomia bisogna dare un qualche riconoscimento alle nazioni, proprio per impedire che gli elementi estremisti del patriottismo e del nazionalismo europeo prevalgano, questo è l'insegnamento che il principe di Metternich passa al suo giovane allievo. E chi è allora questo giovane allievo? Il suo giovane allievo, Francesco Giuseppe, è il figlio di uno dei figli dell'imperatore Francesco I d'Austria. L'imperatore Francesco I muore nel 1835 e lascia una situazione abbastanza disastrosa, perché il suo figlio primogenito, Ferdinando I, è un uomo debole, è un uomo malato, è un uomo veramente prigioniero di forti turbe psichiche, che bene o male. Tra l'altro aveva sposato una principessa Sabauda, Maria Anna di Savoia, quindi non bisogna mai dimenticare anche questa forte parentela che gli Asburgo hanno con i Savoia, le teste coronate sono tutte in rapporto fra loro. Francesco I aveva avuto un certo numero di figli, l'imperatore Ferdinando I che se non governerà perlomeno regnerà fino al fatale 1848 che ha sposato appunto Marianna una Savoia Maria Luisa sorella quindi di Ferdinando I la sposa di Napoleone, di Napoleone. la Leopoldina la quale avrebbe sposato l'imperatore Pedro I di Braganzia l'imperatore del Brasile Carolina che sposa Federico Augusto II di Sassonia, e infine il principe Francesco Carlo. Il principe Francesco Carlo sposa Sofia di Baviera. E ci torneremo su questa Sofia. La situazione europea degli anni 20-30 è caratterizzata da quell'effervescenza che conosciamo rivolte in Grecia, rivolte in Italia, rivolte in Polonia e gli imperi sovranazionali sono soggetti veramente a un fortissimo trauma. Nello stesso tempo in Francia la monarchia dei Borboni, che sono tornati sul trono e che loro si sì, non il mondo austriaco, ma il mondo francese assiste effettivamente a un tentativo di far fare alla storia un balzo all'indietro. I Borboni, soprattutto Carlo X, avevano imposto alla Francia un duro regime antirivoluzionario, controrivoluzionario, fondato anche su un forte elemento di violenta vendetta dell'aristocrazia tornata in Francia nei confronti di chi era stato repubblicano, di chi era stato bonapartista. Ma anche queste cose le sappiamo, Il Hugo Balzac, eccetera, le hanno descritte molto bene, le conosciamo le grandi campagne per l'indipendenza della Grecia, le rivolte negli anni 20 e negli anni 30 in Italia, tutto questo fa sì che insomma la politica liberale sostenuta dall'Inghilterra e dopo il 1830, quando Carlo X, il reazionario Carlo X, viene cacciato dal trono reale di Francia e sostituito da Luigi Filippo, Liberale che restaura il tricolore, pur essendo un rampollo dei Borboni e che avvia una politica fortemente filo-inglese ed avversa quindi al blocco austrorusso, che sembrava l'elemento dominante conservatore, ebbene il Metternich a questo punto anche lui ha qualche esitazione. Per esempio, non ama Luigi Filippo, però in cambio guarda con simpatia al giovane nipote di Napoleone, a Luigi Napoleone, che è figlio di Luigi il re d'Olanda, fratello di Napoleone, e di Hortensia di Bournay, e il quale poi diventerà il presidente della nuova Repubblica francese nel 1848 e diventerà più tardi... L'imperatore del secondo impero francese. Metternich è sempre fedele a questa sua criptosimpatia napoleonica. ha detto Metternich è anche il grande protettore finché può e nella misura in cui può fare qualcosa del duca di Reichstadt cioè del figlio di Napoleone, di quello che noi conosciamo come il re di Roma e che morirà misteriosamente, non si capisce ancora se di malattia oppure se qualcuno lo ha aiutato a morire, comunque morirà e morirà come principe austriaco. Il 1848 sorprende quindi quest'Europa in effervescenza. Noi Guardiamo al 1848 come alla grande svolta, al grande momento di mutamento rivoluzionario del quadro europeo. Questo mutamento rivoluzionario attuato proprio nel nome della nazione contro le realtà sovranazionali sorprende e. Travolge il principe di Metternich, ma travolge anche la debole mente dell'imperatore Ferdinando I d'Austria che a questo punto è costretto ad abdicare. Come si arriva all'abdicazione del debole e ammalato Ferdinando I? Noi italiani siamo profondamente coinvolti in questa storia. Eh, nel marzo del 48 scoppiano le cinque giornate di Milano. Guardate eh, le cinque giornate di Milano eh, che vengono collegate sempre al braccio di ferro con eh, il grande generale austriaco, il maresciallo Radeschi, un personaggio fra l'altro molto ragionevole, mite, un uomo, un uomo che non ama le violenze inutili. Tuttavia, quello che noi di solito leggiamo, come un esperimento rivoluzionario, è leggibile anche come un esperimento innovatore. In fondo, nelle cinque giornate di Milano, i milanesi, sudditi dell'imperatore d'Austria, non in quanto imperatore d'Austria, ma in quanto re della nuova monarchia, inventata all'indomani della Restaurazione, la monarchia del regno lombardo-veneto, che unisce quindi il nord-est della penisola italica, in fondo i milanesi si ribellano fondamentalmente contro un regime austriaco che è ancora di marca giuseppista, si potrebbe dire, pensato al vecchio imperatore Giuseppe II, il fratello dell'imperatore Cleopoldo, il protettore di Mozart. Il, il dirigista, quello noto come re sagrestano, perché misurava perfino il suono delle campane e non voleva assolutamente che la Chiesa uscisse da rigidi limiti di potere nei quali lo Stato, lo Stato concepito alla settecentesca, lo Stato l'aveva relegata. Quindi le Cinque giornate di Milano hanno anche un elemento cattolico liberale, per così dire, sono le giornate ispirate al papa liberale Pio IX contro una visione cattolica, quella dell'imperatore d'Austria che è ancora settecentesca e profondamente giurisdizionalista e profondamente statalista, se si vuole. Questo è il mondo che in un certo senso è quello della infanzia e dell'adolescenza di Francesco Giuseppe. Francesco Giuseppe è nato, lo abbiamo ricordato, è nato dalla unione fra il principe Francesco Carlo d'Asburgo, che è il fratello minore dell'imperatore Ferdinando I, e la principessa Sofia di Wittelsbach, Sofia di Baviera imparentata con personaggi della casa di Wittelsbach e della Casa di Baviera, che noi conosciamo molto bene, se non altro li conosciamo perché tutti abbiamo visto il grande film di Luchino Visconti dedicato a Ludwig, all'uomo, il re di Baviera, all'uomo dei fantasmagorici castelli bavaresi, e Neuschwanstein Infenburg e altri. Sofia di Baviera è la zia della Sissi, la zia della Elisabetta che sposerà poi. Francesco Giuseppe, le vicende del fidanzamento e dell'innamoramento le abbiamo conosciute e le conosciamo attraverso i romanzi e i film dedicati alla giovinezza di Sissi ed è anche imparentata evidentemente con lo sventurato, geniale, sventurato, re Luigi di Baviera. Quindi si va delineando davanti a noi una storia che noi siamo abituati ad avvicinare per un verso come italiani da nemici, le cinque giornate, e per un altro, in fondo, una storia avvolta in queste brume romantiche, leggermente dolciastre, della storia della dolce Sissi e del giovane Francesco. Ci siamo lasciati sul ricordo delle cinque giornate di Milano. Noi siamo abituati a concepire le cinque giornate di Milano, si diceva come una sorta di moto liberale, ed è vero. Io ho aggiunto una sfumatura un pochino, diciamo, arricchente di questo concetto, un po', un po schematico. Le cinque giornate di Milano sono improntate a una sorta di reazione cattolico-liberale, a un cattolicesimo ancora eh, dirigista, di, di impronta illuministica. Che era quello che la Casa d'Austria in fondo non aveva mai abbandonato. C'è una terza sfumatura da attribuire al tempo di cui sta, stiamo parlando per avere un quadro chiaro della situazione. Sapete tutti, sappiamo tutti, che le cinque giornate di Milano poi danno luogo a quella cosa che noi siamo abituati a chiamare la prima guerra d'indipendenza. Dovessimo esprimerci in un linguaggio più diciamo, ispirato alla storia europea e ai rapporti internazionali, la prima guerra d'indipendenza la dovremmo piuttosto chiamarla la guerra austro-piemontese, perché è il re di Piemonte, il re di Sardegna, oh, non dimentichiamo fra l'altro che il re, di, il re di Sardegna era imparentato con l'imperatore, l'imperatore Ferdinando I aveva sposato una principessa sabauda, il re di Sardegna fa guerra, all'Austria per liberare dal nostro punto di vista italiano bisogna usare questo verbo per liberare il lombardo veneto e come sappiamo non ci riesce la guerra rischia di diventare sta per diventare una guerra dei, degli stati italiani contro l'Austria una guerra di liberazione sembra che ci stia anche il granduca di toscana che pure è un asburgo e che è imparentato con l'imperatore vedete che è sempre una lotta fra parenti Sembra che ci stia perfino il Papa Pio IX che permette volontari in appoggio all'esercito piemontese. Poi tutto si infrange. Sconfitta piemontese a Custoza, abbandono di Milano e nell'agosto del 1848 armistizio austro-piemontese. Austro il re Carlo Alberto se ne va in esilio. Ma nel frattempo era successo, erano successe altre cose. Nel marzo del 1848 non insorge soltanto Milano nel nome de della patria italiana e dei valori liberali, insorge anche l'Ungheria, nel nome appunto della richiesta di autonomia del popolo ungherese nei confronti dell'Austria. E insorge anche, non diciamo l'Austria, ma la città di Vienna che è tradizionalmente liberale, che è tradizionalmente democratica, che è tradizionalmente una città che non, che non sta mai al gioco autoritario. L'insurrezione liberale di Vienna è la pietra tombale sulla carriera politica del principe di Metternich che infatti si dimette e il debole imperatore Ferdinando I a quel punto concede una costituzione moderatamente liberale ma questo non basta e nel dicembre del 1848 il permanere delle agitazioni popolari induce Ferdinando I ad abdicare è un bel terremoto l'abdicazione dell'Imperatore Ferdinando I Ferdinando non era, non era giovane eh, è nato nel 1793 e poi morirà Vivrà, vivrà ancora abbastanza a lungo e indisturbato nel 1875 l'uomo è quasi un qualche cosa che nel vecchio linguaggio clinico si sarebbe chiamato in fondo un demente nel senso tecnico e eh, non nel senso offensivo della parola è un uomo incapace praticamente di collegare i pensieri di collegare le azioni è un uomo che però lascia un grosso vuoto perché fra l'altro non ha figli. E allora, secondo la le legge della successione imperiale, bisogna trovare un erede di sesso maschile che sia il più possibile vicino, il più prossimo, l'erede più stretto. La scelta cade, una scelta obbligata, cade sul figlio dell'arciduca Francesco Carlo e della principessa Sofia di Wittelsbach, una donna, una donna forte, una donna dotata di una grande capacità anche di intrigo eh, dinastico, se si vuole, ma non priva anche di una sua visione politica delle cose. E a questo punto la successione cade sulle spalle del giovanissimo Francesco Giuseppe. Francesco Giuseppe è nato nel 1830, ha un legame tutto particolare, anche affettivo, un giovane brillante per certi aspetti. Lo si ricorda come un bel, un bel ragazzo, un bel adolescente eh, che porta bene e volentieri la sua uniforme, che sa andare a cavallo, che è stato, è stato allevato se non proprio... Per succedere allo zio Ferdinando, perché in fondo non era detto che Ferdinando I non riuscisse a mettere al mondo nemmeno un erede, però è stato senza dubbio allevato, anche per volontà della madre, della principessa Sofia, come un principe del sangue. Però non è come dire, forse non è nemmeno portato all'impero, nel senso che non è portato al governo, non gli piacciono. Le pompe esteriori, quindi non, non ha il gusto del regnare, forse non ha il gusto nemmeno di governare. Gli sarebbe piaciuto fare il militare, gli sarebbe piaciuto amministrare le sue non moltissime eh, terre, quelle che gli spettavano sul piano dell'appannaggio. Era un gran cacciatore, gli sarebbe piaciuto vivere nella nell'area alpina che più amava al mondo, le Alpi bavaresi, e gli sarebbe piaciuto condurre una vita militare più vicina agli standard del pubblico impiego, diciamo così, che non agli standard della vita di campo, della vita di guerra. Non è nemmeno un grande guerriero, non ha mai amato la guerra. Questo ragazzo introverso, buono studente, che nel 1848 si vede arrivare addosso la tegola dorata della corona imperiale, regnerà ben 68 anni, fino al 1916. Suo padre era del 1802, quindi lo aveva avuto abbastanza giovane, a 20 anni. Questo è il quadro del giovane nuovo imperatore d'Austria. Bisogna anche dire che Francesco Giuseppe sale al trono in un qualche modo orfano di maestro e eh, il principe di Metternich aveva individuato già da qualche anno in questo ragazzo il possibile erede al trono. E lo aveva in qualche modo iniziato alla politica, cattolicesimo molto, molto rigido, molto severo, tutto sommato non... Non particolarmente duro, né particolarmente, come dire, bacchettone o un devoto, un cattolicesimo anche vagamente scettico, ecco ancora una volta di segno e di marca settecentesca, l'ombra degli Asburgo illuministi massoni moderatamente credenti del settecento, aleggia un po' intorno a questo giovane che pure ha avuto un'educazione sicuramente religiosa. D'altra parte Metternich lo ha iniziato anche a una qualche cauta simpatia per un liberismo conservatore molto moderato e soprattutto alla sua grande simpatia per la Francia, simpatia per la Francia in quanto altro grande paese cattolico insieme all'Austria, simpatia per la Francia perché paese cattolico che tuttavia riesce a tenere a bada le eccessive pretese di un papato. Che ormai con la politica concordataria e poi con il liberale, fra virgolette, più nono sembrava essere tornato all'offensiva, e soprattutto, naturalmente, Metternich ha instillato nel suo giovane allievo l'orrore per le ideologie patriottiche e nazionali. Tutto quello che è volontà di autonomia nazionale sembrerà a Francesco Giuseppe, proprio sulla scia di Metternich, un tradimento alla funzione imperiale, alla stabilità del suo paese, dell'Austria, alla stabilità dell'Europa. E un tradimento anche al principio dell'ordine, per dir così. L'elemento nazionalista è la grande spina rivoluzionaria dell'Europa di questi tempi. Voi direte: ma c'era già stato il manifesto dei comunisti nel 1848, era, era già nata la questione sociale, era già nata una sinistra socialista di vario segno, utopico, anarchico. Senza dubbio, e nei confronti di questa sinistra gli Asburgo e anche alcuni collaboratori strettissimi degli Asburgo. Faccio un nome noto agli, ben noto agli italiani, il maresciallo Radeschi. Ecco, nei confronti di questa sinistra socialista, gli Asburgo hanno sempre avuto un atteggiamento ispirato a una lontana e cauta simpatia. La loro bestia nera è il liberalismo nazionale e, naturalmente, l'idea di indipendenza nazionale che frantumerebbe l'impero. Questi sono i principi che Francesco Giuseppe cerca di mettere in atto nel suo governo immaginatevi un ragazzino di 18 anni con una forte madre che lo guida e lo condiziona costretto a tener testa a ministri anziani, navigati usciti da una tempesta come quella del 48. Quali sono quindi le linee di governo che Francesco Giuseppe cercherà di mettere sul tappeto. Anzitutto, il recupero di una egemonia dell'Austria sull'Italia. Dopo la tempesta della guerra del 48-49, quella che noi chiamiamo la Prima guerra di indipendenza, questo recupero dell'egemonia sull'Italia si articolerà praticamente su tre direttrici fondamentali, una rinnovata e ritrovata concordia con il Papa. Pio Nono ha avuto molta paura della ventata liberale che del resto lui stesso aveva eh, contribuito in qualche modo a far soffiare sul, sull'Italia e quindi si stringerà maggiormente passata la ventata del 48 ai suoi tradizionali ai tradizionali alleati della, della Santa Sede tra i quali appunto l'impero d'Austria primeggiava poi c'è la rinnovata concordia con i suoi vicini di regno e parenti o perlomeno affini Savoia. Con il giovane Vittorio Emanuele II Francesco Giuseppe trattiene rapporti. Buoni, positivi, rapporti che fra l'altro personalmente resteranno sempre piuttosto buoni. A unta delle, delle varie guerre che i due si faranno e della, della tensione che ci sarà con la guerra e la indipendenza, i rapporti fra i due sovrani sono sempre buoni. Naturalmente, terzo elemento del progetto egemonico austriaco sull'Italia, il rapporto con i parenti granduchi di toscana e quindi un'egemonia sulla penisola italica abbastanza forte, a cui non partecipa tuttavia nel cui disegno non entra tuttavia il regno del sud, il regno borbonico che tradizionalmente guarda semmai a un'altra alleanza, quella con la Francia e anche a quella con l'Inghilterra, che gli è necessaria, perché non dimentichiamo che il regno borbonico è letteralmente tuffato nel Mediterraneo e il Mediterraneo del tempo sta assumendo sempre più i colori della marina britannica che dopo l'occupazione di Gibilterra svolge nello specchio del Mediterraneo una politica egemonica molto forte e molto energica. Però un altro elemento della linea politica di Francesco Giuseppe sarà l'amicizia con la Francia del presidente Luigi Napoleone, il quale presidente Luigi Napoleone, è diventato presidente della Repubblica, che era stata di nuovo proclamata con i moti del 48 quando il re Luigi Filippo di Borbone era stato allontanato dal trono e dalla Francia, questa nuova Francia repubblicana, che da certi punti di vista è molto più diciamo, così a destra della monarchia liberale di Luigi Filippo di Borbone, diventerà, questa nuova Francia repubblicana, di lì a quattro anni diventerà il secondo impero francese. Al solito, tutti abbiamo letto Vittorio Hugo, tutti sappiamo che cos'è il cittadino Luigi Napoleone, chi era il cittadino Luigi Napoleone, che poi fra il 1852 e il 1870 sarà l'imperatore Napoleone III. Buonasera, eccoci a un nuovo appuntamento dedicato alla vita dell'imperatore Francesco Giuseppe d'Austria ed eccoci al primo anno di regno e di governo del giovanissimo, del diciottenne imperatore. È un anno, il 1849, che si apre sotto i migliori auspici, grande vittoria del maresciallo Radeschi a Novara il 23 marzo del 1849, repressione dei moti di Brescia, Brescia, città ancora del, del regno lombardo-veneto, si ribella. Dopo la sconfitta di Novara e dopo un um, lungo periodo, dieci giorni di eroica resistenza, viene duramente punita dalle truppe del generale Hainau, che si meriterà: in omaggio anche alla omofonia fra il suo nome. E quello dell'animale selvatico noto col nome di iena, si meriterà appunto l'appellativo di iena di Brescia. Il 49 è un anno quindi di gloria militare, è anche l'anno in cui la vita viennese in qualche modo vol sembra voltare pagina e abbandonare un po' l'andamento ancora settecentesco che la contraddistingueva. Si può prendere un evento. A simbolo di questo voltar pagina la morte di Johann Strauss il Vecchio, il Vecchio nel senso che è il primo, il primogenito, il primo, il capostipite della grande dinastia di musicisti che portano questo cognome. Johann Strauss era nato nel 1804, muore nel 1849-45enne, ed è il padre del Walzer, una danza che al suo emergere, al suo affermarsi, fece veramente grande scalpone, anche per il rapporto che parve, soprattutto anche alla Chiesa Cattolica, eh, la quale reagirà nella stessa maniera eh, qualche decennio dopo col tango, la Chiesa giudicò che il rapporto fra i due partners che eh, danzano nel valzer sia un rapporto troppo intimo, che questo allacciarsi, questo abbracciarsi, e, roteare sia un richiamo sessuale se si vuole scandaloso e quindi c'è una certa resistenza da parte della Chiesa in questo senso e Vienna anche grazie al Walzer diventa nota come la città del bel vivere del buon vivere Johann Strauss è anche l'autore fra l'altro della marcia di Radeschi che noi conosciamo bene perché a Vienna eh, ogni capodanno si apre appunto con un concerto al termine del quale è tradizione il suono della marcia di Radeschi, dedicata appunto alla grande vittoria del Radeschi del 23 marzo a Novara. Francesco Giuseppe concede anche una Costituzione, non lo fa volentieri, ma il clima creatosi a Vienna, a Budapest e un po' in tutte le grandi città, forse più nelle città che nelle campagne, lo obbliga comunque a concedere una Costituzione come avevano fatto più o meno. Tutti i governanti del suo tempo sappiamo che anche in Italia il 48-49 è il biennio della concessione di Costituzione. Francesco Giuseppe, che non ama le Costituzioni perché diffida dei valori nazionali, affianca però a questa concessione anche il governo del primo ministro, il generale Schwarzenberg, un militare molto duro. E convinto fautore della politica della forza militare. Non sono stati teneri gli storici con il primo anno di governo di Francesco Giuseppe. Non è piaciuto a nessuno dei critici della sua figura e del suo periodo il suo concedere una Costituzione nella quale non credeva, che riteneva anzi un'onta per la monarchia, e giurarvi fedeltà. Ma nello stesso tempo essere ben deciso a eliminarla. Si è citato al riguardo l'atteggiamento, ben più sanguinario peraltro, di Ferdinando di Borbone, re di Napoli, che più o meno fece la stessa cosa. Però Ferdinando, se era più brutale, era in cambio quantomeno dotato di una sua astuzia populista, diciamo così, e riuscì perfino a far credere agli strati meno abbienti. Della popolazione del suo, regnolo, del suo regno, il regno di Napoli, che in fondo concedere e poi togliere la Costituzione fosse in tutti e due i casi un atto che andava nel senso dell'interesse del popolo. Francesco Giuseppe manca dell'astuzia populista di Ferdinando di Borbone. Bisognerebbe anche aggiungere che Francesco Giuseppe manca anche dei sudditi di Ferdinando di Borbone. Governare gli austriaci non è la stessa che governare i campani, i siciliani e i calabresi. Quindi la Costituzione viene concessa, funzionerà per un certo periodo, poi verrà ritirata, poi avrà vicende particolari. Nel frattempo si reprimono però tutte le rivolte nazionali e liberali che erano nate nell'annus mirabilis, nell'anno. 1848. Si reprime infatti la rivolta liberale della Germania, quella rivolta che si era coagulata intorno alla, a Francoforte e al progetto di costituzione che va sotto il nome appunto di Francoforte. A Francoforte soprattutto gli studenti avevano avuto un ruolo molto specifico nella fondazione della prima Costituzione tedesca e alla rivoluzione di Francoforte molti sono gli intellettuali, gli studiosi tedeschi che hanno profondamente creduto. Wagner è rimasto fino all'ultimo fedele allo spirito di Francoforte. L'esperimento di Francoforte viene... Spento soprattutto dalle armi del re di Prussia, aiutate dalle, da quelle di alcuni stati tedeschi dell'ovest, l'imperatore d'Austria si tiene piuttosto al di là della volontà repressiva nei confronti di Francoforte e questo non sarà una, un elemento che gli gioverà perché sembrerà che il presidente della, della confederazione germanica non abbia sufficientemente difeso il suo popolo contro il pugno duro del re di Prussia, ma nello stesso tempo non si sia nemmeno dichiarato esplicitamente nemico dello spirito di Francoforte. Questa ambiguità peserà e peserà a lungo sull'impero di Francesco Giuseppe, il quale ha bisogno nel frattempo dei russi per reprimere anche la rivolta ungherese e ci riesce e cerca anche di fare una politica di amicizia con gli altri due grandi imperi sovranazionali del suo tempo, la Russia e la Turchia. Ed è difficilissimo, come è noto, riuscire ad andare d'accordo con i russi e con i turchi al tempo stesso. È un decennio piuttosto duro comunque quello che si inaugura con il primo anno di governo di Francesco Giuseppe, il 1849, e che porta al 10 anni dopo, al 59, cioè alla guerra franco-piemontese-austriaca, o austro-franco-piemontese, come la volete chiamare, la guerra che noi europei dovremmo chiamare così, perché di questo si trattò, si trattò di una guerra della Francia alleata col Piemonte contro... L'Austria per stabilire come si dovesse organizzare l'egemonia sulla penisola italica. Da questa seconda guerra, come sapete, scaturisce direttamente l'unità italiana. Gli italiani sono abituati a chiamare questa guerra con l'espressione sintetica di seconda guerra di indipendenza. È un decennio duro questo per la politica austriaca, È il decennio in cui Francesco Giuseppe, il giovane Francesco Giuseppe, fa le sue prove di governo e riceve le sue prime delusioni, i suoi primi colpi piuttosto pesanti, ma nello stesso tempo, quindi non non è fino dalle prime battute di governo, non sarà mai un re vincente per così dire, ma nello stesso tempo dimostra le sue doti, le sue doti di flessibilità, le sue capacità continue di indietreggiare ma consolidare le posizioni, le nuove posizioni riassunte, insomma... Quegli elementi di governo che non sono fondati sulla forza ma che sono fondati sull'abilità, bisogna dirlo anche sulla moderazione, sulla volontà di non fare mai, di non legittimare mai repressioni troppo dure e troppo violente, che sono gli elementi che caratterizzano la politica del giovane imperatore, il quale nel frattempo ha la sua vita privata, il suo idillio con la. Principessa e poi Regina Elisabetta, alle sue esperienze, esperienze anche di viaggio e vive anche una stagione intensa, ne, ne diremo pochissime cose perché il tempo a nostra disposizione non è molto, anche una, un rapporto molto intenso di collaborazione, di stima, anche d'affetto con il fratello minore Massimiliano, su di lui, su Massimiliano, qua e là dovremo dire altre cose. Nel 1850, dopo aver represso il movimento di Francoforte, il protagonista di questa repressione, il reazionarissimo Federico Guglielmo IV di Prussia, impedisce a Francesco Giuseppe di ottenere la corona federale tedesca. Noi sappiamo che esisterà una corona federale tedesca che andrà appunto nel 1870 al re di Prussia, che diventerà il re di Prussia della dinastia Hohenzollern, che diventerà appunto l'imperatore di Germania. Ordinariamente noi abbiamo l'impressione che questa corona federale tedesca sia nata un po' come un fungo dalla politica del principe di Bismarck e dalla storica riunione dei generali e dei principi tedeschi nella sala degli specchi a Versailles. In realtà non è così, la storia della corona federale tedesca è più complessa. Raccontiamola quindi brevemente questa storia della corona federale tedesca, la corona imperiale. Il Sacro Romano Impero è stato eliminato, come sappiamo bene, con la pace di Presburgo del 1806. In seguito Napoleone ha cercato di egemonizzare, quindi in un certo senso di portare sulla sponda francese quegli stati tedeschi che tradizionalmente erano inquadrati nel sacro romano impero. E questo è avvenuto attraverso uno strumento che Napoleone si è inventato, che è la cosiddetta Confederazione renana, la Confederazione degli stati tedeschi che si affacciano sul Reno. Dopo il 1815, con la Restaurazione, la Confederazione del Reno, con qualche spostamento e con qualche aggiunta, è diventata Confederazione Germanica. Lega Germanica, per meglio dire. Questa Lega Germanica ha tradizionalmente un presidente. Il presidente della Lega Germanica è l'imperatore d'Austria. In un certo senso, cosa c'è dietro a questa impalcatura? istituzionale. C'è la volontà degli stati tedeschi non più di restaurare il nome del Sacro Romano Impero, ma insomma di ricostruirne la se si vuole, la compagine. Ecco perché Federico Guglielmo IV di Prussia interviene tanto violentemente sui protagonisti della Costituzione di Francoforte e sul moto che senza dubbio è stato un moto nazionalista tedesco, il moto che ha avuto in Francoforte fra 1948 e 1949 il suo epicentro. La costituente di Francoforte aveva ideato un nuovo impero, un impero federale tedesco che avrebbe avuto l'Austria come, come potenza guida e che si sarebbe dovuto di nuovo riorganizzare intorno all'Austria. Ma nel 1850, 49-50, è il re di Prussia, non dimentichiamoci, luterano calvinista, quindi appartenente alla chiesa evangelica di Germania, è il re di Prussia che impedisce al suo collega cattolico, anzi all'imperatore cattolico d'Austria, di conseguire questa nuova corona che infatti... Resta per aria, per così dire, nessuno diventerà imperatore del nuovo impero federale tedesco. Il nuovo impero federale tedesco non nasce nel 1849. Avrebbe potuto nascere. E se fosse nato, facciamo un po' di storia con i secoli, con i ma, non avrebbe poi dato luogo all'impero tedesco fondato nel 1870, che è il preludio della. Prima guerra mondiale, ma questo non succede. Non va in porto però nemmeno il tentativo della Prussia di egemonizzare col Parlamento di Erfurt del 1850, di egemonizzare gli stati tedeschi in una unione prussiana sotto la sua egemonia e alla fine Austria e Russia impongono a Federico Guglielmo IV la rinuncia al progetto con il trattato di Olmutz del 28 novembre del 1849 la Confederazione Germanica viene rifondata sotto la presidenza dell'imperatore d'Austria e il re di Prussia viene messo in condizioni, almeno per il momento, di non esercitare egemonia alcuna. Buonasera, eccoci di nuovo a Francesco Giuseppe e ai suoi primi anni di governo. Il duro decennio che per noi italiani è quello che va dalla prima alla seconda guerra d'indipendenza e che per Francesco Giuseppe è il decennio che va dalla guerra austro-piemontese del 1848-49 vinta dall'Austria la guerra che poi ha portato all'abdicazione di Carlo Alberto di Savoia dal re di Piemonte e di Sardegna, al 1859, il vero anno della grande sconfitta, una delle due sconfitte militari che segneranno pesantemente il periodo di regno di Francesco Giuseppe. Francesco Giuseppe morirà nel 1916, quindi non farà tempo a vedere la fine dolorosa dell'impero d'Austria. E non farà tempo a vedere la sconfitta che l'Austria avrà ottenuto dalla prima guerra mondiale. Una guerra che Francesco Giuseppe ha dichiarato ma che ha fortemente avversato e fino all'ultimo si è rifiutato di scatenarla. E le due sconfitte di Francesco sono invece il In 1859 la guerra franco-piemontese-austriaca e il 1866 un'altra guerra perduta questa volta contro la prussia quindi un periodo di duri insuccessi militari che naturalmente eh, non piegheranno non infrangeranno non frammenteranno la compagine imperiale che però sopravviverà a queste sconfitte non tanto e non solo con una perdita di reputazione, una perdita di, di immagine, ma anche a prezzo di forti modificazioni interne e vedremo quali. Dopo il tentativo prussiano, la Prussia che emerge nella storia tedesca con questa netta volontà di supremazia sul resto della Germania, qualche cosa che non le conoscevamo nella la Prussia settecentesca, la, la, la stessa Prussia di Federico II, di Federico il Grande, non aveva mai dato l'idea di volere in qualche modo diventare la potenza egemone degli. Stati tedeschi e gli stati tedeschi dell'Ottocento sembravano candidati a una vita di autonomia e di indipendenze, sia pure sotto la guida di una potenza tedesca egemone che, per concorde visione di tutti, era la potenza austriaca. I prussiani, prendendo la palla al balzo dalla rivoluzione di Francoforte, cercano di sostituirsi all'Austria nella guida della Confederazione Germanica e non ci riescono però certamente da allora l'egemonia austriaca sulla Confederazione Germanica ha cominciato a vacillare lo stesso accade naturalmente in Italia parlando della Germania e della Confederazione Germanica mi è sfuggito un avverbio molto compromettente Dopo aver illustrato brevemente come la Confederazione Germanica, che è una libera unione di tutti gli stati tedeschi, un'unione che non è sancita da alcuna realtà istituzionale che leghi questi stati fra loro, dopo aver parlato di questo ho mostrato di ritenere che esista un parallelismo con la situazione italiana e in realtà è proprio così. In realtà la storia tedesca e la storia italiana sono per molti aspetti due storie parallele. C'è il forte legame, che risale al X secolo, non è poco, del Sacro Romano Impero che unisce la Germania all'Italia centro-settentrionale. E poi c'è una comune natura che potremmo definire policentrica, laddove in Francia, in Inghilterra, in Spagna, pur esistendo delle forti differenze regionali, che in qualche caso diventano perfino delle vere e proprie differenze nazionali, pensate all'interno della Gran Bretagna quello che è il rapporto fra gli anglosassoni inglesi e i Celti scozzesi, i Celti gallesi, i Celti irlandesi. Siamo in presenza di quattro popoli, per così dire, che poi potrebbero riunirsi almeno in due nazioni distinte, una da, nazione inglese d'origine anglosassone e la triplice nazione scozzese, eh, gallese e irlandese, che è invece una nazione d'origine celtica. Quindi le differenze e le divisioni ci sono e sono profonde, ma la corona inglese è riuscita. A partire dal X secolo, da Guglielmo il Conquistatore, eh, duca di Normandia e primo re d'Inghilterra, è riuscita a dare al paese gradualmente una sua unità. Non è il successo proprio così in Spagna, dove le differenze fra castigliani, aragonesi, baschi, navarresi e catalani sono restate profonde, ma dove tuttavia la monarchia spagnola, una monarchia originariamente Aragonese castigliana poi unita sotto lo scettro del Asburgo di Carlo V è riuscita a dare un carattere nazionale forte in Francia nonostante la presenza di forti spinte autonomistiche dalla Bretagna alla Corsica alla Provenza e alla Linguadoca Parigi ha sempre esercitato una forte funzione centralistica nulla di questo genere nulla di questo nella realtà tedesca e nella realtà italiana. Le realtà tedesche e italiane sono realtà policentriche di principati regionali o di principati cittadini legate fra loro fondamentalmente da un fatto linguistico culturale. Tra le vicende della Lombardia, quelle della Toscana e quelle della Sicilia, nel corso di lunghi secoli Diciamo fra il decimo e il diciannovesimo, nessun punto reale di, di contatto, di convergenza esiste se non quello, appunto, che si tratta di paesi all'interno della penisola italica che parlano italiano. Naturalmente, l'idea di patria, l'idea di nazione, interverrà nel caso tedesco come in quello italiano a fornire una un elemento colloidale, un catalizzatore di questi due paesi che hanno tutti e due però una forte storia, una forte realtà policentrica. L'Austria dunque egemonizza a metà dell'Ottocento sia la Germania sia l'Italia, ma in modo, in modo diverso. La Germania si riconosce in una quantità, una trentina circa, Circa, se non mi ricordo male, di vari stati regionali o cittadini collegati fra loro in questa istituzione dalle maglie abbastanza larghe dal punto di vista appunto istituzionale che è la Confederazione Germanica. E abbiamo visto come nel biennio 49-50 il re di Prussia mette gli occhi sulla Confederazione Germanica che era stata fatta come una sorta di remaking del Sacro Romano Impero, che non c'era più fin dalla pace di Friesburgo del 6, e abbia cercato di egemonizzarla senza riuscirvi. Quindi l'Austria cattolica continua a essere lo stato egemonico di riferimento dei tedeschi e il re di Prussia, che fra l'altro non è cattolico ma è di confessione evangelica, Morde naturalmente il freno, rode la corda, cerca di diventare lui che diventi la Prussia, l'elemento egemonico del nuovo patriottismo tedesco. E capite che le cose, le cose cambiano profondamente. Una Germania a conduzione ad egemonia austriaca è una Germania dove l'elemento cattolico con questi elementi caratteristici, eh, il, il carattere meridionale, il legame molto forte fra Germania, Baviera e anche Boemia. La Boemia non è un paese germanico, è un paese slavo, ma è profondamente legato alle vicende austriache. Tutto questo crea una visione della Germania il cui baricentro è al sud, nei paesi tedeschi cattolici e meridionali, caratterizzati fra l'altro da una forte francofilia. austriaci e soprattutto bavaresi sono molto legati alla Francia, hanno un vecchio rapporto culturale e politico di amicizia con la Francia. Una Germania guidata dalla Prussia è tutt'altra cosa, è una Germania tendenzialmente a egemonia protestante. Luterana, ma con forti elementi calvinisti, soprattutto in Prussia e nella, principalmente nella città di Berlino. È una Germania dove l'industrializzazione galoppa, mentre nel sud della Germania l'industrializzazione procede nell'Ottocento in modo concreto, consistente, ma anche molto, molto più moderato. È una Germania più attiva, una Germania che fa una politica protezionistica, caratteristica delle grandi potenze industriali, e non liberista, caratteristica invece delle grandi potenze agricole. È una Germania attiva, è una Germania che guarda soprattutto all'amicizia, all'affinità, all'alleanza con l'Inghilterra. Quindi progetti veramente diversi fra loro. Eh, possiamo dire che c'è un certo antiprussianesimo nella vita e nell'azione di governo di, eh, di Francesco Giuseppe? Beh, certamente possiamo dire che non esattamente filoprussiana è la, la madre di Francesco, è la principessa Sofia di Wittelsbach e questo elemento bavarese, costantemente francofilo, sarà un leitmotiv della politica austriaca, lo vedremo ancora nel 1866. Erede del filo bonapartismo del principe di Metternich, Francesco Giuseppe non avrebbe visto male una politica di buon vicinato e di alleanza con la Francia, la Francia che nel frattempo era diventato l'impero sotto Napoleone, quel Napoleone III, nipote di Napoleone I, che Victor Hugo, come ricorderete, chiamava ostinatamente, per contrapporlo a Napoleone il Grande, Napoleone il Piccolo. Fra parentesi, bisognerebbe dire molto su questo neo-Bonapartismo del, del mondo francese del tempo, quando nel 1840 le ceneri dell'imperatore tornano da Sant'Elena. Alla Francia il ritorno di queste delle spoglie dell'imperatore è veramente salutato come un grandissimo evento di rifondazione dell'orgoglio nazionale francese. Le scene dell'imperatore attraversano tutta la Francia e vengono dovunque salutate da straordinarie manifestazioni di devozione, di commozione, d'affetto. Napoleone III ha potuto rifondare l'impero in gran parte anche sfruttando l'onda lunga di questo entusiasmo popolare, ma chi ha letto Vittorio Hugo, chi ha letto Balzac, eccetera, sa in quanto profonde fossero queste realtà, realtà alle quali Francesco Giuseppe guarda con simpatia, vedremo che questa simpatia frutterà anche in seguito, non sempre, va detto, con esiti politicamente parlando positivi, però negli anni 50 c'è un intoppo. Francesco Giuseppe e Napoleone III collaborerebbero volentieri insieme, ma hanno due problemi. Un problema minore che però è più vicino, che è il problema dell'Italia. Il re di Piemonte e i patrioti italiani premono sull'amica tradizionale, la Francia, perché li aiuti a conseguire il loro disegno di indipendenza, di libertà. E soprattutto, naturalmente, di liberazione rispetto all'egemonia austriaca. E questo, naturalmente, è un, è un intoppo sull'amicizia tra Francia e Austria, al punto tale che questo sarà la scintilla che farà scoppiare la Seconda Guerra d'Indipendenza, una guerra, appunto, tra Francia e Austria, di Francia contro Austria, combattuta in territorio italiano, italo-settentrionale e con l'apporto delle truppe piemontesi in appoggio al re di Francia. Una guerra che il re di Piemonte, Vittorio Emanuele II e soprattutto il suo abile ministro, il conte di Cavour, avevano accuratamente preparato come guerra che avrebbe preluso alla liberazione dell'Italia dall'egemonia austriaca e anche all'unione dell'Italia come annessione rispetto al Piemonte, e la preparano attraverso. Un evento, un evento che per molti versi si può definire epocale, la guerra di Crimea del 1856. La guerra di Crimea scoppia per motivi che vanno ricondotti alla tensione nel vicino Oriente, nel vicino oriente dove il sultanato di Turchia sta franando e dove le potenze coloniali, soprattutto Francia, Inghilterra e Russia, vorrebbero mettere le mani il contrasto che ne deriva determina appunto una guerra che dal suo territorio nel territorio in cui fu combattuto noi conosciamo come la guerra di Crimea che fu un altro momento di modificazione profonda della politica del tempo dai microfoni di Radio 2 Franco Cardini, 8 della sera nella nostra cavalcata attraverso la storia dell'Ottocento vista, rivissuta eh, nella biografia dell'imperatore Francesco Giuseppe d'Austria, siamo arrivati a, nel mezzo del cammino del nostro lavoro, siamo all'undicesimo delle nostre conversazioni e il problema che ci si parla davanti è questa strana guerra, la guerra di Crimea, che in, nel vicino Oriente, in Terra Santa, la si conosce con un nome apparentemente poetico, la guerra della stella perché l'episodio, il casus belli, eh, venne originato dalla, dalla stella d'argento che orna il luogo nel quale, secondo la tradizione, a Betlemme sarebbe nato Gesù Cristo, che a un certo punto fu trafugato, cattolici e ortodossi si dettero mh, reciprocamente la colpa, il grande protettore del mondo ortodosso di Terra Santa era naturalmente lo zar, c'era poi un imperatore europeo, l'imperatore naturalmente Napoleone III, che si atteggiava, come tradizionalmente avevano sempre fatto anche i re di Francia, delle dinastie dei Valois e poi dei Borboni, si atteggiava, dicevo, a grande difensore dei cattolici di Terra Santa. Il sultano turco, che era il signore, il sovrano della Terra Santa, non riesce a dirimere la questione. Alla fine. Francia e Turchia si vedono praticamente gettate in una guerra per un motivo apparentemente futile. Beh, in realtà le cose non sono così semplici. Dietro alla Francia c'è la Russia che fomenta l'inimicizia, la questione si trasforma immediatamente in questione diplomatica generale, emerge presto un grosso problema, che è il problema degli stretti. E allora a questo punto Francia e Inghilterra eh, abbandonano la loro posizione di critica al sultano e addirittura loro potenze liberali per eccellenza si alleano al sultano perché? Perché in realtà la Russia dà mostra di voler trasformare il futile incidente del fugamento della stella d'argento a Betlemme in una ragione, in un caso sbelli nei confronti della Turchia. Questo perché? Perché fra Russia e Turchia c'è un grosso problema. Questo grosso problema si chiama Mar Nero e soprattutto si chiama Stretti del Bosforo e dei Dardanelli, che dominano, che gestiscono il passaggio fra Mar Nero e Mediterraneo. La Russia vuole arrivare ai mari caldi tenta di arrivarci a metà dell'Ottocento, tenterà di nuovo di arrivarci all'inizio del Novecento e questa sarà, come tutti sanno, una delle cause della Prima Guerra Mondiale. Ma già con la guerra di Crimea questo quadro è chiaro. Al fianco della Turchia, con grande eh, scandalo dei liberali del tempo, si schierano le potenze liberali Francia e Inghilterra contro la Russia. L'Italia approfitta di questo conflitto e cerca di avere la sua parte. La guerra di Crimea, è il caso di dirlo, riempie per intero il nostro immaginario. Pensate al racconto del conte Tolstoi, di Lev Tolstoi che, che vi partecipò come ufficiale d'artiglieria, ancora la battaglia di Balaclava, la carica dei Seicento, il cinema che si è eh, progressivamente sempre più impadronito di questa che è stata in, per certi versi, se la si potrebbe quasi definire, l'ultimo scontro epico dell'età napoleonica, anche per il, il suo carattere, scontri in campo aperto, assedi di città, insomma un tipo di guerra che di lì a poco sarebbe stata profondamente modificata anche con l'appesantirsi delle capacità di fuoco dell'artiglieria che ben presto avrebbe reso profondamente diversi i conflitti, perlomeno i conflitti in campo aperto. In questa guerra di Crimea c'entrano anche i nostri bersaglieri, il generale La Marmora, quindi ancora una volta la guerra di Crimea, la battaglia della Cernaia, per esempio, come un momento, un momento alto, diciamo così, delle vicende militari e politiche dell'Ottocento. Ebbene nella guerra di Crimea, che per l'esattezza si svolge fra il 1853 e il 1856, l'Italia aveva veramente poco a che vedere con la Crimea, non aveva ambizioni di insignorirsi o perlomeno di insediarsi sugli, negli stretti e del resto poi gli italiani collaborano con francesi e inglesi e quindi combattono in Crimea al fianco dei turchi contro i russi. Cosa c'entra tutto questo con la politica interna italiana? C'entra perché una delle linee portanti della politica di Francesco Giuseppe d'Austria e anche in questo erede delle linee maestre dettate dal principe di Metternich era stato quello di cercare contemporaneamente di portare avanti l'amicizia con la Russia e con la Turchia. Russia e Turchia sono le grandi confinanti rispettivamente di nord-est e di nord-ovest dell'impero austriaco. Francesco Giuseppe vuole condurre una politica il più possibile di pace nei quadranti orientali del suo impero, per questo cerca di andare d'accordo tanto con i turchi quanto con i russi. Solo che è molto difficile andare d'accordo contemporaneamente con tutti e due perché turchi e russi si scontrano continuamente per vari motivi. La Turchia è musulmana prevalentemente, ma ci sono molti cristiani ortodossi e la Russia si proclama la grande patrona dei cristiani ortodossi, soprattutto della Grecia. Poi c'è il problema evidentemente dell'egemonia sul Mar Nero e sugli Stretti. L'Italia fa una scelta precisa con la guerra di Crimea perché il suo primo ministro Camillo Benso Conte di Cavour vuole presentare poi il conto alla Francia e all'Inghilterra, cosa che succede effettivamente quando la guerra di Crimea sta per finire nel 1855 e con il congresso di Parigi dell'anno successivo, 1856. Laddove si tratta di ridefinire l'assetto europeo e mediterraneo all'indomani della sconfitta russa nella guerra di Crimea, viene posta la questione italiana. La questione cioè dell'egemonia, sia pure solo parziale, dell'Austria sull'Italia, che impedisce l'unità e l'indipendenza del Paese. A questo punto, beh, per noi italiani in storia patria, i rapporti tra il Piemonte, fra il Regno del Piemonte e l'Austria precipitano nel triennio fra 56 e 59, il Piemonte si fa sempre più carico di quello che tradizionalmente noi siamo abituati dai nostri vecchi manuali di scuola a chiamare il grido di dolore, non siamo insensibili al grido di dolore, come dirà. Nell'indirizzo ai diplomatici all'inizio del 1859 re Vittorio Emanuele III di Piemonte, Napoleone III appoggia la politica di Vittorio Emanuele II, si hanno gli incontri come quello famoso di Plombier tra Cavour e Napoleone III e i patti segreti anti-austriaci. Dopo quindi il congresso di Parigi, in cui la questione italiana era stata posta come una delle questioni che creava una situazione instabile in Europa, perché l'egemonia austriaca impediva il libero, naturale e legittimo corso dell'unità d'Italia, e questo viene accettato dai paesi che convergono al congresso di Parigi, dopo questo si ha una serie di rapporti. Molto stretti fra francesi e piemontesi, il precipitare delle relazioni fra Austria e Piemonte e infine, all'inizio del 1859, l'Austria cade nel tranello che gli era stato teso da Cavour e da Napoleone III. Il governo austriaco si fa saltare i nervi dall'ultimatum al Piemonte. Il Piemonte figura quindi come attaccato dall'Austria, entra in guerra di difesa contro l'Austria e scattano i patti segreti di Plombier che stabilivano che nel caso di attacco subito dal Piemonte la Francia imperiale sarebbe stata al suo fianco. Inizia la guerra nell'aprile del 1859 che conduce ma una sconfitta dell'Austria. L'Austria a quel punto si ritira praticamente dall'Italia, salvo l'Apice di Nord Est, che corrisponde a gran parte del Veneto, a tutto il Friuli e a tutto l'Alto Adige, e accetta di porre fine a un'egemonia sulla penisola italica che durava da molti anni, un'egemonia ausburgica sull'italia data dal 500 ma l'egemonia dell'impero austriaco sull'italia data almeno dal 700 quindi abbiamo un mutamento profondo a questo punto dei parametri politici europei che spostano un sacco di equilibri pensate semplicemente all'equilibrio marittimo l'austria perde egemonia sull'italia proprio nel momento in cui l'Italia eh, diventa particolarmente importante nel Mediterraneo, era sempre stata importante, ma lo è ancora di più perché cominciano i lavori che poi daranno luogo allo scavo del canale di Suez. Proprio in quel momento l'Austria perde la sua alta mano sull'Italia. Eppure non erano stati poi cattivi i rapporti precedenti fra Francesco e Giuseppe e l'Italia. Poco dopo sponsali con l'imperatrice Elisabetta e eh, la nascita della primogenita da Francesco Giuseppe ed Elisabetta di Baviera nascono tre figli, Rodolfo che sposerà eh, Stefania del Belgio, che sappiamo, Rodolfo d'Asburgo, morirà in circostanze tragiche nel 1889, la, eh, la tragedia di Meierling. Gisella, che sposerà Leopoldo di Baviera, e Maria Valeria, che sposerà una, un discendente degli Asburgo di Toscana. Dopo la nascita del primo e della secondogenita, Francesco Giuseppe e Elisabetta fanno un giro. Per il Lombardo-Veneto e questo giro per il Lombardo-Veneto è un'esperienza un a suo modo molto positiva, quasi trionfale. Vengono molto bene accolti, soprattutto dagli ambienti popolari, un po' meno dalle aristocrazie. Le aristocrazie sono ben più patriottiche che non le popolazioni subalterne vengono accolti, dicevo, quasi in trionfo a Milano e anche molto bene a Venezia. Quindi in un certo senso la perdita dell'egemonia sull'Italia, anche se si mantiene l'estremo apice di nord-est della penisola, è particolarmente dolorosa per Francesco Giuseppe. Francesco Giuseppe, a differenza dell'imperatrice Elisabetta, non è un innamorato. Un innamorato dell'Italia, del Mediterraneo, del mare, eccetera, sì, sì lo sarà, non Francesco. Ma d'altra parte, naturalmente, la perdita di egemonia di un paese che da sempre, si può dire, veniva considerato collegato e subordinato per certi versi all'Austria è un altro grosso colpo all'immagine, alla credibilità, se si vuole, dell'impero austriaco. La seconda guerra di indipendenza è stata molto dura per Francesco, anche proprio a livello personale. Francesco Giuseppe l'ha combattuta, così come l'ha combattuta Napoleone III, così come l'ha combattuta Vittorio Emanuele II. I sovrani si sono trovati sul territorio della battaglia, si sono trovati... In guerra tutti e tre si sono fra l'altro comportati tutti e tre con grande coraggio, è un dato questo caratteristico del sovrano dell'Ottocento e in particolar modo Francesco Giuseppe ha visto l'orrore, l'orrore della guerra, l'orrore dei feriti, dei morti che muoiono anche fra frusci tormenti in seguito alle ferite e alle ferite infettate nella battaglia del Solferino il 24 giugno del 1859. È una data che egli ricorderà sempre con dolore, con grande intensità. A Solferino veramente Francesco Giuseppe si è trovato solo, solo con la sua sconfitta, solo con le sue pesanti responsabilità. Solferino è forse uno dei momenti più dolorosi di tutta la vita dell'imperatore. Siamo di nuovo insieme a Francesco Giuseppe d'Austria, nel momento, in uno dei momenti più tristi della sua storia, l'indomani della battaglia di Solferino, il 24 giugno del 1859. Bisogna dire che Francesco Giuseppe ha fatto di tutto per impedire la guerra scoppiata nel 59. Non è riuscito, non è stato tanto abile da scansare le trappole poste sul suo cammino dal conte di Cavour, le provocazioni, si può dire, del governo piemontese, ma ha fatto quanto ha potuto per smussare gli angoli. Nel 1857, due anni prima, il governo austriaco aveva addirittura spedito come governatore del Lombardo Veneto il fratello di Francesco Giuseppe, l'arciduca Massimiliano, quello che poi sarebbe stato per breve tempo imperatore del Messico e dieci anni dopo avrebbe trovato la fine proprio in Messico in circostanze drammatiche che al suo tempo richiameremo. Massimiliano, giovane di due anni, più giovane dell'imperatore, brillantissimo ufficiale di marina, ex viaggiatore, uomo, uomo di notorie simpatie liberali, un personaggio simpatico, moderato, aveva fatto molto bene come governatore del Lombardo Veneto e tutto sommato quindi eh, l'invasione, l'attacco francese e franco-piemontese del Lombardo Veneto viene visto dalle popolazioni con soddisfazione solo piuttosto moderata, ecco, non bisogna immaginarci quello che i libri di scuola piuttosto antiquati ci invitano a pensare, cioè popolazioni che applaudono festanti all'arrivo dei piemontesi. No, le cose non stanno così. Nelle grandi città, fra i ceti colti, fra i ceti imprenditoriali, fra i ceti intellettuali c'era passione patriottica nobilissima, ma negli strati più popolari questa passione era molto edulcorata. Comunque la seconda guerra d'indipendenza, in chiamiamola come siamo abituati a chiamarla, finisce, come sappiamo, con la vittoria del Piemonte e della Francia e di lì a poco la trasformazione del regno di Piemonte in regno d'Italia. Armistizio di Villa Franca. 11 luglio del 1859, proprio pochi giorni, qualche settimana dopo la sconfitta bruciante di Solferino. L'armistizio del luglio viene seguito nel novembre dalla pace, una pace stipulata in territorio neutro a Zurigo, in Svizzera. Bisogna dire che il governo austriaco e l'imperatore in prima persona non hanno preso bene questo atteggiamento del Piemonte, si sentono in un qualche modo traditi dal Piemonte e eh, dalla sua politica unitaria, che in realtà è piuttosto una politica annessionistica. Non dimentichiamo, fra l'altro, che la zia di Francesco Giuseppe, l'imperatrice Marianna, Marianna, la moglie di Ferdinando I, del, dell'imperatore debole di mente che aveva ceduto la corona a Francesco Giuseppe nel 1848, dicevo, non dimentichiamoci che l'imperatrice Marianna è una Savoia. Quindi una principessa di Savoia è zia di Francesco Giuseppe. L'armistizio di Villafranca è un momento in cui eh, l'imperatore riesce sul piano diplomatico a restituire la cortesia al re di Piemonte che l'aveva messo nel sacco con la guerra, perché in realtà se a Villafranca non si fosse fatto l'armistizio, e l'armistizio lo si fa, grazie soprattutto a una serie di buoni uffici che passano attraverso, diciamo così, la compagine familiare privata degli Asburgo e dei Bonaparte, quindi di... Francesco Giuseppe di Napoleone III: se non si fosse fatta questa pace, dicevo, molto probabilmente la penisola italica, quindi anche tutta la Lombardia e il Veneto, sarebbero state liberate, annesse a Piemonte e. La totale liberazione dell'Italia, unità dell'Italia sarebbe stata completata con alcuni anni d'anticipo. In realtà, però, infatti, a Villafranca. Vittorio Emanuele II si sente stoppato, si sente tradito da Napoleone III, il risentimento nei confronti di Napoleone III monta un po' negli ambienti più radicali del paese, garibaldini e mazziniani cominciano da allora a detestare l'imperatore. Eh, vedremo come questa forma di inimicizia, che poi si trasferirà a tutti i tentativi di Garibaldi di concludere praticamente l'unità d'Italia, vedremo come frutterà in seguito in maniera abbastanza paradossale. Comunque, Villafranca è un momento in cui la diplomazia riesce ad arrivare laddove le armi non erano arrivate, e una parte della Lombardia, minima, però strategicamente molto importante e tutto il Veneto restano ancora all'impero d'Austria con la pace di Zurigo del 10 novembre del 59 il trattato di Villafranca viene, viene legittimato a questo punto l'Austria che tiene sempre piuttosto pesantemente il broncio al Piemonte, per quello che è stato la guerra, l'Austria cede la Lombardia, ma non la cede al Piemonte, la cede alla Francia, la quale la cede all'Italia. Se Vittorio Emanuele II aveva forse un tantino di slealtà da farsi perdonare da Francesco Giuseppe, a sua volta Napoleone III aveva una buona dose di slealtà da farsi perdonare da Vittorio Emanuele II perché i patti tra Francia e Piemonte includevano guerra ad oltranza fino alla liberazione di tutto il territorio italiano e quindi al raggiungimento dei cosiddetti confini naturali, cosa che come sappiamo non avviene. L'Austria però non vuole riconoscere di aver perduto la guerra contro il Piemonte, beh in realtà la vittoria si doveva evidentemente al massiccio apporto francese, cede la Lombardia a Napoleone III che a sua volta la cede a Vittorio Emanuele II, una piccola commedia diplomatica, e resta Mantova in mano all'Austria, il che vuol dire... Il grosso delle fortificazioni intorno al lago di Garda, la chiave per accedere al Veneto e naturalmente all'Austria, resta anche il Veneto. Non stiamo quindi a nascondersi dietro un dito. La seconda guerra d'indipendenza di non è stata poi un, quel successo travolgente che si dice, non solo, ma ha lasciato uno strascico di forti inimicizie. La sinistra patriottica italiana, democratica, non ha mai amato Napoleone III e continuerà a non amarlo anche in seguito. Napoleone da amico del Piemonte, quindi da, se vogliamo, padrino dell'Italia unita, si trasforma anche, in, se non in un nemico, perlomeno in un forte critico della politica italiana e anche nella forza che primariamente impedirà all'Italia unita di conseguire la cancellazione dello Stato della Chiesa e la conquista di Roma e quindi impedirà all'Italia di avere quello che almeno per le coscienze repubblicane, unitarie di Mazziniani e di... Garibaldini, anche se ormai alla pregiudiziale repubblicana si era eh, rinunziato, era la capitale naturale d'Italia, cioè Roma, affinché Napoleone III. E starà sul trono dei francesi, gli italiani non entreranno in Roma e, questo, e sappiamo tutti i tentativi di Garibaldi al, al riguardo. Quindi, nonostante tra Solferino e San Martino ci fosse stato un grande scambio di cortesie, Vittorio Emanuele II insignito del grado del rango di capitale d'onore degli zoavi e a sua volta l'imperatore Napoleone III insignito del grado di caporale d'onore del Bersaglieri, però l'amicizia in fondo si congela un po', anche perché nel frattempo c'è un astro nascente nella politica francese che sta non solo assicurando il Papa che mai e poi mai la Francia abbandonerà lo Stato della Chiesa al suo destino nei confronti dell'aggressività italiana, ma sta facendo anche qualche cosa di più, sta pensando a a una grande ridefinizione della politica europea e mediterranea della Francia, una grande ridefinizione in direzione dell'unione fra, unione politica naturalmente, unione diplomatica fra gli stati cattolici. Questo personaggio che pensa così in grande in questa direzione e questa sua volontà cattolica gli ha, le ha anche provocato una fama di personaggio reazionario eccetera beh, che poi tutto sommato non corrisponde troppo alla realtà delle cose è l'imperatrice Eugenia la moglie quindi di la consorte dell'imperatore Napoleone III Eugenia de Montijo spagnola principessa, grande, famosa, imperatrice, diplomatica, avventuriera, si narrano di lei ogni sorta di, di storie romanzesche, compreso perfino una storia d'amore col sultano, consumata in una splendida villa, su, che ancora oggi si fa vedere ai turisti, sulle sponde del Bosforo. L'imperatrice Eugenia ha una visione forte di quella che dovrà essere la politica francese degli anni successivi. Una grande alleanza tra i paesi cattolici e quindi meridionali, ma non solo, della compagine europea. Come sapete, in questa fase della storia europea, e che per noi è una fase importante del nostro risorgimento, si sprecano anche le storie di Alcova, Costantino Nigra, Napoleone III, la contessa di Castiglione e via discorrendo, e Eugenia Montico, l'imperatrice Eugenia Entra a pieno titolo anche in questo tipo di storia leggermente voyeur, leggermente piccante, col suo idillio col sultano. Però dietro l'idillio col sultano, corrisponda o non corrisponda a realtà, è una certa realtà, bisogna dire che forse c'è. Però dietro l'idillio col sultano si nasconde anche una visione politica seria, profonda. Napoleone III e l'imperatrice Eugenia hanno capito perfettamente che riprendere da parte francese il ruolo tradizionale per cui la Francia difende gli interessi e l'immagine della Chiesa Cattolica in Terra Santa e nel Vicino Oriente è molto importante. Grazie a questo si inaugura una politica di espansione coloniale in Asia, inedita per il tempo. I francesi si erano insediati in Algeria fino dal 1830 e stavano pensando a insediarsi anche a Tunisi, cosa che però sarebbe successa soltanto negli anni Ottanta del secolo XIX. Ma a un certo punto si comincia a guardare al Libano e alla Siria, luoghi dove ci sono molti cristiani. O c'erano, ma ci sono ancora Maroniti e ortodossi, eccetera, e luoghi che tradizionalmente, specialmente la costa libanese, hanno un legame di cultura e di tradizione mercantile molto forte con la Francia. E infatti. Prendendo l'occasione da un fatto di sangue, una sollevazione a Damasco durante la quale erano stati uccisi dei cristiani, il massacro di Damasco del 13 luglio 1860, le truppe francesi entrano anche in Siria, l'occupano e l'occupano, naturalmente, strappando all'uomo malato, cioè all'impero turco, un altro. Un altro brano del suo impero, quindi tutto sommato, nonostante il romanzo d'amore col sultano, e la politica francese nei confronti della Turchia resta una politica pesante, brutale, rischiarata però o se si preferisce, illuminata da episodi anche di grande, di grande disponibilità economica, diplomatica e addirittura di tecnologica, se si vuole, e addirittura da un grande fatto eh, geniale come quello dello scavo del canale di Suez. Lo scavo del canale di Suez lo si è fatto anche con l'apporto di ingegneri italiani, però soprattutto grazie all'amicizia fra l'impero turco, che è in teoria almeno ancora il padrone dell'Egitto, il governo egiziano del Khedive, che non riconosce granché il, la supremazia della supremazia porta di Istanbul, ma che formalmente appartiene ancora all'impero, e la volontà egemonica francese. Se gli inglesi posseggono. Eh, Gibraltar, i francesi egemonizzeranno eh, il canale di Suez. In realtà sappiamo che le cose sono andate diversamente. Intanto nel 1859 l'impero d'Austria più modestamente si è dotato di una nuova Costituzione. Buonasera, abbiamo finora esaminato una serie di realtà, soprattutto evidentemente politiche. E ci siamo attestati sulla svolta che Francesco Giuseppe imprime alla sua politica facendo un po' di necessità virtù dopo la sconfitta nella guerra. Austro-Franco-Piemontese del 59, quella che noi chiamiamo appunto la seconda guerra d'indipendenza. Una sconfitta che lo tocca profondamente, resterà impressionatissimo durante la battaglia di Solferino, un uomo che non ama le, non ama le decorazioni nonostante abbia passato tutta la vita in uniforme. L'unica decorazione che amava portare, e che portava sempre anche sulla sua tunica azzurra dal lavoro, è la sua divisa ordinaria, no? quella, non l'alta uniforme bianca con cui continuiamo a immaginarlo, ma quella più, più ordinaria su, con la quale è spesso rappresentato e lui porta sempre, quasi sempre, soltanto la medaglia guadagnata sul campo a Solferino, non ama altre decorazioni. È un accenno, un cenno, un sintomo del suo autentico pensare. C'è un appunto fra le sue carte molto commovente nel quale lui segna una frase in latino. È un appunto purtroppo senza data ma è probabilmente degli anni 60, di questi fatidici per tanti versi diremo poi perché anni 60, fatidici per lui oltre che per la politica europea, gli anni compresi, cioè ricordiamolo tra la guerra perduta contro i franco-piemontesi, per la verità perduta principalmente contro i francesi, ma anche i piemontesi hanno fatto la loro, e la guerra perduta contro i prussiani. Del 1866, nel mezzo c'è un'altra piccola guerra insieme alla Prussia contro la Danimarca per l'egemonia, il possesso dello Schleswig-Holstein, della penisola settentrionale dello Schleswig-Holstein. Mm, ma mm, questo è un episodio che possiamo definire secondario. Vi dicevo questo piccolo appunto, una piccola frase in latino vergata un po' nervosamente al margine di una carta, apparentemente una carta priva di significato. Miserere mei domine qui a cormeum nunquam aperui. Abbi pietà di me, o oh Signore, perché non sono mai riuscito ad aprire il mio cuore che poi non è del tutto, nemmeno del tutto vero, dell'imperatore ci restano molte lettere, molti biglietti, alcuni anche, se c'è tempo ne parleremo, alcuni anche molto toccanti. L'uomo non è sfuggito al clima romantico, al clima romantico sentimentale delle Alpi bavaresi che ha sempre amato, anche perché dalle Alpi bavaresi gli è arrivato quello che nonostante tutto resta il grande amore della sua vita che è appunto l'imperatrice Elisabetta Sissi. Perché parliamo di queste cose? Parliamo di queste cose perché nella lunga lista di. Francesco Giuseppe ha avuto una lunga vita e quindi si è visto, eh, si è visto morire intorno e accanto molti dei suoi cari, anche spesso, spessissimo, più, molto più giovani di lui e questa catena di lutti comincia proprio negli anni Sessanta ed ha un. Segnale, un segnale drammatico. Nel giugno del 1861 il dottore, uno dei medici di corte più accreditati, il dottor Skoda, nome boemo se mai ve ne fu uno, accorre al capezzale della imperatrice che accusa, nonostante la sua giovanissima età, eh, ventenne all'epoca, e accusa malesseri Dolori, mancamenti, diagnostica una forma di tubercolosi che poi si risolverà o si rivelerà essere forse non tale. È un segnale d'allarme, è un segnale d'allarme che in fondo poi corrisponde anche all'avvio di un lungo periodo che durerà per tutta la vita dell'imperatrice fino al 1898, un lungo periodo di, di crisi si può dire. Elisabetta di Wittelsbach. Chi è? Massimiliano I Giuseppe di Baviera, elettore di Baviera e poi dal, nostro, dal 1805 re di Baviera per volontà di Napoleone, ma in realtà poi non ha più perduto la corona e la Baviera è rimasta un regno, sposa due persone diverse, Guglielmina di Darmstadt, da cui avrà una serie di figli e di figlie, e Carolina di Baden, successivamente rimasto vedove, da cui avrà altre figlie. Il ramo della prima moglie di Guglielmina è il ramo che poi è il ramo reale. E da Guglielmina, eh, da Massimiliano I Giuseppe, da Guglielmina poi uscirà anche il loro pronipote Ludovico II, quello che noi conosciamo, eh, per colpa o per merito di Visconti come Ludwig di Baviera. È nato nel 64 e morto nel 1886. Un grosso modo molto coevo. E amico, fra l'altro, dell'arciduca Rodolfo, del, del figlio di Francesco Giuseppe e di Elisabetta. Dal ramo cadetto, il ramo granducale, il ramo, la linea ducale di Baviera, uscirà Ludovica, che sposerà Massimiliano Giuseppe. Da cui nasceranno vari figli e figlie. Tra essi qualcuno va segnalato, almeno due. Bisogna segnalare Elisabetta Sissi, che sposerà nel 1854 eh, Francesco Giuseppe d'Austria, e Maria, sorella Maria, la sorella amatissima, Maria che forse avrebbe dovuto essere lei l'imperatrice d'Austria, ma poi accade il coup de foudre fra il giovane Francesco Giuseppe e l'adolescente, poco più che sedicenne, Sissi e Francesco Giuseppe. Sollevando le ire della madre Sofia, che fra l'altro è imparentata con Sissi e con Maria, essendo appartenendo all'altro ramo dei Baviera, dei Wittelsbach, e Francesco Giuseppe, dicevo, sceglierà invece Sissi. Maria, però, avrà un destino regale. Non oso dire un destino fortunato, nessuno di questi personaggi ha un destino particolarmente fortunato, almeno non a livello esistenziale. Maria sposerà Francesco, Franceschiello, Francesco II di Napoli. E una delle. Animosità che l'imperatrice Elisabetta ha sempre avuto nei confronti degli italiani in genere, dei Savoia in particolare, dipenderà proprio da questo: dal fatto che i Savoia, il re galantuomo eh, Vittorio Emanuele II, piuttosto amato dalla, dagli Asburgo anche perché erano imparentati con lui, è quello che ha tolto, eliminando il regno delle due Sicilie ed estendendo il suo potere come re d'Italia fino all'Italia meridionale. Ha tolto la corona a Maria e questo Elisabetta, che ama teneramente Maria, che forse nei confronti di Maria ha anche qualche lontano senso di colpa, in fondo le ha soffiato l'imperiale fidanzato. Elisabetta non riuscirà mai a perdonare gli italiani, anche perché si sia un temperamento solare o perlomeno. Quello che in lei è tenebroso, Saturnino, eh, viene quasi appagato e curato da questo suo continuo immergersi nel sole del Mediterraneo, o del Mediterraneo o del cosiddetto Atlantico Mediterraneo. I grandi amori di Sissi saranno la costiera malfitana, l'isola di Corfù naturalmente, che forse è il luogo che veramente essa ha amato più di ogni altro, e l'isola di Madera e in questi spostamenti continui essa sarà sempre inseguita dalle lettere dell'imperatore, qualche volta anche molto care, molto, molto calde, molto tenere. L'avvio del rapporto tra Francesco Giuseppe ed Elisabetta non avrebbe potuto essere dei migliori. Nel 1854 abbiamo le splendide nozze fra i due. E poi abbiamo alcuni anni di serenità. L'unione di Francesco Giuseppe e di Elisabetta viene benedetta, come si diceva una volta, dalla nascita di tre figli, ma il figlio primogenito e l'unico figlio maschio che Francesco Giuseppe avrà, è Rodolfo, e morirà tragicamente nel 1889 e di questa morte dovremo riparlare. Le altre due figlie, Gisella e Maria Valeria, eh, che sposano un Baviera e un Asburgo di Toscana, sono destinate a una strada più serena, ma più tranquilla, ma più in ombra. Dal matrimonio tra Radolfo e Stefania del Belgio nascerà anche una figlia, Elisabetta, ma il matrimonio fra i due non sarà dei più felici. Intanto si snodano naturalmente gli avvenimenti politici e militari caratterizzati dalla, eh, qui bisogna tradire il, una espressione che Bertolt Brecht ha fatto diventare familiare a tutti, la resistibile ascesa. No, eh, L'ascesa degli Hohenzollern di Prussia su, nel firmamento delle potenze Europee e nel mondo tedesco non è affatto un'ascesa resistibile, al contrario, è un'ascesa veramente irresistibile. Rispetto alla quale Francesco Giuseppe nutre sentimenti discordanti. Anzitutto, Francesco Giuseppe non si è mai sentito un Deutsch, un grande tedesco. Il suo essere un austro tedesco ha sempre segnato fortemente il suo modo di vivere, il suo modo di pensare, anche il suo modo di pensare alla Germania. Francesco Giuseppe non ha nemmeno i trasporti letterari che poi avrà il figlio Rodolfo e che soprattutto ha Elisabetta, Elisabetta notoriamente una innamorata folle della poesia di Heinrich Heine e come tale si sente molto legata al romanticismo tedesco, pur essendo una tedesca meridionale, una bavarese cattolica. Niente di tutto questo, molto poco di tutto questo, Francesco Giuseppe. Francesco Giuseppe diffida della Prussia, diffida della Prussia perché diffida dei tedeschi del nord, perché diffida dei tedeschi protestanti e perché capisce che questa miscela, sotto molti aspetti, affascinante di disciplina militare, di ricchezza agricola e di incipiente, ma ormai già avanzata, forza industriale ha in sé qualcosa di, di profondamente demonico, qualcosa che potrebbe veramente portare la Germania alla tragedia, cosa che infatti, come sappiamo, avverrà almeno una volta per colpa dello spirito prussiano. La seconda guerra mondiale forse sarà un'altra cosa. Però, naturalmente, non voglio, come dire, Thomas mannizzare troppo i sentimenti di Francesco Giuseppe. Certo è che Francesco Giuseppe non ama particolarmente la Prussia e soprattutto non se ne fida. Si ricorda del tentativo di sgambetto che i prussiani hanno cercato di fare agli, alla, alla Casa d'Austria strappandole la presidenza della Lega Germanica, della Confederazione Germanica all'indomani del 1948 e all'indomani della Costituente di Francoforte che sono stati i prussiani a soffocare nel sangue no? gli austriaci, però naturalmente eh, la Prussia è un partner col quale Francesco Giuseppe deve fare i conti. Due sono i grandi protagonisti dell'Europa continentale sotto il profilo politico in questi non facili anni 60 dell'Ottocento. Da un lato c'è naturalmente il principe Ottone von Bismarck che diventa cancelliere del Regno di Prussia nel 1862, Ottone poi passerà la palla nel 1890 e Ottone di Bismarck è il grande artefice del disegno. Grossdeutsch, del disegno grande, grande tedesco, anche se si tratta di un disegno grande tedesco che non mira evidentemente a inglobare l'Austria. Il principe di Bismarck non vuol certo costruire una sorta di Anschluss, spetterà un altro cancelliere negli anni 30 del Novecento e costruire l'Anschluss, l'unione fra tedeschi e austriaci, che molti austriaci del resto auspicavano e le auspicavano già dagli anni 60 dell'Ottocento, Bismarck non vuole arrivare a questo, si accontenta, e non è poco, di scalzare definitivamente l'Austria dal suo ruolo di forza guida, di potenza guida del mondo tedesco. In cambio il principe di Bismarck offre, spinge l'Austria ad ottenere il cosiddetto compenso balcanico quindi avvolgersi sempre più a est e a sud, a guardare sempre, con sempre maggior interesse all'Ungheria, ai Paesi Slavi, ai Balcani, non all'Italia, sulla quale Bismarck ha dei, delle mire diplomatiche vuol stringere un'alleanza con l'Italia e ci riuscirà bene. L'Austria naturalmente per ovvi motivi è molto più tiepida della Prussia nei confronti dell'amicizia con l'Italia dopo la rottura militare e politica del 1859 che non si sotturerà mai del tutto. Il disegno di Otto di Bismarck cozza ed entra in conflitto con un altro disegno. Che formalmente noi siamo obbligati ad attribuire a Napoleone III, ma che in realtà dovremmo piuttosto attribuire, a parte i ministri di Napoleone III, che non sono mai granché, tutto sommato, l'imperatore ama far politica da solo, il problema è che non la fa da solo, ma si fa aiutare, si fa consigliare dalla sua consorte, Eugenia di Montico. L'imperatrice Eugenia ha un piano, ne abbiamo già accennato, abbiamo già delineato le linee portanti del piano dell'imperatrice Eugenia qualche sera fa. In pratica si tratta di questo: Eugenia sogna una grande alleanza dei paesi cattolici ed euromeridionali, quindi, un'alleanza che sia in grado di fronteggiare da un lato il pericolo democratico, per democratico si intende evidentemente il pericolo dell'insorgere delle sinistre in Francia come in tutta Europa e dall'altro in qualche modo ostacolare l'ascesa dei paesi nord europei e protestanti e quindi evidentemente un legame forte tra Francia ed Austria che dovrebbe essere l'asse diplomatico portante intorno al quale dovrebbero riunirsi anche, collegarsi prima o poi anche l'Italia e la Polonia. Un disegno che sulle prime sembra quasi riuscire ad arrivare in porto. Le due linee contrastanti, la linea espansionistica e se non pangermanistica, che mai lo è stata, perlomeno la linea egemonica prussiana di Ottone di Bismarck e la linea invece dell'alleanza franco-austro-bavarese nelle intenzioni anche italiana e polacca e perseguita da Napoleone III che nel frattempo ha sempre più interessi anche diretti verso, verso il vicino oriente. Ci stiamo avvicinando al tempo in cui sarà in uh, pompa magna aperto il canale di Suez e quindi interessi nei confronti della, della Turchia, del che Kedived Egitto, eccetera. Ecco, queste due linee, una politica diciamo così mediterranea e di Napoleone III, che però passa attraverso l'infrangere il principio della solidarietà fra gli stati tedeschi, perché Napoleone III non ha, non si sogna nemmeno di provare a intrattenere rapporti d'alleanza con la Prussia, mentre viceversa invece guarda con interesse all'Austria. Queste due linee sono contrastanti e una volta di più... Eh, Francesco Giuseppe sente che deve scegliere, ma sente anche che non sarà lui il protagonista di queste scelte, sarà piuttosto agito che non agente dalla storia, almeno in questo momento. Però bisogna aggiungere che la sconfitta del 59 lo ha profondissimamente segnato. L'elemento umano e intimo, se si vuole, del lento e quieto precipitare dei suoi rapporti con la moglie, gli ha dato ulteriormente, gli ha conferito un ulteriore elemento di tristezza, di introversione, i rapporti personali, coniugali, a tutti i livelli del termine, tra... Francesco Giuseppe e Sissi in fondo terminano all'inizio degli anni Sessanta e non riprenderanno più. Eh, Elisabetta farà di tutto per non stare a corte, né, né a Schönbrunn, che non ama, né alla Hofburg, la residenza di lavoro in pieno centro di Vienna dell'imperatore. L'imperatore cercherà di riconquistarla più volte. Anche se fra i due è certamente lui il più infedele. Ma si tratta sempre di infedeltà molto superficiali, però non ci riuscirà. Nel frattempo si consuma il dramma dello scontro tra Austria e Baviera, da una parte, e Prussia, dall'altra. La guerra austro-prussiana contro la Danimarca. Che ha annesso lo Schleswig-Holstein nel 1864? Segna un'altra vittoria della Prussia. Il governo austriaco non ha osato affrontare e sfidare. Se se così si può dire, l'opinione pubblica del suo paese che chiede, in gran parte anche perché i nazionalisti austro-tedeschi fanno la voce, la voce grossa, anche se non sono la maggioranza, chiede che si sia sempre al fianco della Prussia. E quindi si è entrato in questa guerra con pochissima sicurezza, con pochissima determinazione da parte dell'imperatore. Con la convenzione di Gatstein del 14 agosto del 1865 si arriva a un compromesso. Lo Holstein a mezzogiorno è affidato all'amministrazione austriaca, lo Schlewig a settentrione a quella prussiana. Ormai il dualismo austro-prussiano, quindi un sud contro un nord, una Germania cattolica contro una Germania protestante, una Germania commerciale e agricola contro una Germania agricola e industriale sta diventando insostenibile. Fra parentesi si potrebbe anche osservare che si crea con questo dualismo austro-prussiano uno strano tipo di, come dire, di simmetria storica. Sta succedendo più o meno, mutatis mutandis, qualcosa di molto simile anche nel Nuovo Mondo, negli Stati Uniti. Proprio in quegli anni si sta consumando il divorzio e poi si arriverà alla guerra fra il nord industrializzato e il sud agricolo, eh, la guerra civile, la guerra di secessione, la guerra civile americana, che come vedremo avrà un forte contraccolpo proprio nelle vicende europee in genere e anche austriache in particolare. Vedremo fra un attimo come. Intanto matura la guerra austro-prussiana. È inevitabile? Si sarebbe potuta evitare? Certamente sì. Però dopo la guerra tedesco-danese del 1864-65, il movimento Klein-Deutsch, sostenuto dalla Prussia, che tende a portare la Prussia a un livello di egemonia su tutta la Germania, che scalzi l'egemonia prevalentemente morale dell'Austria e del suo impero. Quindi abbiamo una potenza effettiva, la Prussia, che col suo grande fascino e con il miraggio di una Germania che domani potrà essere tutta unita, cerca di mettere in angolo, in corner, l'Austria che invece è molto tiepida nei confronti del nazionalismo tedesco. E Bismarck spinge l'Austria a una sorta di balcanizzazione, però naturalmente il governo austriaco fa resistenza in questo momento. La Prussia si prepara alla guerra in modo estremamente cinico, fra l'altro stipula con l'Italia un patto anti-austriaco. La posta in palio per gli italiani è il Veneto. A questo punto un nuovo Vulnus nei confronti dei già compromessi estremamente compromessi i rapporti fra Austria e Italia. Sono in questi anni, fra l'altro, che nasce, proprio in questi anni che nasce la leggenda, in fondo una leggenda totalmente destituita di fondamento storico, secondo la quale l'Austria sarebbe il secolare nemico dell'Italia. L'Austria non era mai stata nemico dell'Italia, converge su, su questa leggenda un'idea molto grossolana dei germani che stanno a nord delle Alpi e che sarebbero i secolari nemici e i secolari invasori, ma a parte il fatto che questo non è vero, non è vero nemmeno per l'Alto Medioevo, in ogni modo quei Germani, veri o supposti invasori che siano mai stati dell'Italia, con gli austriaci non hanno mai avuto niente a che fare i rapporti fra Austria e Italia, pensiamo al XVIII secolo. Sono stati sempre rapporti prevalentemente positivi. Ma tant'è, eh, le leggende storiche, i miti storici seguono evidentemente la logica della politica e non quella della verità critica. Nel 1866 a Vienna trionfa un'operetta dal titolo Cavalleria leggera di un grande autore di operette, Franz Suppe nato nel 19 e morto nel 95, ma nel frattempo l'esercito austro-bavarese, gli austriaci e i bavaresi sono naturalmente legati dal loro patto familiare, anche religioso e di contiguità geostorica e geopolitica, e sono indissolubili, l'esercito austro-bavarese, un buon esercito, ma un esercito forse un po' antiquato, fa una figura alla suppé, la cavalleria leggera, si può dire anzi proprio da armata da operetta contro la splendida macchina da guerra prussiana. In particolare sono, ma non solo quelli, ma certamente in prima linea, caso di dirlo, i fucili Dreise, a retrocarica, cinque colpi al minuto, che sbaragliano la povera fanteria di linea austriaca, armata dei fucili Lorenz, buoni fucili ma ancora ma ad avancarica, che sparano un colpo al minuto, quindi siamo uno, uno contro cinque. Nel frattempo l'Italia entra in guerra contro l'Austria, evidentemente la posta in alto è splendida, è il Veneto, e viene immediatamente sconfitta a Custozza il 24 giugno, e poco dopo anche sul mare, a Lissa da Tegetov, il 20 luglio. Eh, viene da ridere quando si pensa che... E' è da ridere un po' amaramente per noi italiani eh? che il famoso telegramma dell'ammiraglio Persano, la flotta italiana è rimasta padrona delle acque dopo lo scontro di Lissa, pare che in un primo tempo fosse vergato, secondo gli usi dello Stato Maggiore piemontese, in francese. Laddove invece il grande ammiraglio austriaco, austro-ungherese, il Tegetov, Sbracciandosi dalla plancia della sua ammiraglia, grida ai marinai dell'Imperial Regia Marina: Gavemo vinto, Fioi! Evidentemente in Veneto, eh, la lingua che si parlava ordinariamente nelle marinerie dell'Adriatico. L'Imperial Regia Marina austriaca saluta la sua vittoria in italiano l'ammiraglio persano quasi quasi scrive trionfalmente la sua sconfitta in francese scrivendo al re d'Italia. Sono cose che succedono evidentemente, anche di queste cose è fatto un po' il nostro risorgimento, può essere un po' agrodolce ricordarlo. Il 21 luglio però, il giorno dopo, lissa, le due cose non c'entrano nulla, c'è una vittoria, la vittoria di Garibaldi a Bezecca. È una vittoria modesta, viene un po' gonfiata dalla nostra propaganda, la storia militare, la storia delle guerre si fa. Anche in questa maniera l'esercito austriaco ha altro da fare a Bezzecca perché c'è il maresciallo Morche che nel frattempo tre settimane prima ha sconfitto gli austriaci a Sadova ed è arrivato a pochi chilometri da Vienna. Quindi questo è il quadro, ma certamente la battaglia di Bezzecca è una battaglia importante, i garibaldini si comportano bene e il nostro fiore all'occhiello in questa guerra austro-bavaro-prussiana che vede gli italiani intervenire mh, non felicissimamente sul fronte meridionale. Si arriva all'armistizio austro-prussiano a Nicholsburg alla fine di luglio, cioè poco, poco tempo dopo Sadova, dopo Bezecca, dopo Lissa. E naturalmente a questo punto gli italiani entrano in possesso anche di, una che è, di quella che poteva essere la gemma della del sud dell'impero austriaco, la costiera, Veneta e la città di Venezia. Sì, c'è un filo di comicità in questa, in questa guerra del 66, la commedia dell'avanzata garibaldina in Tirolo per esempio, in generale Garibaldi si comporta bene, io non so se ha ragione il professor Dennis McSmith quando dice che Garibaldi è uno dei grandi geni militari dell'Ottocento, non mi intendo di storia militare dell'Ottocento, per quello che non so io forse il professor McSmith esagera un po', ma certamente questa Avanzata non sarebbe stata nemmeno una cattiva idea. Si sarebbe potuti arrivare fino a liberare Trento e Trieste quindi, se si vuole, risparmiarci l'entrata in guerra nella, nel 1915. Però questa avanzata, piuttosto tumultuosa, davanti al nulla perché l'esercito austriaco a questo punto si disinteressa della situazione perché l'armistizio è già stato firmato e gli austriaci sanno benissimo che gli italiani non potranno far nulla. Che il principe di Bismarck non voglia. E infatti il principe di Bismarck non ha nessuna intenzione di tagliare lo sbocco al mare all'impero d'Austria. L'impero d'Austria deve tornare ad essere un alleato della Prussia, alleato in sottordine se si vuole, ma senza dubbio questa è la visione del principe di Bismarck. Quindi a noi non spetta conquistare il litorale veneto oltre Venezia. È un discorso, una partita che sarà rimandata. Quindi Garibaldi si deve ritirare dal Trentino. Ordine preciso dello Stato Maggiore di Sua Maestà il Re d'Italia, 8 agosto, dieci giorni prima del compleanno dell'Imperatore, il 18 agosto. Garibaldi telegrafa, piuttosto seccato, con il famoso obbedisco, una sola parola. E che dice tanto, evidentemente, d'altra parte non si poteva far diversamente. Certo che Garibaldi nel 66 ha rivissuto qualche cosa che poi gli ha ricordato altri episodi del suo apporto all'unità d'Italia. Quattro giorni dopo si ha l'armistizio italo-austriaco a Cormons, una città fatidica, città fatidica perché ancora oggi, ogni anno, il 18. Agosto, genetriaco dell'imperatore Francesco Giuseppe, la gente di Cormos fa una grande festa in omaggio all'imperatore. È una, un appunto turistico che non dovreste, non dovreste dimenticare, vale la pena di andarci qualche volta. Infine, la pace vera e propria, la pace di Praga fra Austria e Prussia. La Prussia si prende tutto lo Schleswig e lo Stein, si prende anche l'Hannover e quindi si allarga come regno. Il suo rapporto con gli altri stati tedeschi è ormai un rapporto di vera superpotenza, di vera potenza egemone. La Confederazione Germanica viene sciolta. E questo è un segnale preciso, insomma. Sta diventando inutile dal momento che prima o poi la Prussia in qualche modo si allargherà su tutta la Germania. Nel 66 c'è già in nuce quello che succederà quattro anni dopo nella sala degli specchi a Versailles, la proclamazione dell'impero tedesco e la corona imperiale, una nuova corona imperiale che non ha nulla a che fare con quella del sacro romano impero medievale e rinascimentale, la nuova corona imperiale sulla fronte di Guglielmo di Prussia. E a questo punto veramente eh, l'umiliazione dell'Austria asburgica sarà completa. Con la pace di Vienna fra Austria e Italia, il 3 dicembre, al solito, l'Austria cede il Veneto a Napoleone III. Si ripete la commedia di sei anni prima a proposito della fine della seconda guerra d'indipendenza. Gli austriaci non vogliono trattare, col massimo disprezzo, non vogliono trattare con l'Italia e cedono il Veneto a Napoleone III che lo passa graziosamente all'Italia. E così si conclude questa pagina abbastanza amara, agrodolce per noi italiani, amarissima per l'imperatore Francesco Giuseppe. Il 1867, cioè l'anno successivo alla sconfitta nella disgraziata guerra contro la Russia, è veramente un anno nodale doloroso per molti versi, anche importante però politicamente per altri nella vita di Francesco Giuseppe e nella vita anche del suo, del suo regno, evidentemente. Anzitutto entra prepotentemente in gioco il primogenito, poco più che adolescente, il primogenito di Francesco Giuseppe e di Elisabetta, l'Arciduca Rodolfo, l'erede al trono noto per essere un giovane inquieto, amante delle lunghe passeggiate, della caccia, uno spirito romantico anch'egli come la madre e come il suo eh, amato congiunto Luigi di Baviera, ma anche uno spirito versato in termini di vita politica, un uomo profondamente aperto al progresso. Lo hanno anche detto, non senza ragione, un, un liberale progressista, diciamo così, come diremmo oggi e come in fondo si diceva anche allora. Un uomo affascinato dai progressi della tecnica, della scienza e un uomo che capisce anche che la compagina austriaca va tenuta insieme in qualche modo, rinunziando un po' allo strabismo o al semi-mono-oculismo tradizionale della politica austriaca, voglio dire questo, voglio dire che fino ad allora l'Austria aveva agito prevalentemente come uno Stato tedesco, niente in contrario al riguardo, senza dubbio lo è, però nello stesso tempo l'Austria ha anche un piede in Italia e continua ad averlo, perché parte del Veneto e lo sbocco al mare, prestigiosissimo. Porto di Trieste, la città storica di Trento, appartengono ancora all'Austria. Poi ci sono sudditi austriaci, sudditi dell'impero, di varie nazionalità: ungheresi, slavi, gli slavi del nord, gli slovacchi e i boemi, gli slavi del sud, i croati, e poi ancora ci sono altre nazionalità minori fino al mosaico del nord dei Balcani, ci sono i Ron, gli Zingari, ci sono gli ebrei numerosissimi, molto amati dalla dinastia asburgica e che amano la dinastia asburgica, insomma un coacervo di nazioni, di popoli, che poi noi conosciamo anche attraverso la letteratura la cacania di Musil questo paese decrepito che va avanti a stento che perde pezzi continuamente guidato da un triste funzionario in perenne divisa grigio-azzurra però allo stesso tempo anche un paese ben ordinato un paese dove la corruzione è minima un paese dove in fondo le cose funzionano bene ci sono pochi sprechi c'è un molto ordine pubblico c'è molto senso di lealismo reciproco una dinastia fedele al suo popolo un popolo fedele alla sua dinastia bisogna dire che non è, non è poco senza dubbio Rodolfo a questo punto interviene Massicciamente, sfruttando le sue amicizie, soprattutto negli ambienti liberali ungheresi, gli ungheresi ambiscono a entrare a tutto titolo nella compagine imperiale e a parità di Ausgleich, si dice in tedesco, a parità di dignità. E allora non c'è altra scelta. Bisogna trasformare l'impero in un impero diarchico. Bisogna che l'imperatore d'Austria diventi anche formalmente re d'Ungheria e che i due stati siano due corpi separati in unione personale nella persona del monarca di Casasburgo. Ed è appunto quello che succede col compromesso austro-ungarico del giugno 1867. Da allora l'impero d'Austria si trasforma in con pagine imperial regia d'Austria e Ungheria. Francesco Giuseppe quindi incoronato a Budapest con le insegne tradizionali, la corona di Santo Stefano, nel 1867. È un grande successo per lui. La nobiltà magiara gli si fa intorno, gli ungheresi saranno da allora in poi fedelissimi agli Asburgo. Si suturerà quel rapporto di reciproca diffidenza che in fondo aveva spinto gli ungheresi fra le braccia degli Asburgo solo perché l'alternativa era il permanere soggetti alla Sublime Porta, al sultano, al sultano turco. Da allora gli ungheresi saranno veramente, per certi aspetti, il nervo, soprattutto nell'esercito, ma anche nell'amministrazione dei lealisti asburgici. E questo è un successo, un grande successo anche personale dell'arciduca Rodolfo, che si vede aprire davanti i destini più fulgidi. Nel frattempo, però, Francesco Giuseppe è colpito nei suoi affetti familiari ed è colpito durissimamente. La cugina Matilde, questo è un episodio poco noto della storia de, di Francesco Giuseppe e della famiglia, ma forse ricordarlo fa bene per capire un po' come intorno al primo funzionario dell'impero si cominci a tessere una tela di ragno di fantasmi. La cugina Matilde muore nel 67 incidentalmente e fuma. Che per una signora nel 1867, per giunta di sangue reale e imperiale, non era proprio disdicevole, ma certo era un atteggiamento come hanno spesso eh, i personaggi di Casa Asburgo e anche di Casa Wittelsbach, è un atteggiamento piuttosto libero. Matilde viene certamente punita di questo anticonformismo in una misura senza dubbio molto più dura di quanto l'infrazione non avrebbe richiesto. Muore, muore atrocemente, bruciata ha un bell'abito di tulle di organza che, come sapete, prende fuoco con nulla, una scintilla della lunga sigaretta che fuma sigaretta ungherese fra l'altro, la trasforma in una torcia umana. Eh, Francesco Giuseppe che non ha mai approvato, naturalmente, nessun tipo di, di cedimento alle mode, di cedimento ad atteggiamenti viziosi, anche minimi come una sigaretta, viene profondamente colpito da tutte queste cose. Comincia a chiedersi se questi segni non siano una sorta di punizione divina o di segnale divino, secondo il quale ormai il favore di Dio non accompagna più la casa d'Austria, ma succede di peggio. Nel 67 muore anche il fratello di due anni più giovane di Francesco Giuseppe, il fratello Massimiliano. E di Massimiliano naturalmente bisogna dire qualche cosa in più. Massimiliano è una delle, insieme a Rodolfo è una delle grandi speranze della Casa d'Austria, un uomo brillante, colto, sensibile, molto ben visto, si può dire da tutti, ufficiale di marina, innamorato delle navi, dei viaggi, grande viaggiatore. Il suo primo viaggio, lui è nato a Schönbrunn, nella reggia urbana di Vienna, nel 1832 il 6 luglio quindi è di, di due anni più giovane di Francesco Giuseppe e a vent'anni ha compiuto uno splendido viaggio, una splendida crociera a Sicilia, Baleari, Portogallo, Algeria, Albania. Eh, L'imperatrice Elisabetta ha sentito da lui le prime mh, descrizioni delle predilette isole del Mediterraneo e di questo viaggio ci ha lasciato anche uno splendido ricordo, un bellissimo diario che fra l'altro è stato pubblicato anche in italiano e che potete leggere. Massimiliano ha visitato un po' tutto il Mediterraneo, è entrato diciottenne nella Marina austriaca, ha alternato crociere a, agli atti dovuti in quanto ufficiale e ben presto alto ufficiale della Marina. Ha fatto anche rigere nel 1953 una chiesa viennese che si visita ancora, la Votivkirche appunto, per ringraziare il Dio per un scampato pericolo durante un attentato, uno dei non moltissimi, ma qualche attentato l'ha avuto anche Francesco Giuseppe, durante un attentato all'imperatore. E nel 54 viene nominato controammiraglio e poi nel 57 è nominato governatore del Lombardo Veneto. È molto importante questo fatto del giovane fratello dell'imperatore che viene nominato appunto nel 57, quindi poco più che ventenne. Viene nominato governatore del Lombardo Veneto. Intanto, come governatore del Lombardo Veneto, si comporta molto bene e lascia dietro di sé una scia di, di grande credibilità e anche un pochino di nostalgia. Però, come sapete, con la seconda guerra d'indipendenza il lombardo veneto praticamente sparisce quasi del tutto. Diventa Veneto e poi anche una parte del Veneto verrà annessa all'Italia con la terza guerra in indipendenza nel 66. Massimiliano però è stato messo lì dall'imperatore proprio perché l'imperatore sa benissimo l'ascendente che il giovane contrammiraglio della Marina Imperiale ha anche sugli italiani. E in effetti non diciamo che la presenza di Massimiliano ritarda la vittoria franco-piemontese, ma certamente attutisce di molto l'entusiasmo dei Lombardi per l'arrivo dei piemontesi. Di lì a poco i Lombardi inglobati nel Regno d'Italia cominceranno naturalmente a mugugnare e a sostenere che tutto sommato l'arciduca era un governatore migliore di quanto invece non siano i prefetti del Regno d'Italia. Sono cose che succedono, come sapete, gli italiani amano il mugugno. Nel frattempo Massimiliano si trasferisce da buon marinaio è più prestigioso, anche nell'unico, tutto sommato, grande porto dell'impero, la città di Trieste, e nella città di Trieste... Sfidando qualche leggenda che sosteneva che quella zona era una zona poco, poco adatta a viverci, una zona su cui aleggiavano un po' leggende che parlavano di iettatura, eccetera. Lui non crede in queste cose, è un giovane aperto, intelligente, colto e vuole che lì sia eretto il bel castello neogotico di Miramare. E bisogna dire che il castello neogotico di Milamare a quanto pare non gli ha veramente portato, portato fortuna, c'è anche una bella poesia del Carducci al riguardo e la fama sinistra di questo luogo incantevole è rimasta ancora legata alle pietre di Milamare. Naturalmente l'importanza politica di Massimiliano non si limita a questo, Massimiliano deve essere valorizzato in qualche modo, l'imperatore di Francia ha grande stima di lui, l'imperatrice Eugenia lo adora anche perché l'imperatrice Eugenia è molto sensibile al fascino dell'altro sesso e Massimiliano è un uomo bellissimo, porta splendidamente l'uniforme, è molto galante ma nello stesso tempo molto corretto. In insomma si pensa a lui come al destinatario di qualche cosa di più di un posto di governatore come sappiamo nel 1823 il presidente degli Stati Uniti d'America il famoso Monroe pronuncia un discorso un discorso su un testo scritto da uno dei grandi intellettuali eh, statunitensi del tempo scritto da John Adams un discorso che conosciamo benissimo è la dichiarazione di indipendenza, è il caso di chiamarla così, degli Stati Uniti rispetto all'Europa. È un avvertimento all'Europa, l'Europa non deve più guardare al continente americano come a una possibile area di espansione. L'America agli americani. Il che significa evidentemente, questo il presidente Monroe non lo dice apertis verbis, ma è evidente: l'America agli americani sotto l'egemonia della nuova grande potenza che si sta sviluppando nel continente americano, quindi degli Stati Uniti d'America. In pratica, qual è l'avvertimento? Gli Stati Uniti d'America non tollereranno che le potenze europee, non si parla evidentemente dell'Inghilterra o della Francia o dell'Olanda, che ormai non hanno più nulla nel continente americano, ma si parla semmai e principalmente della Spagna, debbono capire che è l'ora di sloggiare dall'America Latina. La Spagna ha ancora un agonizzante ma sterminato impero che però è stato già duramente menomato dai vari movimenti di liberazione dei Libertadores che dal primo Ottocento hanno cominciato a dichiarare la loro indipendenza rispetto alla madre patria. In particolare c'è un grande paese che interessa straordinariamente gli Stati Uniti, confinante, il Messico, con il Messico gli Stati Uniti hanno avuto anche problemi. Una guerra, addirittura una guerra sanguinosissima, quando il Messico era retto dalla dittatura militare, liberale sotto il profilo politico del generale de Santa Ana, è l'epopea di Alamo, eh, di Fort Alamo, che tutti conosciamo. E gli Stati Uniti guardano al Messico e cercano naturalmente di avere in Messico un governo a loro favorevole. Alla fine mettono gli occhi su un agitatore. Un grande rivoluzionario, un uomo di grande, di grande livello, Benito Juarez, e decidono che Benito Juarez è il loro cavallo di battaglia. Benito Juarez avvia una legislazione molto, aper molto aperta socialmente. E culturalmente segnata da un forte elemento anticlericale. Si capisce anche perché la Chiesa messicana è ricchissima, molto influente, profondamente legata al mondo spagnolo e all'Europa, e evidentemente tiene ai suoi privilegi politici, tiene alle sue rendite territoriali, alle sue rendite fondiarie. Benito Juárez fa una politica anticlericale perché in realtà vuol cambiare il volto sociale del Messico. Gran parte delle aristocrazie messicane d'origine spagnola che si sentono profondamente legate alla Spagna e che sono profondamente cattoliche mordono il freno e naturalmente siamo in, nella seconda metà degli anni 60. Nel frattempo gli Stati Uniti sono un pochino distratti perché c'è ancora in corso la guerra civile. La guerra di secessione e allora cosa succede? Che i maggiorenti messicani avversi a Juarez si rivolgono all'imperatore Napoleone III e gli chiedono un nuovo equilibrio. A Napoleone non pare il vero di poter mettere il piede della grande Francia bonapartista anche al di là dell'Atlantico. Su questo scenario messicano ci salutiamo e il mio appuntamento ancora con Francesco Giuseppe e dintorni alla prossima settimana. Buonasera da Franco Cardini, stiamo per addentrarci nella settimana conclusiva del nostro ciclo dedicato a Francesco Giuseppe d'Austria e alla sua vita. Massimiliano è il protagonista di una delle molte tragedie di casa Asburgo. Vi ricorderete che abbiamo riassunto la settimana scorsa per grandissime linee la carriera brillante di questo fratello minore, minore di poco, di due anni, dell'imperatore Francesco Giuseppe, che sposa Carlotta del Belgio, un matrimonio... Particolarmente felice e armonioso e che a un certo punto sembra sia al suo imperiale fratello sia soprattutto al grande alleato della casa d'Austria che in quel momento è Napoleone III. E che ispirato dalla moglie cerca di creare un grande asse delle potenze cattoliche in Europa e a questo punto bisognerebbe dire nel mondo perché Napoleone III capisce da messaggi che gli arrivano dal Messico che questo forse è il momento buono per espandere l'influenza francese, ma la Francia non basta, al continente americano. Naturalmente ci vuole un minimo di legittimità e di legittimazione anche storica. Napoleone, come il suo grande zio, è molto... Convinto di star recitando davvero la parte dell'imperatore, si dimentica un po', un po' spesso che in fondo i Bonaparte sono dei parvenus nel ruolo imperiale, però capisce che da parte francese non ci sarebbe nessuna ragione per poter legittimare un'intrusione nelle cose messicane. Da parte austriaca il discorso cambia. Il discorso cambia perché ci sono pur sempre gli Asburgo, e gli Asburgo sono stati i titolari del grande impero, l'impero di Carlo V, donde nunca sia questa il sol, dove il sole non va mai a dormire. Dalle Ande alla Moldava, dal Pacifico, dalla città di Lima fino al centro Europa, a Praga, attraverso l'Atlantico. E allora chi meglio di un Asburgo per restaurare l'ordine in un paese provato, in un paese che in quel momento viene minacciato da una, potenza, da una grande potenza straniera, dal nord, dagli Stati Uniti, un paese che oltretutto in quel momento vede in pericolo la sua tradizione religiosa, perché il rivoluzionario Benito Juarez sta facendo una forte politica anticlericale che per la verità non coincide proprio con una politica anticattolica, però sono molto presenti nella, nella borghesia messicana anche veri e propri elementi anticattolici e anticristiani, legati ai movimenti massonici, legati al mondo statunitense, che se non anticristiano è perlomeno evidentemente, non totalmente, ma nella sua maggioranza protestante. Quindi non legato da particolari amicizie alla Chiesa cattolica, non dimentichiamo che la Chiesa Cattolica degli anni sessanta è la Chiesa di un pio nono che ormai ha abbandonato le sue istanze liberali, semmai le ha veramente avute, nei primi anni e pontificato. Fra parentesi, non dimentichiamo che in seguito alla proclamazione del dogma dell'infallibilità pontificia, perfino la Cattolicissima Austria. Ha minacciato una sorta di scisma religioso. Quindi in questo momento la tensione col mondo cattolico c'è e è un po' presente in vari paesi. Ebbene, Massimiliano e Carlotta del Belgio, la moglie, vengono spediti con truppe francesi. L'imperatore Francesco Giuseppe non ama questa avventura, non ci crede si rifiuta di entrarci direttamente, ma certo non può impedire al fratello un destino imperiale che potrebbe essere splendido. Certo, se gli Asburgo di Massimiliano fossero riusciti a radicarsi in Messico in questa loro esperienza, in questo loro esperimento imperiale, le cose americane avrebbero potuto essere diverse. Massimiliano fa una visita a Parigi. Dove si accorda con Napoleone III, che in realtà sarà, diventerà il gran patron dell'impero neo-asburgico messicano, e poi parte per il Messico. Parte dalla. Fatidica Trieste, parte anzi proprio eh, formalmente dalla sua Miramare, dal piccolo porto del castello di Miramare. Carducci, nella sua poesia dedicata a Massimiliano, sottolineerà i cattivi auspici che accompagnano questa partenza, in toni, in toni molto lugubremente romantici. Eh, questa poesia è una delle più efficaci, fra l'altro, di Giosuè Carducci. E l'impresa finisce male. Nonostante l'appoggio relativamente massiccio delle truppe francesi e anche l'organizzazione piuttosto affrettata di un esercito imperiale messicano, Juarez la meglio e Massimiliano viene fucilato a Queretaro nel 1867, dopo, si può dire, un sostanziale tradimento o perlomeno un chiaro abbandono da parte di Napoleone III, che a un certo punto non ce l'ha più fatta a sostenere militarmente l'impresa strampalata di Massimiliano e non ce l'ha più fatta anche perché gli Stati Uniti si fanno sentire e si fanno sentire con minacce di ritorsioni abbastanza, abbastanza forti. Napoleone III abbandona al suo destino Massimiliano, nonostante le preghiere incessanti e il pellegrinaggio quasi eroico della moglie della, di Carlotta del Belgio, un po' per tutte le corti d'Europa. Per impetrare la salvezza del marito, non ci sarà nulla da fare. Fra parentesi, nemmeno il presidente degli Stati Uniti riesce a impedire la fucilazione di Massimiliano. Ora sottolineiamo questo fatto, non, non, non è una cosa da poco: viene fucilato non solo un collaboratore di Napoleone III. Quindi di quello che si poteva pensare all'epoca uno delle, dei titolari delle, della massima potenza nel mondo, la Francia napoleonica, eh, nel, negli anni 60 e l'Ottocento è sicuramente una, una superpotenza mondiale, ma viene fucilato anche il fratello dell'imperatore d'Austria. In altri termini è un avvertimento molto duro: è un avvertimento molto duro che si deve leggere per forza di cose come proveniente dalla Casa Bianca, come proveniente da Washington. Il presidente degli Stati Uniti che pure ha interposto formalmente qualche buon ufficio perché fosse risparmiata la tragedia di Massimiliano, in realtà ha voluto mandare un avvertimento pesante e molto chiaro alle potenze europee. In l'America deve essere agli americani. In America gli europei non debbono più mettere piede con le vesti della grande potenza. Da lì a poco, da lì a qualche decennio, fra 1894 e 1898, con la guerra di Cuba sarà cancellata l'ultima vestigia dell'impero spagnolo e l'America da allora in poi sarà veramente agli americani e degli americani con un'ecemonia evidente. In mano agli Stati Uniti d'America, e altrimenti sarebbe stato inconcepibile pensare soluzioni diverse. Della epopea triste di Massimiliano ci restano molti ricordi: un bellissimo film dove Benito Juarez è interpretato da un grande attore, del Mooney. E ci resta eh, il ricordo dell'epopea romantica di Carlotta legata a quella romanza messicana, struggente, La Paloma, che ancora oggi si ricorda, proprio collegata a Massimiliano. Non escludendo fra l'altro anche la fama di canzone che non porta esattamente fortuna, un po' come tutte le cose toccate da questo infelice principe di Casalsburgo. Procede intanto, felicemente in apparenza, l'Ausgleich. Austria, Impero d'Austria e Regno d'Ungheria eh, sono ormai divise, ciascuno con il suo esercito, ciascuno con il suo apparato eh, politico, amministrativo, fiscale, ciascuno con una, anche con uno sbocco al mare preciso che sarà evidentemente Trieste per l'Austria e la Dalmazia invece per l'Ungheria. Naturalmente l'Austria, che da allora in poi si chiamerà Cislaitania, perché si sceglie un affluente del Danubio, che è un affluente di destra del Danubio, che è la Laita, per stabilire il confine fra i due stati, la Cislaitania si costituisce come un mosaico di nazioni, ben otto diverse nazioni fra loro, ci saranno anche gli slavi, ci saranno i galiziani, ci saranno i boemi, gli slovacchi, eccetera, poi successivamente arriverà anche la Bosnia-Zegovina, mentre invece l'Ungheria è più compatta e all'Ungheria si annette però anche una coda meridionale, diciamo, di tipo slavo, cioè la Croazia e la Slavonia o Slovenia, che appartengono sempre alla compagine asburgica, ma che rispondono al Regno d'Ungheria, che hanno la loro capitale a Budapest. A questo punto, l'irredentismo e l'orgoglio della nobiltà magnatizia ungherese viene abbastanza soddisfatto e Rodolfo è il grande eroe, ma insieme anche a Elisabetta. Elisabetta e Rodolfo sono stati i due grandi paladini dell'indipendenza ungherese e gli ungheresi non lo dimenticheranno mai, non l'hanno dimenticato ancora fino ad oggi, però nello stesso tempo naturalmente questa diarchia austro-ungherese Esercita le invidie, si può dire addirittura l'astio per un verso e il desiderio di emulazione per un altro, delle altre etnie presenti nell'impero austro-ungarico. Ormai si può usare questo termine austro-ungarico. Naturalmente, le altre etnie sono tutte abbastanza deboli, compresa quella veneta, quindi italiana, che residualmente esiste ancora nell'impero, però ce n'è una che è importante, l'etnia slava quindi la Croazia, quindi la Slovenia, il mondo slavo comincia a entrare in fermento, così come esiste un pangermanesimo già da, um, da molto tempo che vorrebbe che tutti i tedeschi si unissero in una sola patria e che quindi concettualmente vorrebbe cancellare l'impero d'Austria. Nello stesso tempo esiste anche un panslavismo e il grande patrono del panslavismo è naturalmente il monarca, l'imperatore slavo di questo quadro geostorico che andiamo delineando, cioè lo Zar. A questo punto lo Zar, che ama sempre pensare che prima o poi riuscirà a entrare nel Mediterraneo, comincia a guardare con sempre maggior interesse ai Balcani. Ma nei Balcani ci sono due potenze che se li spartiscono: l'Austria e e la Turchia. Come si vede si sta già delineando la Prima Guerra Mondiale, il panslavismo come grimaldello per erodere l'impero austriaco e l'impero turco. Non si creda che questa faccenda della diarchia austro-ungherese venga salutata da tutti gli austriaci con grande piacere, dagli ungheresi si direbbe di sì. Abbiamo già accennato al fatto che gli slavi, tutto sommato, non sono contenti. Fra l'altro, gli slavi croati e sloveni probabilmente avrebbero preferito restare sotto l'impero austriaco che non sotto il regno d'Ungheria. È vero che il sovrano era sempre l'imperatore d'Austria e d'Ungheria, ma l'amministrazione era diversa, ma l'egemonia dell'elemento austriaco, quindi tedesco, era sempre più tollerabile, meno dura. Meno, meno orgogliosa, meno violenta, forse anche molto meno scorretta della egemonia ungherese. Quindi slavi, croati e sloveni si trovano a dover essere dominati dagli ungheresi, avrebbero preferito continuare a essere dominati dai tedeschi. Questo è un elemento importante, perché accelera il movimento nazionalista, indipendentista e panslavista nelle aree slave soggette all'impero. All'indomani dell'Ausgleich, cioè della parificazione fra l'Austria e l'Ungheria, due regni, un impero e un regno che però vengono trattati allo stesso livello indipendentemente l'uno dall'altro, questo è il significato della parola Ausgleich, esce un articolo della prestigiosa Neue Freie Presse, la nuova stampa libera, un articolo piuttosto duro e molto dubitativo si comincia a temere che l'Austria si stia avviando sulla strada dell'impero ottomano, del grande ammalato dell'Ottocento, quindi deradicamento, perdita di identità, smembramento al suo interno. La forza dell'Austria era quella di essere, la forza della monarchia asburgica era quella di dominare molte nazioni unite e che avevano più o meno abbastanza di buon grado, entro certi limiti, accettato l'egemonia degli austro-tedeschi, questa messa in gioco forte di un'altra etnia, quella ungherese, che si affianca all'etnia tedesca e che esercita un prepotere sulle altre, immette un elemento di squilibrio, quindi un elemento diametralmente opposto ad alcuni dei risultati a cui si voleva arrivare proponendo questo balzo in avanti alla compagine istituzionale ungherese. E nasce da qui il progressivo e irreversibile processo di Danubio-Balcanizzazione dell'impero, quindi la sconfitta del 1867, ma più ancora un'altra cosa di cui non parleremo eh, se non per ricordarlo, perché non c'è tempo di dir tutto, cioè la fondazione nel 1870, alla fine della guerra franco-prussiana a Versailles, in spregio uno schiaffo ai francesi che hanno perduto, la proclamazione dell'impero tedesco, da cui naturalmente l'Austria resta esclusa, ma l'impero tedesco retto dai, dai, dal re di Prussia, che diventa imperatore dello Stato federale tedesco a quel punto e che quindi evidentemente mette in corner definitivamente Imperatore d'Austria, anche questo è un elemento di degermanizzazione dell'Austria. Da ora in poi l'Austria capisce che nel mondo tedesco c'è solo un posto sul predellino, un posto marginale per essa e che il suo unico destino è quello di danubianizzarsi e balcanizzarsi. Le basi della prima guerra mondiale non potrebbero essere più chiaramente stabilite. Proseguiamo. Il nostro racconto delle vicende di Francesco Giuseppe e dell'Austria del suo tempo. Dopo la sconfitta nella guerra austro-prussiana del 66 e dopo uh, i drammi, diciamo pure le tragedie che l'hanno colpito, la perdita della cugina non particolarmente amata, ma l'ha colpito la crudeltà della tragedia soprattutto la perdita del fratello Massimiliano, è finito in fondo in un'avventura che era politicamente una follia, un'assurdità, Francesco Giuseppe non l'aveva mai approvato, l'avventura messicana, però certamente aveva sperato che andasse a buon fine e a quel punto si sentiva un po'... Indirettamente colpevole della sciagura che aveva colpito il fratello, dopo il 67 effettivamente l'imperatore comincia a acquistare progressivamente quel tipo di quel tipo di aria, quel tipo di eh, modo di vivere, molto riservato, molto legato ad abitudini scrupolosamente seguite, molto anche triste in un qualche modo, che noi li conosciamo, è un uomo di eh, 37 anni, 37 anni non sono molti, nemmeno nel XIX secolo, un uomo fra l'altro in buona salute che si concede anche qualche misuratissimo divertimento, la caccia soprattutto, grandissime cacce con parchi immensi di massacri, di cervi abbattuti, secondo una tradizione che gli Asburgo del resto amavano molto, quella proprio della caccia al cervo, della, dello Hallalì, che però è l'unica, in fondo è il suo unico diversivo, cerca periodicamente di attrarre di nuovo a sé la moglie, eh, Elisabetta gli scrive lettere qualche volta tenere e la chiama Mein Engel, Angelo mio, che è un'espressione molto austro-tedesca, eh, ricorderete forse che è l'espressione con cui la giovane papagena truccata da vecchia circuisce e fa la corte a Papagheno, il quale in un primo momento non si rende conto che ha davanti una bella giovinetta e pensa di avere una vecchietta e la vecchietta chiama Papagheno Mein Engel. Ma Angelo mio è quasi intraducibile, insomma si può dire in una gamma infinita di modi che vanno dal più tenero al più audace anche al più intimo ha detta in un certo modo una connotazione sessuale molto forte e stupisce un po' come quest'uomo freddo che non quest'uomo duro che non riesce ad aprire il suo cuore che chiede misericordia a Dio perché non sa aprire il suo cuore poi trova il coraggio di scrivere queste cose alla moglie lontana, la moglie che veleggia fra la sua amata Corfù, dove si fa questa villa che è una specie di sacrario in ricordo di Achille, dove ha una specie di storia stranissima con un giovane greco, fra l'altro gibboso, un personaggio un po' particolare, e poi da Corfù passa a Madeira, si cura i polmoni, ma nello stesso tempo dimentica sempre più i suoi doveri coniugali. Anche questo è un colpo per Francesco Giuseppe. L'imperatore si muove raramente da Vienna, anzi sono famose certe estati durante le quali la famiglia si sposta a Schönbrunn. Schönbrunn è sempre a Vienna, ma nei dintorni, ormai inquadrata ampiamente nell'area urbana, ma non allora, Schönbrunn ha anche un grande parco. L'imperatore invece preferisce il suo posto di lavoro. Lavora e vive alla Hofburg molto spesso da solo. Si fa mandare anche i pasti da un ristorante, lo Stadt Frankfurt, e ama pagare, come si direbbe noi oggi, di tasca sua, cioè non gravare per queste piccole cose i pasti quotidiani, piuttosto frugali, oppure una tazza di cioccolata o di caffè. Ama pagarli con il suo appannaggio imperiale, senza toccare l'erario pubblico. È il primo funzionario dello Stato. Veste sempre l'uniforme, pensa alle questioni del progresso e ci pensa con diffidenza, è molto parsimonioso, diffida per esempio delle novità che lui giudica inutili, è rimasta famosa la sua, il suo attaccamento a un certo tipo di bottoniera che poteva essere lucidato con l'aiuto di una stecca di legno che non doveva essere rinnovata dall'intendenza dell'esercito. In questo entra un po' in crescente conflitto con Rodolfo. Tutto sommato Rodolfo assomiglia molto di più alla madre che a lui. Ha degli elementi di prodigalità, degli elementi di fantasia, degli elementi anche di requietezza, degli elementi anche di, ne di nevrosi che non sono di Francesco Giuseppe ma che sono piuttosto di Elisabetta. Intanto Francesco Giuseppe veglia sulla sua Vienna che dopo il 67 è diventata... Una grande capitale sbagliata, perché in fondo adesso le capitali sono due, Vienna e Budapest, ma già si sta facendo sempre più avanti il mondo slavo, mondo slavo che non è nemmeno del tutto cattolico, perché croati e sloveni sono cattolicissimi, ma lo stesso non si può dire dei boemi, gli slovacchi sì. I boemi no, perché i boemi hanno anche una tradizione riformata e insieme a Budapest si fa avanti la terza possibile capitale. Insieme alla tedesca Vienna e all'ungherese Budapest comincia a svolgere il ruolo di criptocapitale anche la slava Praga. Fra bellissima e estremamente affascinante non dimentichiamo che Francesco Giuseppe ha regnato sul Dottor Freud ha regnato su Franz Lear ma ha regnato anche su Franz Kafka premono le altre componenti la slavo-cattolica galiziana la slovacca, la croata e la slovenia e ci sono grandi città Cracovia, Bratislava, Zagabria, Lubiana. c'è l'Italia presente con Trento e Trieste c'è l'ebraica. Insomma, l'impero eh, si tiene sempre meno bene, la cacania di Musil si tiene sempre meno bene insieme, coesa nella sua realtà intima e in fondo i grandi, i grandi scrittori di questo scorcio dell'Ottocento e del primo Novecento sentiranno tutti, anche Musil, anche Roth, anche, anche Kafka. Il dramma costituito non solo dalla fine, dallo scheggiarsi, dal franare della casa imperiale, ma anche evidentemente dall'insorgere di queste tendenze centrifughe che l'imperatore non sa e non può controllare. Ora poi non vorrei portarvi troppo fuori strada, perché eh, se uno parla di Musil, di Roth... Di Kafka, di tutti questi personaggi che poi sono stati portati alla ribalta da una rilettura attenta, non so, posso fare altri nomi, Hoffmannsthal per esempio, e si potrebbe parlare di tante altre cose molto belle e importanti culturalmente. La musica di Johann Strauss eh, Junior, che sarà il vero grande padre del Walzer, più del Suavo, e ancora poi eh, la, la secessione viennese, l'arte di Schiele, l'arte di Otto Wagner, l'arte, l'architetto naturalmente, e l'arte di Klimt, la musica di Schoenberg, di Hindemith, eccetera. Infinite cose. Bruckner ma ci terrei a ricordare invece un autore che noi italiani, a differenza di altri, Hoffmannsthal compreso, noi italiani non conosciamo bene, ce ne siamo quasi dimenticati. Invece è una grande presenza eh, nella cultura europea. È Franz Grillparzer. Grillparzer, nato nel 1791 e morto nel 1872, quindi ha accompagnato quasi tutto l'iter dell'Ottocento, Immette in tutte le sue opere teatrali, è un grande drammaturgo che ha avuto anche molta fortuna, molta fama al suo tempo, un tema preciso, il tema della tragicità costituita dal dissidio tra la volontà di agire e l'impotenza a mutare la realtà. Quindi non si tratta della detenzione del proprio destino. Il destino nelle nostre mani. Si tratta al contrario del dissidio e della contraddizione fra l'uomo che vorrebbe avere il destino nelle sue mani e l'impossibilità obiettiva che naturalmente comporta reazioni paralizzanti. Il pentimento dell'agire, per esempio, il fare il pentirsi subito, ogni riferimento all'ausglaica, austro-ungarica, non è puramente casuale la sindrome dell'autoconservazione, quindi la perseveranza e nello stesso tempo la rinunzia. Potrebbero essere definite così, proprio queste, potrebbero essere queste le cifre della politica dell'ultimo Francesco Giuseppe, perché in fondo siamo negli anni 70, ma sul piano politico poi eh, le cose che verranno, che saranno moltissime, non tutte riusciremo a ricordarle, però sono sempre meno significative per la vita di Francesco Giuseppe, di fronte invece al destino anche di Francesco Giuseppe come uomo. C'è un episodio che chiarisce bene che cosa sente dentro di sé l'imperatore. Nel 1869, quasi quarantenne, però già molto invecchiato, Francesco Giuseppe fa il suo pellegrinaggio in Terra Santa. L'aveva già fatto Massimiliano. E Francesco ripercorre la strada di Massimiliano, dorme umilmente tra i frati francescani del Santo Sepolcro di Gerusalemme, fa molte donazioni, molte opere di bene ad ebrei, a musulmani e non solo a cristiani, si ricorda di detenere fra i suoi molti titoli anche uno formale ma prestigiosissimo, quello di re di Gerusalemme, la tradizione della corona angioino-aragonese che poi era stata ereditata dagli Asburgo. E come re di Gerusalemme si comporta in terra santa. Intanto, se l'astro dell'imperatore che si ritira in terra santa per pochi, sia pure per poche settimane, sembra offuscarsi, appannarsi, sale l'astro dell'imperatore suo concorrente di Germania e sarà il Kaiser di Germania che qualche anno dopo, nel 1898, Farà a sua volta un pellegrinaggio, un pellegrinaggio segnato da un grande dispiegamento di forze, da un grande dispiegamento addirittura di valori teatrali in Terra Santa. Il pellegrinaggio cristiano e umile di Francesco Giuseppe del 69 quasi si contrappone al pellegrinaggio splendido, fastoso, non privo d'arroganza che l'imperatore Guglielmo II farà trent'anni dopo. Nel 1898. Sono date importanti per la stessa città di Gerusalemme, che dall'arrivo dell'imperatore di Germania riuscirà del tutto a stravolta. Guglielmo II farà atterrare un pezzo di mura per entrare a cavallo a Gerusalemme, il sovrano di Gerusalemme, che è il sultano turco, grande alleato di Guglielmo II, lo accontenterà e poi finanzierà splendidamente la costruzione di edifici, ma insomma, forse di gusto discutibile, ma certo di grande imponenza nella città stessa di Gerusalemme. Questi due modi diversi di risolvere uno stesso problema, il pellegrinaggio eh, di un sovrano, di un imperatore a Gerusalemme, ci danno il quadro della distanza fra le due persone. Intanto matura una nuova tragedia. La tragedia di Rodolfo, che comincia naturalmente sotto i migliori auspici. Eh, Rodolfo è amatissimo dalla, dagli austriaci, è idolatrato a Budapest e sfoggia atteggiamenti nello stesso tempo già da, non diciamo da erede al trono perché indubbiamente lo è, ma anche già da imperatore in pectore e nello stesso tempo un progressismo e un attivismo che non è affatto tipico del suo. Più modesto e riservato padre. Nel 1883 l'arciduca Rodolfo inaugura la mostra dell'elettricità a Vienna. È una cosa a cui l'imperatore non ha voluto partecipare, ci ha mandato il giovane figlio. E in quell'occasione fa un discorso, un discorso bellissimo: un discorso che ricorda per certi versi l'inno a Satana di Giosuè Carducci, non perché sia un discorso satanista, per carità, ma perché è un discorso pieno di ammirazione per il progresso un discorso che già annunzia le luci di Parigi dell'esposizione del 1900. Dice Rodolfo, un mare di luce si sprigiona da questa città e da essa si irradi il nuovo progresso. Poi l'esposizione dell'igiene, quattro anni dopo, balzo in avanti delle tecnologie nel pacifico e tranquillo. E... Fino ad allora riservato impero austriaco. In questa occasione Rodolfo ha addirittura delle espressioni progressiste, quasi diciamo pure di sinistra. Il capitale più prezioso dello Stato e della società è l'uomo. Ogni vita rappresenta un valore particolare. Non dimentichiamo che è un'Austria che ha rinunziato alla condanna capitale. L'assassino dell'imperatrice Elisabetta nel 98 sarà condannato all'ergastolo, ma non alla pena capitale. Poi naturalmente sarà restaurata in tempo di guerra, ma questa è la legge marziale. Quindi un quadro veramente nuovo che purtroppo finirà in tragedia. Buonasera da Radio 2, Franco Cardini. Proseguiamo con la nostra storia di Francesco Giuseppe, che trova nel figlio amatissimo Rodolfo, Durante gli anni Ottanta, quasi una sorta di contraltare, si ha quasi l'impressione: intendiamoci, è eh, naturalmente un'impressione che la tragedia maturata poi alla fine degli anni Ottanta sia stata preceduta da un decennio quasi di braccio di ferro fra il padre e il figlio. Padre e figlio che si amano molto e che sono amati, a suo modo naturalmente, entrambi, direi soprattutto Rodolfo. Dall'imperatrice Elisabetta, sempre più assente, che non vorrà tornare a Vienna nonostante una lettera tenerissima dell'imperatore nemmeno in occasione della celebrazione del cinquantesimo dell'incoronazione imperiale di Francesco Giuseppe. Francesco Giuseppe ne soffrirà, sarà umiliato. Ma nello stesso tempo, Rodolfo rappresenta un po' il legame che li unisce, è un legame molto forte. Ma le due strade, la strada dell'imperatore in carica e la strada dell'aspirante dell al trono, divergono quasi del tutto. Francesco Giuseppe continua a sottolineare una politica che è una politica prevalentemente di difesa. Quello che lo preoccupa soprattutto a questo punto è il mantenimento dello statu quo. Sa benissimo che i Balcani sono una polveriera, vuole evitare che esplodano. E come tale, nel 1872, incita gli altri due imperatori, e infatti c'è un accordo a Berlino in questo senso, per il mantenimento dello status quo nei Balcani. Gli altri due imperatori sono naturalmente Guglielmo I, imperatore dell'Impero federale di Germania, e Alessandro II. Certo, parlando di mantenimento dello status quo nei Balcani, si fa un po' i conti senza l'oste, e l'oste è il sultano turco, ma sul al sultano turco... Si avvicinano sempre di più sia l'Austria che l'Ungheria, tanto più che nel 1976 c'è il colpo di Stato costituzionale in Turchia e il sultano Abdulhamid diventa un sovrano all'occidentale, diciamo così. Cresce l'opinione pubblica filo-occidentale in Turchia, soprattutto nell'esercito, però nello stesso tempo cresce anche l'inimicizia fra russi e turchi per la questione dei Balcani e si arriva così al congresso di Berlino in cui si organizza la divisione territoriale fra gli stati contendenti, ma arbitro del congresso di Berlino è, come tutti sanno, il principe di Bismarck. L'anno dopo evidentemente non sarà inevitabile che nel 1879, appunto, fra Austria, Ungheria e Germania si stabilisca una duplice alleanza, che presto diventerà anche una triplice alleanza, perché nel frattempo la Francia si è allontanata dall'Italia, nel 1881 i francesi hanno occupato Tunisi, che gli italiani ritenevano una zona di loro pertinenza, gli italiani si sono offesi con la Francia, la sinistra italiana ammira incondizionatamente il progressismo e la forza militare della Prussia, Triplice alleanza nel 1882. Inutilmente Guglielmo Oberdan ha cercato di stoppare in tutti i modi questa, eh, per lui lo spettro dell'alleanza fra italiani e austriaci attentando alla vita dell'imperatore e questo gli costerà la vita, sarà giustiziato, sarà una delle poche condanne a morte in tempo di pace combinata nell'impero austriaco. L'Europa si sta mangiando il mondo con la conferenza di Berlino del 1885, presidente essenziale il solito grande, eh, grande mago della politica prussiana ed europea del tempo, le potenze europee si spartiscono l'Africa. Il Belgio si prende il Congo, eh, l'Italia occupa il porto di Massawa, si inventa un'Africa orientale tedesca, il Tanganyika, gli inglesi occupano la Nigeria, i tedeschi stabiliscono delle colonie nelle isole del Pacifico, la Cina riconosce il protettorato francese nel Tonchino, l'Austria è assente dalla corsa all'Africa. L'imperatore sottolinea che queste cose non sono fatte per l'impero d'Austria. Bismarck è protagonista anche di una convenzione mediterranea, due anni dopo... Si rinnova la triplice alleanza, ma il grande protagonista è sempre la Germania. Tutte queste cose non piacciono a Rodolfo. Rodolfo, l'attivismo di Rodolfo, il progressismo di Rodolfo, il crescente nervosismo di Rodolfo si traducono in una sorta di volontà di potenza nevrotizzata. Ecco cosa scrive Rodolfo verso l'87. Vedo il piano inclinato sul quale scivoliamo. Allude al fatto che la Cacania diciamola con musil, è sempre più immobile, mentre il resto d'Europa si muove e come. Vivo le cose da vicino, dice Rodolfo, ma non posso fare assolutamente nulla, non posso mai far sentire la mia voce, che non è vero. Dire ciò che penso e che credo, il nostro imperatore non ha amici, il suo carattere, la sua indole non glielo consentono, se ne sta isolato sulla sua vetta, con coloro che lo servono, parla solo delle competenze di ciascuno, ma evita con cura qualsiasi dialogo. E anche questo era vero fino a un certo punto. Per questo sa così poco sui pensieri e sui sentimenti della gente, sulle speranze e sulle opinioni del popolo. È una lettera dura, quasi astiosa, fra l'88 e l'89, scrivendo allo Sheps Rodolfo ha altre espressioni. Non infiacchirsi nel clima opprimente, scrive, mantenere forte lo spirito. E il suo corrispondente gli risponde certo Altezza Imperiale. È questo che lei si è prefisso: una volontà di potenza che nello stesso tempo ha un risvolto nell'avventura disapprovata dall'imperatore e per ragioni diverse anche dall'imperatrice, l'avventura che coinvolge l'arciduca Rodolfo con una adolescente, una sedicenne, la baronessa Maria Vezzera. Il dramma volge presto in tragedia. Noi non sappiamo nemmeno molto, non sappiamo quali contrasti veramente si siano sviluppati ancora... Alla fine di gennaio del 1889 l'arciduca Rodolfo era intento alle sue brave manovre militari quando arriva come un fulmine la notizia della tragedia. Il 29 gennaio all'Aufburg c'è un piccolo pranzo di famiglia. E ci sono delle manovre militari abbastanza importanti in, in quel momento, l'arciduca Rodolfo dovrebbe essere presente. Il padre ci tiene, addirittura in uno dei suoi non, non frequentissimi slanci blocca quasi contro le convenzioni, attentissime convenzioni di corte blocca il cameriere e il famiglio che sta sparecchiando il posto di Rodolfo e gli dice no, no, lasci, lasci tutto come l'arciduca arriverà sicuramente. Invece l'arciduca non arriva e non si presenta nemmeno alle manovre militari. E fa sapere con un messaggio laconico di essere partito in viaggio in un Wienerwald, in una foresta viennese coperta di neve, verso il padiglione di caccia di Meierling. Il 30 gennaio... Mattino arriva proprio come un fulmine la notizia della morte di Rodolfo. Rodolfo è stato trovato morto nel suo letto, apparentemente avvelenato con cianuro di potassio. Accanto a lui il corpo esanime della sua amante, la diciassettenne baronessa Vezzera. Pare che la baronessa Vezzera abbia. Avvelenato Rodolfo e si sia avvelenata essa stessa. Una morte per amore, perché il loro amore è impossibile, perché eh, il matrimonio con l'aspirante imperatore, con l'erede al trono, col complice non potrà mai avvenire. Quindi Sua Altezza era consenziente. In realtà si verrà presto a sapere che purtroppo le cose sono molto peggio di come sembravano. In fondo commenta l'imperatore, badate non è cinismo. Eh? È soltanto uno sprazzo ulteriore del suo forte, quasi patologico senso del dovere. Se si fossero avvelenati sarebbe stato il male minore. E invece no. Invece Rodolfo si è sparato alla tempia e pietosamente solo Maria lo ha seguito con il metodo, non so quanto, meno doloroso, certo, meno, meno drammatico e meno cruento dell'avvelenamento. Quella mattina del 30 gennaio del 1889 l'imperatore si sente arrivare addosso suoi, tutti d'un colpo i suoi 50 anni, che erano qualche cosa alla fine dell'Ottocento, ha quasi uno svenimento, un mancamento, scivola, secondo qualche, qualche fonte addirittura cade a terra, è una, forse uno sbalzo di pressione, non sappiamo, è un attimo. Si ricompone, respinge il braccio dell'aiutante di campo, si aggiusta la sciabola alla dragona della cintura e riprende il suo abituale aplomb. Ma in quel momento evidentemente si è rotto qualcosa, poi non piangerà. Non piangerà durante i funerali, non piangerà nemmeno nella scena abbastanza. Dura, abbastanza triste, abbastanza quasi feroce, che accompagnerà il suo incontro con l'imperatrice. L'imperatrice era raro caso a corte in quel momento e Elisabetta invece darà libero sfogo al suo dolore, qualche cosa che Francesco Giuseppe non può permettersi, ma la morte di Rodolfo lo segnerà veramente per sempre. Come spesso succede nei menage difficili, la già fragile unione tra Francesco Giuseppe ed Elisabetta riceverà dalla morte di Rodolfo e da quel tipo di morte un colpo dal quale nessuno dei due potrà riaversi e anche il loro matrimonio da quella avventura, da quella tragedia, uscirà irrimediabilmente, irreversibilmente compromesso, lo sanno tutti e due. Da allora l'imperatore scivolerà sempre di più, beh, possiamo dire fra le braccia, ma il termine melodrammatico, poco elegante e anche poco adatto alla situazione, diciamo che si chiuderà sempre di più nell'affetto, nella fiducia, nella confidenza con un'attrice, l'attrice di corte, Catalina Schratt. Di 25 anni, di un quarto di secolo più giovane di lui, un rapporto, un rapporto stretto, un rapporto anche profondo, un rapporto anche molto serio e molto riservato, un rapporto che Elisabetta quasi favorisce. Qualcuno ha detto impietosamente, oltre che insomma con poca eleganza, che Elisabetta permette anzi spinge un po' Catarina a scivolare eh, sotto le lenzuola del eh, talamo nuziale di Francesco Giuseppe, forse le cose non stanno esattamente in questo modo, le lettere in cui l'imperatore svela quello che per noi è l'altra faccia della luna, ecco, il, eh, i sentimenti che ci sono dietro al suo comportamento esteriore sempre così, così controllato, sempre così, così freddo spesso diciamo di una freddezza che è piuttosto timida, l'imperatore riversa forse su Caterina Schratta anche l'amore insoddisfatto e l'amore mai, mai totalmente ricambiato per Elisabetta. Il 14 luglio del 1891, quindi ormai Elisabetta è sempre in giro e si fa vedere sempre meno, c'è una lettera molto bella mio angelo indicibilmente amato, ecco il Maina Engel, al quale abbiamo in una delle serate precedenti alluso. Sono molto malinconico, ho il cuore stretto. Ieri, quando sono sceso dal monte eh, lungo la Johannes Promenade, ho alzato lo sguardo con tristezza e struggimento verso Ellenburg, sono luoghi cari a tutti e due. Mi è parso di riconoscere al balcone il tuo ombrellino bianco, e gli occhi mi si sono riempiti di lacrime. Ancora grazie infinite per il tuo amore e la tua bontà durante la mia sosta a Gastein, c'era stato un incontro abbastanza fugace. Adesso giorni così belli mi capitano di lato, e ancora il 15 dicembre del 93. Mi abituo solo lentamente alla solitudine, ormai... Le cose vanno avanti irreversibilmente. I momenti in cui facevo colazione con te e le serate passate insieme mi mancano molto. Per il Natale del 1893, che fra l'altro è anche il compleanno di Elisabetta, Elisabetta è nata il giorno di Natale, per il Natale del 93, dicevo, Elisabetta non è a casa, non è a corte, è a Madera. Madera è una delle sue mete insieme a Cipro preferite, è anche uno dei suoi luoghi di evasione coniugale, in tutti i possibili sensi. E gli scrive Francesco Giuseppe, che sa benissimo del resto che cosa sta succedendo. Eh, gli scrive che lei manca, che il Natale non è così senza di lei, e alla figlia Maria Valeria, con cui qualche volta si confida, dice la Hofburg di Vienna mi pesa terribilmente. Quasi ormai a Schembrun, che in un certo senso è il focolare domestico degli Asburgo, se così si può chiamare una reggia così grande, Schembrun non gli basta più e si rifugia sempre di più nel luogo di lavoro, la Hofburg. Dagli studi di Radio 2, Franco Cardini, buonasera, Francesco Giuseppe, del quale io amerei parlare più approfonditamente per quanto riguarda naturalmente gli avvenimenti politici del suo tempo, però prima di tutto Francesco Giuseppe è un uomo in un certo senso anche ora che va molto di moda e non, e non ci va da ieri, anche grazie ad alcuni italiani come Claudio Magris, è un uomo in fondo calugnato, questa sua lucidità, questa sua freddezza sono diventati un topos, un luogo comune e questo non è vero. E allora visto che abbiamo parlato un pochino più approfonditamente, per quanto il te, questo poco tempo a disposizione ci permette dei suoi rapporti con l'imperatrice Elisabetta con Sissi io vorrei insistere su queste cose perché qualcosa di quello che abbiamo detto, di quello che vi ho letto ieri mi è un pochino rimasto per traverso, mi è rimasto in gola, diciamo così, la sua desolata sempre contenuta, ma nemmeno qualche volta sembra proprio che anche il suo tradizionale self control vacilli, la sua crescente disperazione per il rapporto con Elisabetta che è andato male. In fondo si tratta del rapporto fra due persone anziane, non diciamo vecchie, ma insomma lui ha già passato la sessantina, lei sta per passarla, ci corrono otto anni, non una grande distanza. Ma il rancore, ma diciamo la tristezza profonda, che qualche volta lo fa essere anche cinico, lo fa essere anche duro con cui lui affronta questa tragedia matrimoniale ma non riesce a metabolizzarlo. Sceglie di solito un interlocutore privilegiato per parlare di questa amarezza, è la figlia Maria Valeria. Alla figlia Maria Valeria, lui dice, verso la fine degli anni ottanta, Maria Valeria si sta, si sta per sposare, sposerà Francesco Salvatore di Toscana, ramo degli Asburgo in esilio, dice questo, il matrimonio... È un'istituzione assurda. A 15 anni si viene venduti e si fa un giuramento che non si capisce e dal quale non ci si può più sciogliere. Ecco anche perché i rapporti con la Santa Sede, dal tempo dell'infallibilità pontificia, non sono più quelli di una volta, sembra quasi che riemerga. L'asburgo del Settecento, l'asburgo teista, l'asburgo massone, l'asburgo che si ribella alla dura disciplina della Chiesa Cattolica, dura perlomeno per quanto riguarda l'aspetto matrimoniale, eccetera. Nel 91 arriva a dire a Maria Valeria, che, è in attesa del primo figlio, che la nascita di un nuovo essere è una disgrazia, porta dolore. È un uomo veramente esacerbato e nello stesso tempo. Un uomo a cui basterebbe forse poco per far tornare, non dico il buon umore, che non si attaglia molto alla sua personalità, ma perlomeno la speranza, la fiducia, qualcosa di simile alla gioia di vivere. Vi leggo un brano, ho resistito alla tentazione ieri, ma adesso lo faccio: della lettera a cui ho alluso in occasione del 56 compleanno di Elisabetta, il Natale del 1893. Lei è a Madera. Con l'amore più profondo ti auguro la felicità e la benedizione del cielo, e ti prego di conservarmi la tua bontà e la tua indulgenza. Per noi felicità è in effetti un'espressione inesatta, e ci basta un po' di pace, un po' di comprensione e un po' meno infelicità di prima. Il 10 settembre del 1898, Sua Maestà apostolica, imperiale e reale. Francesco Giuseppe, imperatore d'Austria e re Ungheria, sta a Schönbrunn nella sua reggia e scrive ancora alla moglie. La moglie non è più a Madeira, in quel momento si trova, eh, si trova in Svizzera, sulle rive del lago di Ginevra, anzi, propriamente a Ginevra. Gli scrive un'altra bella lettera. Le parla del tempo, dei cervi, eh, delle escursioni in montagna, di un viaggio che avrebbe dovuto fare per recarsi alle manovre militari, come se lui fosse un marito normale e felice di una moglie normale e felice. Sembra quasi che Catarina Schratt in quel momento non esista. Verso le quattro e mezzo arriva l'aiutante di campo. Porge all'imperatore un telegramma. Sua maestà l'imperatrice è testé, deceduta. Si siede e dice semplicemente dunque nulla su questa terra mi viene risparmiato. La mattina del 10 settembre l'imperatrice Elisabetta è a passeggio sulla riva del lago di Ginevra, fuori dall'Hotel Borivage, che è l'hotel che accoglie tutte le teste coronate d'Europa, gli si avvicina un personaggio, un operaio, un giovane operaio, un anarchico, il Luccheni, che la, la urta e la colpisce. L'anarchico viene immediatamente bloccato. Grida qualcosa, viene imprigionato naturalmente. L'imperatrice si rialza e dando il braccio alla dama di compagnia, si avvia verso l'imbarcadero perché vuol fare un'escursione in vapore sul lago. Poco dopo la partenza sbianca accusa un forte dolore al torace e si accascia non riprenderà più conoscenza una limma da operaio accuratamente acuminata l'ha colpita in profondità preentrando per una decina di centimetri gli ha leso il ventricolo gli ha spaccato una costola ma soprattutto è la ferita al cuore naturalmente che sul momento lei non ha realizzato non ha nemmeno avuto l'impressione di essere stata ferita ha sentito soltanto un urto quindi la cosa è stata quasi in dolore e così muore Elisabetta, imperatrice d'Austria e regina d'Ungheria. Si può dire che questa morte è la pietra tombale che cade sul cuore e sulla vita, meno sulla vita privata, dello stesso imperatore d'Austria. C'è una, una bella immagine, mi duole perché le immagini non si possono evidentemente... Trasmettere per radio c'è una bella immagine, una immagine romantica, popolare, in cui l'imperatore, seduto in trono, con la sua uniforme, il manto imperiale, le insegne del potere e la testa appoggiata drammaticamente alla mano, sogna tutti i suoi cari defunti. Dalla cugina Matilde, bruciata viva accendendo una sigaretta nel 67. Al fratello Massimiliano, imperatore del Messico, fucilato a Queretaro nel 1867, ancora al figlio Rodolfo suicida nel 1889, alla cognata Sophie Lanson, ricordiamoci anche lei, che è bruciata nell'incendio del Bazar della Charité nel 1897. E poi, finalmente, Sissi, Beatrice d'Austria, pugnalata da un anarchico. Nel 1898. Secondo qualcuno avrebbe pianificato accuratamente la sua morte, ma questa tesi pare destituita di reale fondamento. Consissi muore veramente l'anima di Francesco Giuseppe. L'assassino dell'imperatrice non verrà sottoposto a pena capitale. Eh, gli sarà comminato nel gastolo. del resto, nemmeno l'assassino del. Eh, nipote ed erede al trono Francesco Ferdinando, che sarà assassinato a Sarajevo nel 1914, verrà giustiziato. In questo caso la, il, il redentista serbo Gavilo Frinzip era eh, minorenne e secondo la legge austriaca non poteva essere sottoposto a pena capitale. La morte di Francesco Ferdinando sarà un ulteriore numero nella lista lunghissima delle tragedie familiari che Francesco Giuseppe ha dovuto affrontare, bisogna dire che probabilmente quest'ennesima tragedia lo ha toccato. Relativamente, relativamente meno in fondo Francesco Ferdinando non è mai stato particolarmente amato da Francesco Giuseppe bisogna dire non solo che i due caratteri erano diversi questo era vero anche per Rodolfo ma che in linea generale le caratteristiche politiche di Francesco Ferdinando erano fatte apposta per non soddisfare l'imperatore in particolar modo la sua insistenza per essere nominato erede al trono, si tratta naturalmente di un nipote, dirò fra un attimo qual è con esattezza il grado di parentela fra i due, e la sua tendenza ad accelerare i tempi per trasformare la diarchia austro-ungarica in una triarchia austro-ungarico-slava. L'imperatore non ama questa decisione, non ama questa scelta pensa che l'impero verrà squilibrato da questa decisione triarchica, si chiede come il suo collega, lo zar di Russia, accetterebbe un elemento indipendente slavo all'interno della compagine asburgica, probabilmente lo coglierebbe come un'ulteriore provocazione, d'altra parte l'imperatore di Russia non perde occasione, per far capire che egli farà di tutto per riunire tutti i popoli slavi intorno a sé. Questo è un elemento dirompente nei confronti della compagine imperiale. La politica di Francesco Ferdinando per un verso rischia di aggravare la situazione in rapporto alla Russia e l'inimicizia che ormai è palese fra Austria e Russia, soprattutto per la faccenda balcanica. Per un altro verso, però, c'è quasi il sospetto che Francesco Ferdinando stia tramando qualche cosa di molto simile a una sorta di secessione, sia pure implicita all'interno all della compagine austriaca magari per farsi una sua politica nei confronti dei Balcani e nei confronti della Russia. Insomma, Francesco Giuseppe è sempre piuttosto animoso nei confronti del giovane intraprendente nipote e finché può gli nega anche il titolo di erede al trono che spetterebbe perché in realtà Francesco Ferdinando è figlio del fratello di Francesco Giuseppe. I fratelli c'erano tre: Francesco Giuseppe, Massimiliano, che è morto e lo sappiamo, e Carlo Luigi, che ha sposato Annunziata di Napoli, da cui ha avuto tre figli, di cui il più anziano è Francesco Ferdinando. È lui l'erede al tono e non c'è nulla da fare. Ma Francesco Giuseppe, questa eredità, non l'ha mai gradita. Nel 1899 gli auspici per la nascita del nuovo secolo non potrebbero essere migliori. Per l'Europa sfreccia alla volta di Istanbul il lussuoso Oriente Express, a Parigi si sta per inaugurare la grande esposizione, la Tour Eiffel, il ballo Eccelsior, questa specie di ode al nuovo secolo, alla, eh, alla pace, all'industria, al lavoro, alla ricchezza, alla felicità. È la Belle Époque. Nicola II, zar di Russia, promuove la partecipazione di 26 Stati, ben 26 Stati, a una Corte d'arbitrato dell'AIA per la composizione delle controverse internazionali. Sarà, 1899, il primo nucleo da cui uscirà fuori la Lega o Società delle Nazioni e poi il nostro ONU, le nostre Nazioni Unite. La Spedizione internazionale di Pechino tutti ricorderete il grande film I 40 giorni di Pechino, a tempo della rivolta dei boxer, suggella il fatto che l'Occidente, l'Occidente colonialista, come diremmo noi, ma tant'è l'Occidente che gli europei del primo novecento prediligono, l'Occidente è unito e concorde. Insomma, gli auspici non potrebbero essere migliori e il secolo non si potrebbe aprire in modo più positivo di lì a poco ci si accorge però che gran parte di queste speranze erano illusorie si rinnova la triplice alleanza ma nel frattempo la Germania con l'ammiraglio von Tripitz comincia ad avviare un forte programma di armamento navale l'Inghilterra risponde per le rime e si ha la corsa al cosiddetto navalismo inglesi e tedeschi non cessano di superarsi a vicenda con grande vantaggio peraltro delle rispettive industrie pesanti nell'armamento navale nella costruzione di grandi navi da guerra in generale quando si costruiscono le armi eh, lo si fa perché prima o poi si vogliono usare e nel 1905 arriva la guerra russo-giapponese se vinta dal Giappone, la Russia è umiliata, ma questa umiliazione si trasforma in un elemento in più di, di instabilità e la pace ne risulta compromessa perché lo zar cerca in qualche modo una, una rivincita, non può averla dal Giappone che fra l'altro è possentemente spalleggiato dal suo alleato storico, gli Stati Uniti d'America. Soltanto negli anni, alla fine degli anni 30 questa alleanza storica si romperà per lo spazio della seconda guerra mondiale. Però dove lo trova il compenso allo smacco subito per mano giapponese lo zar? A due livelli, prima di tutto, 1905, repressione violentissima di qualsiasi tipo di resistenza politica interna quindi i massacri delle organizzazioni operaie, la repressione del sangue, quelle cose che conosciamo se non altro dal dottor Givago, ma c'è da augurarsi che ne sappiamo qualcosa di più perché è storia che pesa ancora sulla nostra vita quotidiana, di tutti i giorni. E poi l'imperatore cerca anche lo sfondamento verso il mare caldo, verso il Mediterraneo, il che vuol dire mettere in discussione pesantemente il fragile equilibrio balcanico, la sopravvivenza dell'uomo malato, cioè dell'impero sultaniale turco, e la disciplina degli stretti. La prima guerra mondiale è ormai alle porte. Anche proprio per l'Austria-Ungheria e per la città di Vienna, se si vuole, l'inizio del Novecento è stato splendido. Intanto, lo stile della secessione viennese. Il Sensationstil, quindi Schiele, quindi Wagner, quindi Klimt, tutto il resto dell'arte viennese del primo Novecento che oggi è tornato di grandissima moda. Lo Stato plurinazionale effettivamente sembra un residuo del passato. In realtà noi sappiamo che oggi, che semmai è in anticipo sui tempi, ma questo che ci sembra evidente. Nel XXI secolo, quando ormai siamo in quell'epoca che un filosofo italiano Giacomo Marramao ha definito post-leviatanica, quindi lo Stato nazionale, lo stato, lo stato forte, eccetera, ha fatto il suo tempo, beh, questo non era affatto vero un secolo fa. Un secolo fa lo Stato nazionale e il nazionalismo erano la squilla della modernità e quindi lo Stato asburgico sembrava un rottame dei tempi passati se ne era reso conto Rodolfo forse se ne rendeva conto l'erede al trono Francesco Ferdinando pettinando regolarmente contro, contro pelo il suo imperiale zio d'altra parte le cose non andavano male per esempio lo stato asburgico si apriva al progresso l'imperatore evita personalmente il telefono e l'automobile non l'ha mai usato in vita sua però ammette Ammette il socialismo, concede il suffragio universale, ci sono grandi esposizioni mondiali a Vienna, anche dopo quella grandissima che tutti ricordano del 1873, ce ne sono altre. La rete ferroviaria migliora, migliorano i consumi e gli investimenti, la navigazione sul Danubio diventa un grande business, il porto di Trieste si allarga. Italo Svevo è uno scrittore imperiale austro-ungarico. A Vienna c'è un forte governo della borghesia, si costruisce il Ringstrasse, questo grande anello di splendidi viali monumentali, il sindaco di Vienna, il borgomastro Lueger, cristiano sociale e profondamente antisemita, che non piaceva però a un giovane pittore che circolava a Vienna in quel momento, un certo Adolf Hitler che veniva dai confini con la Baviera. Luger non piace eh, Luger forse non piaceva ad Adolf Hitler perché era cristiano, ma non piaceva all'imperatore perché era antisemita. Alla fine però l'imperatore si arrende perché i viennesi vogliono il borgomastro Luger, che fra l'altro ha grandi capacità di organizzatore, ha grandi capacità di buon amministratore. E insomma alla fine l'imperatore inghiotta il rospo e ammette, accetta come ha accettato come erede al trono. Francesco Ferdinando, che non gli piace, accetta anche il borgomastro Luger, che gli piace ancora meno. Il progresso scientifico è fortissimo. Facciamo solo due nomi, Planck e Freud. Della letteratura non diremo nulla, della musica non diremo nulla, la scuola di Vienna, perché queste cose sono notissime. Insomma, ci sono tutte le premesse per far pensare che nonostante la struttura che poteva sembrare antiquata dello Stato plurinazionale, la Cacania, tutto sommato, è un bel paese. È un paese serio, è un paese in crescita, è un paese onesto, è un paese ben amministrato da un sovrano triste, da un sovrano a cui la vita non ha certo sorriso, ma che nello stesso tempo fa bene il suo mestiere di primo impiegato, di primo funzionario dell'impero. Invece no. Invece, non è affatto così. Non c'è nulla di buono nel secolo che comincia e ben presto gli elementi negativi e allarmanti cominciano ad affiorare. Nel 1906, la conferenza internazionale di al riconosce alla Francia il predominio espansionistico sul Marocco. La Germania si sente isolata, ma ha grossi interessi in Africa e non vuole accettare questo dato. Nel frattempo il navalismo, promosso nel 1898 in Germania, provoca la risposta britannica e le due potenze cominciano a armarsi eh, navalmente in maniera sempre crescente. Successivamente la, si ha la crisi bosniaca, la guerra italo-turca per la Libia, un rinnovamento della triplice alleanza rispetto alla quale però... L'Italia morde sempre più il freno, l'Italia ha salito la Turchia conquistando la Libia, che formalmente apparteneva ancora all'impero turco nel 1911, l'anno successivo occupa Rodi e il Dodecaneso, che sono, in quanto isole greche, di pertinenza formale della sovranità del sultano. Il sultano è sempre più legato alla Germania e quindi anche all'Austria, la Russia. Promuove una lega balcanica antiturca tra Serbia, Montenegro, Grecia, Bulgaria, la quadruplice balcanica che dichiara guerra alla Turchia. A questo punto, mentre la Turchia si avvicina ancora di più all'impero tedesco e quindi anche all'Austria, che segue fedelmente, anche se Francesco Giuseppe non è contento di questo, la politica tedesca, l'Italia si trova sempre più portata a seguire la linea russa perché la linea russa legittima le azioni italiane contro l'Impero Turco, in Libia come a Rodi e nel Dodecaneso. Del resto l'Italia sta sempre più facendo l'occhietto anche alla Francia e all'Inghilterra. Nel 1913 arriva la legge di un miliardo di marchi in Germania per il potenziamento dell'esercito, un miliardo di marchi è una somma letteralmente da capogiro. E a quel punto tutti aspettano solo una cosa, il caso Sbelli, perché la guerra è alle porte. La Russia mira con chiarezza al Mediterraneo, l'Austria e la Turchia non possono permettere che ci arrivi. L'Inghilterra e la Germania sono in rotta di collisione sui mari e nei problemi che riguardano il continente, il predominio del continente africano. La Francia è sempre più legata alla Russia e quindi ostile alla Germania, ovviamente, e alla Turchia, non meno ovviamente. Il 28 giugno del 1914, Francesco Ferdinando viene colpito a morte dall'irredentista servo Gavrilo Princip. Si colpisce a morte senza dubbio la pace, e Princip questo lo sa benissimo, come benissimo lo sapeva lo zar di Russia, ma si colpisce a morte chi? l'erede al trono di Francesco Giuseppe oppure l'uomo di Casalsburgo che avrebbe potuto impedire ai serbi e agli slavi balcanici di saldarsi sicuramente con forza alla causa russa e avrebbe potuto mantenerli nella sfera austriaca. Certamente comunque il 28 giugno del 1914 con Francesco Ferdinando viene uccisa a Sarajevo la pace del mondo. Francesco Giuseppe non era soltanto ostile alla politica di Francesco Ferdinando era anche mosso da una notevole antipatia nei confronti del nipote, il quale non faceva nulla per diventare simpatico, teneva corte, sparlava apertamente dell'imperatore, brigava con lo Stato Maggiore, aveva rapporti con il partito della guerra all'interno dello Stato Maggiore, il partito del generale Conrad, insomma... Certamente non sarebbe stato un buon successore per Francesco Giuseppe, perlomeno non il successore che Francesco Giuseppe avrebbe voluto. Quindi anche i rapporti che qualche volta si fanno fra Rodolfo e Francesco Ferdinando sono politicamente e caratterialmente fuori luogo, si tratta proprio di persone diverse. Certo, Francesco Giuseppe viene colpito da quest'ultima tragedia familiare che è anche una tragedia politica e si rende conto che a questo punto il Totentanz, la danza macabra della guerra, è inevitabile, colmai il meccanismo è in moto, ultimatum austriaco alla Serbia, dichiarazione di guerra, mobilitazione della Russia, tutte queste cose si svolgono fra il luglio e l'agosto del 1914, l'alleanza ufficiale per motivi militari fra Turchia e Germania, la dichiarazione di guerra alla Francia che appoggiava la Russia da parte della Germania, l'invasione del Belgio e infine la dichiarazione ufficiale di guerra alla Russia da parte dell'Austria-Ungheria che non può continuare a fingere la verità. Il fatto cioè che è la Russia la potenza destabilizzatrice dei Balcani e degli stretti. Infine Francia e Inghilterra che dichiarano guerra all'Austria e all'Ungheria e il Giappone che dichiara guerra alla Germania il 23 agosto del 1914 e dall'entrata in guerra del Giappone contro la Germania, quindi dalla scelta del Giappone secondo la quale il Giappone si mette. Accanto alla Russia si capisce che un nuovo colosso potrebbe presto entrare in guerra, cosa che infatti succederà. Di lì a poco entreranno in guerra anche gli Stati Uniti. Francesco Giuseppe assiste sconfortato, impotente, atterrito ma nello stesso tempo piuttosto rassegnato all'ultimo atto della tragedia dell'impero. Si rende perfettamente conto come le cose andranno a finire. D'altra parte sottolinea la sua personale posizione del tutto contraria alla guerra. Firma l'atto di entrata in guerra ma commenta, alludendo a Conrad e al suo gruppo di militaristi, questi non conoscono la guerra. Io lo so, io sono stato a Solferino. Solferino lo perseguita al pari dei suoi fantasmi familiari. Il presentimento della fine si potrebbe leggere a questo punto attraverso tante cose, anche attraverso la crisi d'identità della Cacania di Musil, l'impulso di morte della cultura austriaca alla vigilia del conflitto, Hoffmannsthal, l'autore della del suo grande dramma, la morte di ognuno, che ancora oggi, ogni anno, regolarmente si mette in scena a Salisburgo di fronte alla cattedrale, è il massimo rappresentante di questo senso della fine imminente, ma in fondo tra, eh, Trackel, Rilke, Schnitzler, Kafka, Krauss, eccetera, non rappresentano niente di molto diverso. Veramente la fine dell'impero coincide con la morte fisica di Francesco Giuseppe. Forse il senso di giustizia, di austerità, di lealtà che ha sempre animato l'imperatore ha un ultimo guizzo proprio in rapporto all'Italia. Sappiamo che nell'aprile del 1915, mentre ancora l'Italia che pure ha rotto il trattato della triplice alleanza che la legava ad Austria e a Germania ma che non ha ancora deciso ormai ha già stipulato in realtà un patto segreto, il patto di Londra con le potenze dell'intesa. Dopodiché ci saranno altri eventi, l'affondamento dell'Usitania il 7 maggio e ancora nel maggio la dichiarazione italiana di guerra all'Austria-Ungheria. L'ultimo atto militare veramente sentito dall'imperatore, la cui salute non è particolarmente peggiorata, ma che ormai è stanco e sente tutto il peso della sua età e delle sue tragedie, l'ultimo atto forse compartecipato è la Strafexpedizione, la spedizione punitiva austriaca del maggio del 1916. Francesco Giuseppe sopravvive solo di pochi mesi a questa scelta. Dopo la staffa spedizione, l'Italia ha dichiarato guerra alla Germania e a questo punto il quadro tragico della prima guerra è completo. Francesco Giuseppe fa appena, appena in tempo a vedere come si dispongono le forze sulla grande scacchiera del gioco della prima guerra mondiale, probabilmente intuisce anche come le cose andranno a finire, ma muore nel novembre, ancora prima che i giochi si rivelino con chiarezza come ormai già fatti, quando muore appunto alla fine del 1916, le sorti del conflitto erano ancora tutto sommato aperte, non ha più eredi. Morto Francesco Ferdinando, la corona avrebbe dovuto passare a qualcuno degli altri fratelli di Francesco Ferdinando, ma sia Ottone che Ferdinando erano a loro volta deceduti e allora la corona imperiale passa al figlio di Ottone, secondo genito di Carlo Luigi. Il quale Carlo Luigi è fratello di Francesco Giuseppe, quindi ha un pronipote di Francesco Giuseppe, Carlo I, Carlo I d'Asburgo, 1916-1918, questi i suoi anni di regno. Carlo I d'Asburgo, che sposa Zita di Borbone-Parma, una principessa italiana morta solo recentemente in Italia qualche anno fa e che governa pochissimo tempo. Di Carlo I d'Asburgo si sta aspettando proprio in questi giorni, o in questi mesi perlomeno, una decisione da parte del Vaticano che potrebbe sbloccare un suo processo di beatificazione in corso, un processo che è stato probabilmente fino ad ora stoppato per ragioni politiche, ma ragioni politiche che ormai sono cadute o che comunque sono state superate. Il mito dell'imperatore è largamente sopravvissuto a lui. Certo che Francesco Giuseppe è un perdente di molte guerre, anche della prima guerra mondiale, anche se non l'ha vista arrivare fino in fondo, ma ci si chiede oggi, visto che gli stati nazionali, grandi vincitori della prima guerra mondiale, sono ormai alle corde, mentre invece le esperienze plurinazionali. Sono invece tornate di grande attualità. Ci si chiede oggi chi sia in fondo il vero vincitore della prima guerra mondiale: se Francesco Giuseppe che l'ha perduta o Clemenceau, il padrino della grande Francia nazionale e nazionalista che la guerra l'ha vinta ma che ha patrocinato un'esperienza politica che ormai, quella nazionale e nazionalista, che ormai è definitivamente chiusa. Francesco Giuseppe si continua a celebrare anche in Austria e anche fuori d'Austria, una volta all'anno anche nell'italiana Cormons e la sua famiglia sopravvive. Sopravvive nel figlio di Carlo I, Otto d'Asburgo, ex deputato europeo, nato nel 1911, personaggio che porta anche visivamente, fisicamente i segni della somiglianza straordinaria rispetto al suo grande Avo e che ha quattro figlie che sono vive e attive sia nel mondo della politica, nel mondo del volontariato, nel mondo dell'attività umanitaria. Mi permetto di dedicare queste ultime battute di questa rapida biografia di Francesco Giuseppe a Sua Altezza Imperiale e Reale Valpurga d'Asburgo, la primogenita di Ottone, che mi onora della sua amicizia. Grazie e saluti da Franco Cardini, 8 della sera.